Buonasera. La storia che sto per raccontare mette insieme una delle collusioni più gravi e vergognose negli annali della nostra Repubblica. Come dire, in altre parole, che stasera pattineremo su ghiaccio molto sottile. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Richard Nixon, fu costretto ad abbandonare la Casa Bianca per avere pubblicamente mentito. Nessuno degli uomini dei quali parleremo stasera è mai stato costretto a lasciare nulla per, anche se le loro menzogne, contraddizioni, falsificazioni, di cui mostreremo immagini e di cui udrete anche la colonna sonora, per così dire, di accompagnamento, sono state così numerose da costringere praticamente, da impedire praticamente ai giudici il pieno accertamento della verità. Cominciamo dall'assassinio di Antonio Ammaturo, capo della squadra mobile di Napoli, ucciso in quella città il 15 luglio 1982. Non è il solo delitto di cui racconteremo, è tuttavia uno di quelli che gridano «Temo invano, vendetta». Perché Ammaturo, morto facendo il suo dovere, mentre altri, anche altre persone molto vicine a lui, quel dovere, come anche vedremo, tradivano. Anche se gli assassini sono stati arrestati, questo delitto resta uno dei casi più inquietanti. Ammaturo è un poliziotto che potrebbe addirittura essere stato ucciso per avere capito cose che forse non doveva capire. Vi ricordo come al solito che questo è un programma in diretta e che il nostro numero di telefono è quello che vedete, dove le prime quattro cifre segnano il prefisso. Ammaturo, dunque. Sentiamo che cosa disse, per cominciare, a suo fratello Grazio in una telefonata fatta da un luogo pubblico che il nostro Giovanni Fago ha così ricostruito sui verbali. Ho concluso l'indagine, sono cose grosse. Tremerà tutta Napoli. Ho già spedito un rapporto al ministero, ne ho spedito una copia anche a te, per posta. Come, non l'hai ancora ricevuto? Vabbè, t'arriverà. Senti, mi raccomando, estrema riservatezza. Cose grosse, ti dico. Se non mi fanno fuori prima, salteranno molte teste. Sì. Ciao, ciao. È sera. In una piazza deserta di Napoli, mentre telefona al fratello, Antonio Ammaturo sa di aver scoperto cose importanti. Avverte la tensione alla quale il lavoro e la sua investigazione lo ha portato e lo dice. Dice anche di avere spedito un rapporto, anzi due, uno al ministero dal quale dipende e uno a suoi fratelli. I due rapporti non sono mai arrivati. È il primo interrogativo di questa storia. Il primo dei molti interrogativi che ci accompagneranno, temo, fino alla fine. Ammaturo dunque ha paura di quello che accadde, da quello che accadde qualche giorno dopo e che noi abbiamo ricostruito nel prossimo filmato che ora va in onda. Si vede che purtroppo le sue paure non erano infondate. Il capo della squadra mobile di Napoli, Antonio Ammaturo, viene ucciso il 15 luglio del 1982, quasi 9 anni fa. Cade con lui sotto i colpi degli assassini anche il suo autista agente Pasquale Paola, di cui state vedendo l'immagine. Noi abbiamo altre immagini che adesso vi vogliamo proporre. Sono le immagini dei suoi funerali, celebrati con la consueta piccola pompa che accompagna i servitori dello Stato caduti in servizio. Durante le immagini udrete una voce, è quella dello stesso Ammaturo,
Voce che era stata e dichiarazioni che erano state raccolte dal collega Sandro Ruotolo in un giornale radio di 10 anni fa. Amaturo dice in questo piccolo spezzone documentario che vi proponiamo a commento delle immagini dei suoi funerali cose che a 10 anni di distanza sono purtroppo rimaste di enorme attualità. Ho potuto constatare, specie in periodo preelettorale, che il politico ha bisogno di questi capi bastona, come si chiamano in Calabria. A Giuliano in Campania, Maisto, si vantava di portare 10.000 voti a un certo personaggio politico. Questo lo si deve vedere in tante cose. Vedete, oggi noi abbiamo la politica degli appalti. L'affare terremoto. Ecco, hanno bisogno dell'uomo politico, e l'uomo politico alle elezioni ha bisogno anche di questa gente. Durante questo programma che è appena cominciato io non farò molti di quegli appelli che in genere facciamo durante i telefoni gialli. Non li farò perché credo che se qualcuno ha interesse a mettersi in contatto con noi lo farà indipendentemente dagli appelli che io posso lanciare. Un solo appello specifico voglio fare adesso, dopo che abbiamo visto questi funerali, ed è un appello ai colleghi di Amaturo, a quanti erano allora in servizio alla Questura di Napoli e videro e seppero. Anche una testimonianza su chi era Amaturo, su come svolgeva il suo lavoro, potrebbe essere a 10 anni di distanza dalla sua morte perlomeno un ricordo. E intanto la stessa domanda io rivolgo però all'avvocato Rosario Rusciano, che è qui accanto a me. Buonasera avvocato. Buonasera. E che era l'avvocato di Amaturo. Prima domanda, chi era? Della famiglia di Amaturo. Chi era Antonio Amaturo? Antonio Amaturo era un ottimo funzionario di polizia che si occupava di delinquenti comuni da molti anni, lo faceva veramente con sprezzo del pericolo, con riservatezza, ma anche con grande umanità, come del resto hanno scritto i giornali nell'immediatezza dell'omicidio e come è stato poi detto in più occasioni anche durante il processo. A proposito di omicidio, quali furono le ipotesi, poi ovviamente subito constatate, che si fecero immediatamente dopo l'atto? Apparve subito un fatto terroristico per le modalità, per tutto il clima che si viveva anche a Napoli, come del resto in tutta Italia in quel periodo. Del resto, dopo 3 giorni, il 18 luglio, ci fu una rivendicazione con un volantino di 5 pagine. Noi sappiamo che Amaturo in quel periodo stava indagando sul sequestro dell'assessore democristiano Ciro Cirillo. Lei sa se Amaturo indagasse su quel caso per sua spontanea iniziativa? Lui era il capo della mobile, probabilmente aveva la potestà di farlo, oppure su ordini dei suoi superiori? Dal processo in realtà emerge che la capacità di iniziativa di Amaturo era una capacità di iniziativa molto forte. Del resto il questore dell'epoca, che venne anche a testimoniare su mia specifica richiesta alla Corte d'Assise, non aveva una grande capacità di iniziativa, quindi credo che riteniamo tutti quanti che Amaturo, come capo della squadra mobile, avesse fiutato qualcosa e andava di sua abitudine, fosse andata avanti. Che a lei consti, aveva ricevuto minacce? Amaturo non era un pavido, minacce direttamente non gli avrebbero fatto niente, in realtà ci fu una minaccia indiretta. La sorella Filomena racconta di una telefonata alcuni mesi prima, nel corso della quale le fu annunciato la morte violenta del fratello, pare nel Salernitano, cosa che si rivelò non vera. Tanto che quando ci fu l'omicidio e ci fu la ovvia telefonata, questa volta per un fatto vero, non credette, pensò al ripetersi di questo macabro scherzo. Avvocato Rusciano, le devo fare la domanda più importante e conclusiva in questo primo suo intervento.
Secondo lei questo delitto, questo omicidio del capo della squadra mobile è legato al caso Cirillo o no? Ma certamente, diciamo che rappresenta per la colonna napoletana delle Brigate Rosse comunque la punta estrema a circa un anno, a oltre un anno di distanza dal sequestro Cirillo, della campagna Cirillo. Quella che loro chiamavano? Quella che si chiamava la campagna Cirillo, tant'è vero che il processo in corte d'assise partiva dal sequestro Cirillo per arrivare all'omicidio a Maturo, passando per l'omicidio del Cogliano e per una serie di altri fatti notevolmente gravi, ma che non comportavano omicidi. Grazie. Grazie Avvocato Rosciano. Sappiamo che l'omicidio, l'assassinio di Amaturo fu eseguito dalle Brigate Rosse con la collaborazione della Camorra, in questo sordido connubio tra terroristi e criminali comuni. Gli omicidi, gli assassini vennero presi e condannati. Ma perché Amaturo era nel birino dei brigatisti? A questa domanda rispose a suo tempo suo fratello Grazio Amaturo in una intervista fatta durante una puntata di Samarcanda, di cui adesso vi riproponiamo uno stralcio, perché nel frattempo Grazio Amaturo, un anno fa circa, è morto in un incidente d'auto in Africa. E anzi, a questo proposito devo dire che noi vedremo nel prosieguo, nello svolgersi di questa storia, che la vicenda è addirittura costellata di incidenti più o meno strani, più o meno naturali, attraverso i quali molti dei protagonisti, alcuni, ma numerosi però, tra protagonisti e testimoni scompaiono. Che cosa disse Grazio Amaturo? Disse sicuramente cose gravissime, sentiamole. Chi pensa che abbia armato le mani delle Brigate Rosse? I camorristi sicuramente. L'abbinamento camorra-brigadisti è dimostrato e sta negli atti processuali. Sta in tutto quello che il giudice Alemi è riuscito a ricostruire. Ma ricordiamo che mio fratello era stato il primo a violare il castello di Ottaviano. Ricordiamo che nell'ultimo mese, prima della... Io le ho chiesto però se lui stava indagando sull'affare Cirillo. Cioè, certo. Se lui stava indagando sul fatto che ci fosse stata una trattativa all'interno del carcere di Ascoli per ottenere la liberazione dell'assessore Democristiano. Come era sua abitudine per il suo dovere professionale, certamente stava indagando. Non poteva non occuparsi come capo della mobile del sequestro di un assessore o di un libero cittadino qualsiasi. Un comune mortale, rapito, il capo della mobile è il primo a intervenire. All'epoca dei fatti io ero capo ufficio stampa al Ministero del Lavoro e avevo contatti quotidiani con mio fratello. Le posso assicurare con certezza matematica che lui stava indagando sull'affare Cirillo in maniera forse diversa. Forse più dentro ai problemi, perché più a conoscenza degli uomini che vi avevano partecipato, a tutta la trama che era stata preceduta e seguita all'affare Cirillo. Ma gliel'ha detto personalmente? Certo. Gliel'ha detto. Antonio Amaturo dunque arrivò a temere per la propria vita, come dalle concordi testimonianze dell'avvocato e del fratello ormai sappiamo. Temeva per la propria vita a causa delle indagini che stava svolgendo sul caso Cirillo. Lo aveva detto anche a sua sorella, leggo testualmente da un verbale: temeva per la sua incolumità, mi spiegò che era per la sua indagine sul caso Cirillo, mi disse: se non mi faranno fuori prima cadranno molte teste. La circostanza è confermata del resto anche da un suo collaboratore, il commissario Salvatore Pera, il quale anche dichiarò a verbale: nel luglio 1982 mi disse che aveva quasi completato le indagini fatte da lui personalmente per accertare come fossero andate le cose per il sequestro Cirillo. Dunque il caso Cirillo. Siamo qui stasera per cercare di capire, di cui vedete adesso l'immagine, di che cosa si tratta e in che modo le indagini su quel caso potrebbero aver portato addirittura all'assassinio di un vicequestore. Chi era Ciro Cirillo? Chi è Ciro Cirillo? Ciro Cirillo, uomo politico democristiano, appartenente alla corrente di Antonio Gava, assessore all'urbanistica della regione Campania, è un uomo sul quale un rapporto della polizia giudiziaria, citato durante il processo, un rapporto della polizia eseguito per l'esattezza da una squadra congiunta di uomini della Digos e dei Carabinieri, dava la seguente definizione. Cirillo è stato ripetutamente indicato in determinati ambienti come personaggio discusso per un modo quantomeno spregiudicato di gestire la cosa pubblica. Cirillo era diventato
più influente di quanto la sua carica di assessore regionale all'urbanistica potrebbe far pensare. Era infatti diventato vicepresidente del Comitato per la Ricostruzione dopo il disastroso terremoto del 1980. Un ruolo importante e delicato sia dal punto di vista politico che dal punto di vista, diciamo, amministrativo-finanziario, per capirci. Il 27 aprile 1981 Cirillo è vittima dell'episodio cruento e feroce che Fago così ricostruisce in questo filmato. Nel corso di quella sparatoria Cirillo viene sequestrato dai terroristi, rimangono uccisi l'autista Mario Cancello, di cui vedete la foto, e il brigadiere Luigi Carbone, che faceva parte della scorta. Ferito è il segretario di Cirillo, che si chiama Ciro Fiorillo. L'uomo politico napoletano scompare, resterà sequestrato e assente per 89 giorni. Perché le Brigate Rosse napoletane hanno preso di mira un uomo politico locale poco noto e apparentemente poco importante? La risposta sta nel comunicato, nel primo comunicato dopo il sequestro, nel quale i terroristi rivendicano quel gesto e quei due omicidi e quel rapimento e accusano Cirillo di essere, dicono testualmente, il boia della speculazione, di impiegare cioè male i soldi per la ricostruzione delle aree terremotate. Infatti, dobbiamo ricordare che quel sequestro avviene a pochi mesi di distanza dal disastroso terremoto del 23 novembre 1980, pari raggiunse, pensate, il 10° grado della scala Mercalli, che colpì il sud d'Italia, la Campania, l'Irpinia, e con una massa di vittime, 2.735 addirittura le vittime accertate, 300.000 i senza tetto. Cirillo era il vicepresidente di quel comitato. Il terremoto dell'80, stiamo parlando dell'aprile dell'81, che doveva coordinare i lavori di ricostruzione. Per quei lavori di ricostruzione sono stati spesi, oggi lo sappiamo, più di 50.000 miliardi. E oggi, a 10 anni e 50.000 miliardi di distanza da quel fatto, questa è una delle immagini che ancora si possono vedere, ricogliere in quelle zone. Questa, per l'esattezza cronistica, è un'immagine della cittadina di Conza che è stata ripresa 10 mesi fa.
Sempre per obiettività cronistica devo aggiungere che se spostassimo l'obiettivo ipoteticamente di quella macchina fotografica di circa 60 gradi, vedremmo una nuova Conza che sta sorgendo, ma è un fatto che la vecchia Conza è ancora oggi in quella situazione. Su quei 50.000 miliardi che in parte almeno sono stati o inghiottiti dalla malavita o sprecati, c'è stata, come tutti sapranno, una commissione parlamentare d'inchiesta che non più tardi del 5 febbraio, un mese fa, cioè esattamente un mese fa, ha consegnato i due volumi che vedete nelle mie mani ai presidenti delle Camere. Nella introduzione a questo robusto materiale, sul quale apro qui una parentesi, qualcuno prima o poi dovrebbe, è stato naturalmente raccontato dai giornali, ma non è stato raccontato per esempio mai dalla televisione che cosa c'è qua dentro. Ora una televisione che sia servizio pubblico veramente forse dovrebbe anche estendere il servizio pubblico a raccontare che cosa una commissione parlamentare ha trovato nella spesa di quei 50.000 miliardi. Dicevo che nella introduzione a questo rapporto ci si chiede perché dopo 10 anni la ricostruzione non è terminata nonostante le ingenti risorse finanziarie impegnate dallo Stato. Le somme furono tutte spese bene? Vi fu chi approfittò del terremoto? Sulla generosità dello Stato si è inserita inquinando la malavita? Sono domande alle quali in parte questi volumi rispondono, ma questi sono ancora volumi per specialisti. Bisognerebbe che queste domande e queste risposte fossero accessibili alla generalità dei cittadini. Quando Cirillo viene sequestrato dal terremoto sono passati soltanto 5 mesi, la ricostruzione è appena iniziata. Ciro Cirillo subisce quello che nel linguaggio... Non ho detto questo. Scusi, Vittorio, puoi inquadrare? Ce l'hai il microfono aperto? Se lei non parla dentro un microfono nessuno la sente. Questo signore è il senatore Sandro Fontana, che è così il direttore del Popolo. Buonasera, senatore. Se, Amedeo, puoi aprire il microfono al senatore? No, io adesso non so che cosa c'entra Cirillo con i 50.000 miliardi spesi nel terremoto. Ho detto soltanto, senatore, che Ciro Cirillo era... direi ridicolo. Ho detto soltanto, senatore, prego, che Ciro Cirillo era vicepresidente del comitato che si occupava della ricostruzione. Sì. Ho fatto una parentesi e come tale l'ho presentata. Una parentesi che non c'entra col caso Cirillo, lei ha citato la commissione d'inchiesta che si è verificata pochi mesi fa. Lei mi dica cosa c'entra col sequestro Cirillo. Lei mi permette di andare avanti e un'ora noi troveremo una possibile risposta. Questi sono processi, non sono indagini. Senatore, io tra un'ora circa, sono le 9, prendo un appuntamento con lei, alle 10 circa, vogliamo vedere che forse troviamo insieme una risposta a questa domanda? Certo. Molto bene, grazie. Continui. Ciro Cirillo subisce quello che nel linguaggio farneticante dei terroristi viene chiamato un processo politico. Di quel processo siamo in grado di mostrarvi un documento agghiacciante e inedito, quella che sempre nel linguaggio farneticante dei terroristi viene definita la sentenza. Sono immagini che ci riportano ad un periodo che per fortuna sembra molto lontano. Vediamolo insieme. Il processo a Ciro Cirillo è terminato e la condanna a morte di questo boia è la giusta sentenza in questa società divisa in classi. La condanna a morte è l'unica giusta conclusione del processo proletario a cui il boia Cirillo è stato sottoposto ed è, nello stesso tempo, il più alto atto di umanità che le forze rivoluzionarie possono compiere per affermare il sistema del potere proletario armato e per liberare il proletariato dalle catene del dominio capitalista. Ciro Cirillo, come l'interrogatorio ha ampiamente dimostrato, è il responsabile a livello più alto della criminale strategia della deportazione dei proletari. Io vorrei fare una dichiarazione che io non ho sostenuto la deportazione dei terremotanti, come già ho detto nell'interrogatorio
precedente. Io invece, quando abbiamo avuto delle riunioni dei sindaci del mio partito, alle quali ho partecipato, abbiamo sempre detto che non bisognava far allontanare dalla comunità locale colpita dal terremoto quelli che avevano avuto le case distrutte. Quella condanna, fortunatamente e per una serie di circostanze, non venne eseguita. Il 22 luglio 1981, 87 giorni dopo quello del sequestro, le Brigate Rosse fanno anzi ritrovare un comunicato che numerano con la cifra 12, in cui si annuncia che Cirillo sta per essere rilasciato in quanto è stato pagato un riscatto. Testualmente il comunicato dice che è stato espropriato al boia Cirillo, alla sua famiglia di speculatori, al suo partito di affamatori, alla sua classe di sfruttatori, 1.450 milioni. Riconosciamo il torvo linguaggio terrorista in questo comunicato. I responsabili della Democrazia Cristiana, partito al quale Cirillo appartiene, sulle prime smentiscono che ci siano state trattative e pagamento di riscatto. Due giorni dopo il comunicato, e cioè il 24 luglio alle 6 di mattina, avviene quello che abbiamo ricostruito sulla base degli atti nel nostro filmato. Anche la liberazione di Cirillo, come il suo sequestro, è piena di ambiguità. Cominciamo dall'inizio. Sono le 6 del mattino circa. Cirillo è sulla strada che da Poggio Reale porta verso Napoli. Viene riconosciuto da due pattuglie della polizia stradale al comando dell'appuntato Vincenzo De Chiara. Sta per essere portato in questura, viene caricato sulle macchine che si avviano, cioè verso la questura, quando d'improvviso 4 altre automobili che appartengono alla polizia e che vengono proprio dalla questura, bloccano le due auto della stradale. Ne scende un funzionario che comanda quella pattuglia, che si chiama Ciliberti, che si fa, per così dire, consegnare Cirillo, cioè ordina agli agenti della stradale di dare a lui Cirillo. Invece di accompagnarlo in questura, dove il Cirillo, appena liberato, appena trovato, era diretto, lo porta direttamente a casa sua del Cirillo, cioè a Torre del Greco. Come mai? Chi aveva ordinato quel, diciamo, dirottamento? L'appuntato della stradale, per questo per dirvi come alle volte anche nelle cose più tragiche ci siano poi dei risvolti comici, l'appuntato della stradale dichiara, quando verrà interrogato dal giudice istruttore, avrà in mano un foglietto di appunti, richiesto dal giudice di fargli vedere cosa ci fosse scritto in quegli appunti, li fa rapidamente a pezzi, comincia a masticarli, tenta di ingoiarli. I brandelli del foglietto gli vengono estratti dalle fauci, verranno poi ricostruiti, rincollati, e si vedrà che erano appunti del tutto insignificanti. No, ma cito questo episodio per dire come alle volte la tensione di quei momenti investa anche i più umili esecutori degli ordini che erano stati dati. Cirillo dunque viene portato a casa sua, dove succedono le cose che ora vedremo. Perché qua in studio, buonasera dottor Mancuso, buonasera. C'è il dottor Libero Mancuso, al suo fianco il collega dell'Espresso Roberto Chiodi. Il dottor Mancuso era allora sostituto procuratore presso la Procura di Napoli. Dottor Mancuso, che cosa avvenne dopo i fatti che io ho appena finito di raccontare? Avvenne questo. Avevamo dato ordine alla polizia e ai carabinieri di portare il presidente Cirillo, una volta liberato dalle Brigate Rosse, in questura perché fosse interrogato e, se
fosse stato in condizioni fisiche disagiate, che fosse portato in una clinica. Questo non venne fatto e lei ha ricordato la vicenda definita in gergo giornalistico del secondo sequestro Cirillo. Fu portato presso la propria abitazione. Io ricordo con estrema precisione che noi tutta la notte, io e il collega Pace, avevamo interrogato una persona che ricostruiva fatti eversivi napoletani. Eravamo appena rientrati a casa, intorno alle sei e mezzo, quando fummo raggiunti dalla telefonata. Che vi annunciava. Che preannunciava, che ci diceva che l'onorevole Cirillo, peraltro era attesa da qualche giorno questa notizia, era stato liberato. Immediatamente il dirigente La Digos passò da casa mia, mi prelevò e andammo a casa di Cirillo. A casa di Cirillo. Entraste a casa di Cirillo. Entrammo a casa di Cirillo, ero con il collega Pace, Carmine Pace, e tentammo di interrogare l'onorevole Cirillo. Non ci riuscimmo, poiché trovammo un uomo affranto che non riusciva a proferire nessuna parola logica e piagnucolava, stava male e così via. Noi, poiché vi era stato questo preannuncio di un pagamento di riscatto che non ci risultava minimamente, avevamo un forte interesse a interrogare immediatamente l'onorevole Cirillo. E riusciste a interrogarlo? Non riuscimmo a farlo per questo atteggiamento, diciamo così, di malore, di malessere dell'onorevole Cirillo, che però in qualche modo ritenevamo non del tutto giustificato, comunque eccessivo. Poiché capivamo che qualcosa stava per succedere, chiamammo immediatamente un medico fiscale che redasse un certificato in cui diceva che l'onorevole Cirillo non era in condizione di rendere interrogatorio. E fin qua i fatti. Ciro Cirillo dunque appare anche sul referto di medico fiscale sotto shock. Ma intanto succede un'altra cosa che il dottor Mancuso non ha detto, ma che dico io, che da Roma arriva un'automobile con a bordo l'allora segretario della Democrazia Cristiana, Flaminio Piccoli, accompagnato dal capo della segreteria politica, l'allora capo della segreteria politica del partito, Antonio Gava. A loro viene consentito di entrare dentro la casa di Cirillo. Dottor Mancuso, a che cosa attribuisce questa disparità di trattamento? Ma dipende da questo essenzialmente. Cioè, noi arrivammo in un momento in cui l'onorevole Cirillo era in una situazione tale di incertezza anche per quello che avrebbe dovuto dire, poiché egli, quando lo interrogammo due giorni dopo, negò recisamente di aver pagato un riscatto e che i suoi familiari avessero pagato il riscatto. E lo stesso atteggiamento ebbero i familiari dell'onorevole Cirillo. In qualche modo fummo ingannati. E devo dire che quando sostenevamo che viceversa risultava da questo documento delle Brigate Rosse che erano stati pagati 1.450.000.000 per la liberazione dell'onorevole Cirillo, loro contrapponevano una parola delle Brigate Rosse contro una parola dei gentiluomini, che andavano quindi creduti perché non potevano certamente essere prevaricati dalle dichiarazioni dei brigatisti. Dottor Mancuso, io devo credere alla sua parola di magistrato, ma devo anche dare atto e prendere atto che ci sono state risposte diverse alle stesse domande, risposte diverse da quelle che lei dà. Per esempio, tempo fa, Antonio Gava, rispondendo a un faccia a faccia col collega Minoli in un mixer, riferì su questi specifico episodio di cui stiamo parlando una cosa diversa che vorrei pregare Adriana in regia di farci ascoltare. Ci può dire che cosa vi siete detti esattamente lei e Cirillo quando è andata a trovarla dopo il suo rilascio e prima ancora che incontrasse il magistrato? Ma io devo dire che abbiamo fatto prima piccole dia ad arrivare da Roma, essendo andati in automobile, che il magistrato, questo non mi riguarda. Quando abbiamo avuto la notizia siamo partiti. Con Cirillo ci siamo abbracciati, era frastornato, ricordo che mi ha detto: Gava, stai attento perché ce l'avevano con te, dovevano prendere te. Vuole rispondere a questa affermazione di Gava o no? No, ma io non ho nessuna difficoltà a rispondere a questa affermazione dell'onorevole Gava. Io non so se l'onorevole Gava sia stato informato esattamente. Io ricordo con precisione un particolare.
e cioè che dopo che noi andammo a casa dell'onorevole Cirillo e dopo che sentimmo il medico che visitò l'onorevole Cirillo, andammo via dall'abitazione. Nel discendere le scale e rientrare, risalire sull'auto, io ricordo con nitidezza l'auto con l'onorevole Piccoli e l'onorevole Gava che si portavano verso l'abitazione del Cirillo. Quindi devo dire che la cosa si è verificata in maniera assai diversa da come viene ricostruita. Chiodi, tu ti sei occupato in quanto giornalista dell'Espresso dell'affare, dell'affair Cirillo. La tua su questi episodi che stiamo ricostruendo? Ma c'ho da fare subito una piccola premessa, che il sequestro Cirillo è stato sicuramente il più grave fatto politico compiuto dalle Brigate Rosse dopo quello che ha riguardato Aldo Moro. E con il sequestro Aldo Moro e la strage di Piafani ha moltissimi punti di contatto, quantomeno di similitudine. Anche lì viene eliminata una scorta e sicuramente per il sequestro Cirillo fu a suo tempo messo in pratica uno studio che era stato fatto durante il sequestro Moro da un noto criminologo che è il professor Ferracuti. Se cioè? Pensi che possa interessare, ho qualche frase che può riguardare anche il sequestro Cirillo, perché poi i due fatti sono abbastanza simili, perlomeno nell'ipotesi che i sequestrati fossero un giorno rilasciati. Per Moro non si verificò, però era stato messo a punto, ripeto, questo studio del professor Ferracuti. E che dice questo studio? Dice che all'atto della rimessa in libertà il soggetto va protetto da incontri di gruppo incontrollati. Tali incontri creano una situazione di estremo pericolo per il prigioniero, per le incontrollate dichiarazioni che egli può essere portato a fare. Poi il soggetto va isolato e protetto rigidamente. E il senso di questa protezione viene spiegata con parole tecniche da questo criminologo, che è un noto psichiatra. Noto psichiatra, però non bisogna dimenticare che poi il suo nome comparirà nelle liste della loggia P2. E in pratica nessuno deve sapere niente e il compito del terapista sarà quello di provocare un'abreazione. Che vuol dire abreazione? Ecco, l'abreazione è in pratica la rimozione di tutte le attività irrazionali del soggetto, dei giudizi negativi che può aver fornito in precedenza. Non sembra così facile, come dirlo, fare un'abreazione. No, ma c'è anche un passo successivo che prevede appunto l'eventuale difficoltà di questo tipo di rimozione psicologica e psichiatrica. Cito testualmente: ove tale abreazione non avesse luogo, essa potrà essere provocata farmacologicamente. La lunghezza delle sessioni sarà regolata solo dalla resistenza fisio-psichica della vittima. Questo era il trattamento che sarebbe stato riservato a Moro ove fosse stato riservato. Ma tu sei sicuro della provenienza di quel documento e della fonte dalla quale scaturisce? Sì, è stato consegnato l'11 aprile del 78. Ferracuti era stato nominato dal presidente Cossiga, all'epoca presidente del Consiglio. Anzi, mi era correggo. Ministro dell'Interno. Ecco, mi correggo, era ministro dell'Interno e nominò Ferracuti nel comitato di crisi che gestì i momenti più difficili del rapimento Moro. Lo studio di Ferracuti fu consegnato l'11 aprile del 78, durante nei giorni più caldi del sequestro dello statista del Democristiano. Dottor Mancuso, questo documento che ha citato il collega Chiodi può essere, secondo lei, messo in relazione all'atteggiamento che i familiari di Cirillo tennero quella mattina e al fatto che voi non riusciste? Guardi, non credo ad una situazione così scientifica, così programmata per quanto riguarda la questione Cirillo. È certo che Cirillo non doveva dire, allineandosi a quanto avevano già dichiarato i suoi familiari, quando lui ancora era prigioniero delle Brigate Rosse, non doveva rivelare la trattativa e il pagamento del riscatto. E credo che questo dovesse necessariamente passare per un suo isolamento immediato subito dopo il suo rilascio. Com'era lavorare su quelle indagini? Com'è stato lavorare su quel caso, dottor? Guardi, io ho lavorato per alcuni anni in indagini che riguardavano la Camorra, omicidi molto gravi, e le Brigate Rosse, e Prima Linea, e tutta una serie di fatti eversivi e terroristici. Ecco, vivevo in una condizione
particolarmente disagiata, poiché, come altri colleghi in Italia, avevo ogni passo controllato, la casa continuamente piantonata, persino in qualche modo i miei familiari sotto controllo, perché minacciati. Ecco, vivevo in condizioni veramente gravi. Diciamo che la sua era una scrivania esposta. Era una scrivania esposta, e poi sapevamo che era esposta anche perché normalmente trovavamo nei vari covi nomi, indirizzi e così via. Ora, che cosa era successo? Che in quegli anni era scattato qualche cosa di assolutamente nuovo e straordinario, devo dire, come sostegno ai magistrati, alle indagini e al fare luce e chiarezza su questi fatti terroristici. Ecco, io mi trovai in un passaggio che ricordo ancora con grande amarezza e grande disagio. Un passaggio in cui improvvisamente, da che ero un magistrato che faceva il suo dovere, che rischiava, che aveva il consenso e l'appoggio dall'interno dell'ufficio e, diciamo così, dalla gente che ci circondava, improvvisamente io cominciai a subire una vera e propria persecuzione, perché mi impediva, tentava di impedirmi di affrontare con la stessa serietà con la quale avevo portato avanti altre indagini la questione del sequestro Cirillo. Si tratta di una, ripeto, ho detto persecuzione, ma confermo questa affermazione, era una sorta, diciamo così, di tentativo di bloccare la procura e quindi tutte le prerogative della procura e in qualche modo di isolare l'opera assai difficile del collega Carlo Alemi, che ovviamente con la separazione della procura veniva ancora più... Ne parleremo tra un po', perché quello che lei dice, questa resistenza, questo muro di gomma o di mattoni, non so bene che... Vittorio, per favore, il senatore Fontana chiede la parola. Tra tutte queste allusioni continue al presidente Cossiga, cattedre e scrivanie esposte, questo alludere a resistenze senza fare nomi, mi sembra una ricostruzione, direi, più da processo staliniano che non da indagine seria. Dottor Mancuso? Ma credo che non ce l'avesse con me, non c'entro nulla con queste vicende. Sì, bisogna dire, fare i nomi. Ma io ce l'ha con lei, purtroppo. Ah, ce l'ha con me, non sì. Cioè, l'ha sì, con me. Sì, allora, sì, faccia anche dei nomi, scusa. Perché no, lei ha detto che è stato impedito, sì, perseguitato. Sì, sono stato. Ci sarà un nome, un cognome, un volto di questa persecuzione? Sì, ci sta senz'altro. Le deve dire. Sì, non credo. Sì, non credo che debba dirlo in questa sede e a lei. Allora lei non devo dice dire, neanche il resto. Devo dire che io per molti anni ho sperato che una commissione parlamentare, che un consiglio superiore, che qualcuno mi chiedesse le ragioni. Stia quello che non le ho chiesto. Senatore, è stato perseguitato. Mi consenta di rispondere. Senatore, lei deve dire chi l'ha perseguitato. Lei mi deve consentire di rispondere. Cosa c'entra la commissione di inchiesta? Senatore, la faccia rispondere. Se no, non può rispondere, non può rimproverarmi di non rispondere se non lo fa rispondere. Sentiamo se risponde. Le commissioni di inchiesta c'entrano perché si sono occupate di questa vicenda, come lei sa benissimo. E allora sono chiacchiere? Quelle della commissione inchiesta? No, credo. le sue. Forse le sue, onorevole. Ad ogni modo, le sto dicendo e sto tentando di dirle che attorno a questa indagine, e la cosa è talmente, diciamo così, nota e evidente, che più volte si è verificato il caso in cui questo tipo di impedimento a partecipare a queste indagini è venuto fuori con estrema evidenza. Le dirò di più, onorevole. Io nel momento in cui ho deciso di abbandonare il mio lavoro, il mio ufficio, la mia abitazione napoletana e di trasferirmi con la mia famiglia altrove, ecco, le dico che è stata questa amarezza, cioè il fatto che... Ma cosa c'entra questo? C'entra... Lei ha fatto un'affermazione gravissima. Sì, è l'affermazione. Gravissima. Il fatto che improvvisamente... Lei ha fatto un'affermazione gravissima. Dall'interno... Lei è stato impedito e perseguitato. Io le ho detto Lei che... deve dire chi l'ha impedito e chi l'ha perseguitato. Io le ho detto... Altrimenti lei sta dicendo delle cose ridicole. No. Mi consenta. Guardi, io non credo che se le... No, se lei tergiversa... Io non tergiverso... Gira intorno...
E lei non viene al dunque. E mi stia a sentire. Io le ripeto, da questa situazione, da questo mutamento di atteggiamento che proveniva dal vertice dell'ufficio giudiziario, nomi quale e cognomi. Il vertice dell'ufficio giudiziario al quale appartenevo, questo mutamento. Quando dice vertice dell'ufficio giudiziario, senatore, scusi un momento, senatore, abbia pazienza. Scusi, lei prima, senatore, senatore, questi sono processi sommari. Senatore, io qui la fermo. La fermo nella mia qualità di padrone di casa e dunque con tutte le responsabilità che con ciò mi assumo. La fermo perché quando il dottor Mancuso dice il vertice dell'ufficio dal quale dipendevo ha già fatto, se lei si darà la briga di guardare un annuario, ha già fatto un nome e un cognome, ha già risposto alla sua domanda e lei sa che in questa sede non può dire di più. E dunque se lei insiste a chiederglielo, prevarica lei, senatore. In questa sede si sono fatti nomi e cognomi di Piccoli, di Gava, di Cirillo, tanti sono cose nomi cognomi. Affidate alla cronaca. A questo senatore. Punto, siccome i telespettatori hanno il diritto di sapere non cose astratte, i vertici, le basi, eccetera, ma nomi e cognomi, io pregherei il dottor Mancuso di dire la persona che l'ha perseguitato, perché questo ha detto e gli ha impedito di svolgere il suo lavoro. Io mi permetterei di fare una cosa. Se ha il coraggio di dirlo, altrimenti si nasconde dietro i fumi Senatore Fontana, il coraggio è qualcosa che non mi manca, non so lo se lei lo sappia, no? E non certamente lo dimostro con una situazione, con un tipo di... comoda, di no, io le ho risposto, se lei non vuole capire o vuole fare qualche altra cosa... Io però, senatore Fontana, mi scusi. Non si può, troppo grossa. Senatore Fontana, io fermerei... Ha detto delle cose gravissime. Senatore Fontana, lei ha chiesto a me un chiarimento prima, io le ho dato appuntamento tra un 40 minuti, ma se lei continua a parlare l'appuntamento dovrà essere rimandato. Siccome... Ma che parla solo lui? È tutto orchestrato, non vedete? Se lei vuole avere la bontà di consentirci di andare avanti, poi avrà tutto il tempo che vuole per fare la sua ricostruzione del fatto. Posso? Ciro Cirillo, proseguo nel resoconto, nel racconto dei fatti. Dottor Mancuso, però lei poi una risposta al senatore Fontana, secondo me, gliela deve dare. Ma già glielo dà? No, siccome la vedo, io la vedo un po' turbato, per questo lo dico la verità. Ho interrotto questo dialogo perché la vedo turbata. Mi rendo conto che un procuratore della Repubblica, a trovarsi dall'altra parte del tavolino a essere interrogato, invece che a interrogare, si può trovare un po' spiazzato. Allora ho interrotto questa cosa, ma poi dopo lo riprendiamo. I rapitori di Ciro Cirillo vengono arrestati e con la loro condanna la vicenda sembra chiusa. Non è chiusa. Tanto è vero che non è chiusa che sull'organo dell'ex Partito Comunista L'Unità, nel marzo del 1982, comincia ad apparire una serie di articoli proprio sul caso Cirillo. Il 16 di marzo esce questo articolo in prima pagina, la DC trattò con le BR, due esponenti da Cutolo, per il riscatto. Il giorno successivo questo altro articolo in cui si fanno i nomi di Scotti e Patriarca dal boss Cutolo per concordare il riscatto di Cirillo e infine il 18 di marzo il giornale pubblica un documento clamoroso. In esso si dice che il rilascio di Cirillo è stato frutto di una trattativa svoltasi nel carcere di Ascoli Piceno tra i servizi segreti dirigenti della DC e Raffaele Cutolo, capo della nuova Camorra. Scotti e Patriarca, l'onorevole Scotti e il senatore Patriarca, tirati in ballo, smentiscono con forza e annunciano immediata querela. È facile immaginare il clamore suscitato da quel documento che però, come molti ricorderanno, si rivela ben presto un falso, cioè un documento falso, non solo falso, ma grossolanamente falso. Accanto a me c'è ora il giornalista dell'Unità, Vincenzo Vasile, al quale come prima domanda devo chiedere, caro Vasile, quella fu una delle gaffe più clamorose nella storia del giornalismo italiano di questo dopoguerra. Come la spieghi? Ma io direi, se mi passi la battuta, intanto che in una vicenda in cui i documenti veri spariscono, quel test che è stato citato, che addirittura se ne mangia uno, questori della Repubblica che fanno sparire bigliettini di raccomandazione elettorali. No, senatore, io sto appena iniziando a parlare. Se lei... Io sono privilegiato perché il dottor Mancuso, lei l'ha interrotto per 5 minuti. Se lei... Ma ci stiamo divertendo, via. Ma continui. Siccome spariscono i documenti, anche lei ha pensato di fare un falso, insomma. Io non ho fatto nessun falso e siccome
Ecco, potrei anche tutelare la mia... Io vorrei essere intervistato però l'Augias, sì, invece sì, che la senatore. Sì, sì. No, vabbè, attenzione, senatore, la devo invitare a una certa maggiore disciplina. Come facciamo un po' spettacolo, lei, no? Sì, ma la volta scorsa, senatore Fontana, io le devo dire una cosa. La volta scorsa, quando la prima volta che lei è stata in questo studio, che c'era anche il direttore del TG3, Sandro Curzi, il più discolo era proprio Curzi. Questa sera... Ma l'ho lasciato parlare quella volta. Questa sera il più discolo si sta dimostrando lei. Allora, abbia pazienza, rispetti le regole del gioco. Che poi vedrà che avrà tutto il tempo di dire tutto quello che vuole. No, perché sennò Vasile dice che non è tutelato e ha ragione. Prego, Vasile. È un fatto anomalo, quindi, un documento che viene pubblicato in una vicenda in cui i documenti spariscono da sedi ufficiali, da uffici ministeriali, da questure della Repubblica. La tua camera è quella. Sì, mi rivolgevo al senatore. No, non ti devi rivolgere al senatore, sennò lui ti risponde. Beh, e poi la cosa... Ma tu devi parlare alla camera 1 lì. Noi abbiamo fatto una cosa grave. Oh. Abbiamo pubblicato un falso documento. La vicenda... Senatore. La vicenda... Senatore, le faccio chiudere il microfono e poi non dica di essere stato messo in difficoltà. Io ho seguito questa vicenda, ho seguito l'istruttoria del giudice Alemi... Ho seguito poi il processo, il dibattimento. Ecco, mi sono accorto che in conclusione quel falso documento, ecco, non può essere definito un documento falso, se mi si passa il gioco di parole. Questo è il tuo punto di vista. Il 99% di ciò che era scritto in quel documento è stato confermato da un tribunale della Repubblica che dice che aspetta, perché questo dobbiamo arrivare alla fine. Tu mi devi dire prima due cose. Quel documento falso, chi l'aveva fatto e perché? Il documento falso viene presentato, il falso documento viene presentato alla direzione del giornale da una redattrice del giornale che tradisce la fiducia del giornale L'Unità. Dell'Unità. Sì, se no sembra una giornalista di Montanelli. Credo che lavori nell'agenzia di stampa dell'Unità, sì. la quale tradisce il rapporto di fiducia che lega ogni redattore alla direzione del suo giornale, sostenendo di aver ricevuto da una fonte ufficiale ma non veritiera un documento. Sulla base di questo documento comincia a scrivere degli articoli. In questi articoli si sostiene innanzitutto che alcuni esponenti democristiani hanno partecipato attivamente... Io volevo sapere perché quel documento è stato fatto, quale scopo? Il vero tema interessante è chi e perché. Qual è la risposta? Ora io vedo due moventi che si intrecciano, si può soltanto ragionare a chi giova. Ecco. I due moventi quali sono? Intanto quell'1% di falso, vale a dire la partecipazione personale, la presenza nel carcere di Ascoli di alcuni esponenti, mi sembra fatta apposta per svilire quel 99% di vero, che nel frattempo tra l'altro veniva scritto su anche su altri giornali. Se guardiamo le rassegne stampa dell'epoca troveremo che quelle stesse indiscrezioni su una trattativa fatta ad Ascoli con Cutolo stavano anche su altri giornali. E quindi c'è quell'1% di falso che svilisce quel 99% di vero, e poi c'è, io penso, la partecipazione diretta, un ricatto, un segnale, un messaggio da parte di chi ha partecipato a questa trattativa, credo Cutolo, credo la Camorra, nei confronti dell'altra parte, di coloro che stavano all'altro tavolo, perché lì si dice c'è stata una trattativa, siete venuti, funzionari dello Stato sono venuti ad Ascoli a parlare con un capo sanguinario della criminalità, col più sanguinario e allora il più potente dei capi della criminalità organizzata. Quella trattativa ha dato luogo a morti ammazzati. Non sono spariti soltanto documenti, è sparita della gente. Grazie tante. La gaffe dell'Unità, aspetta, sì. La gaffe dell'Unità dunque è clamorosa, si tratta di... Ci sono stati in questa dopoguerra due o tre fatti clamorosi, un altro lo ricordo perché facevo parte allora di quel giornale, fu la pubblicazione dei falsi diari di Hitler da parte di un settimanale,
Insomma, ogni tanto succede, non soltanto nel calore della lotta politica, ma anche proprio come infortunio giornalistico, di pubblicare dei documenti falsi. In quell'occasione l'Unità pubblicò un documento falso. Quello che sappiamo però è che nel carcere di massima sicurezza di Ascoli Piceno, di cui adesso vedremo alcune immagini, c'erano veramente stati degli incontri tra Raffaele Cutolo, che è il capo della nuova camorra organizzata, un uomo che allora poteva contare su un esercito di circa 2.000 criminali per esaudire i suoi ordini, e alti dirigenti dei servizi segreti. Come erano cominciati questi rapporti lo racconta in tribunale un dirigente, un funzionario alto del SISDE, che sono i servizi segreti democratici, quelli ad uso interno, diciamo, che si chiama Giorgio Criscuolo. Ascoltiamo la sua deposizione. Nel filmato che adesso state per vedere, vedrete che sullo sfondo della scena compare un uomo dietro le sbarre. Quell'uomo, per chi non lo riconoscesse, glielo dico io, è appunto Raffaele Cutolo. Sentiamo che cosa disse Criscuolo. Sulle ore 22:30-23 del 27 aprile, io fui avvertito a casa, del 27 aprile 1981, fui avvertito a casa dal telefonista del servizio che era stato rapito l'assessore Ciro Cirillo. Mi sono portato immediatamente in direzione, come facevamo in ogni altro caso prima di allora, e ci siamo riuniti i dirigenti del servizio, con la presenza anche del vice direttore, dottor Vincenzo Parisi. Abbiamo naturalmente fatto le prime ipotesi di lavoro durante la notte. Abbiamo allertato tutti i centri esterni dell'organismo e tutti i centri della capitale di Roma. La mattina successiva riprende la riunione, signor Presidente, e stabiliamo nel corso della mattinata di prendere contatto con quello che era l'esponente più di spicco della camorra napoletana. Allora è stato chiesto il permesso, io alle ore 16 di quel 28 aprile sono andato direttamente da Roma nel carcere di Ascoli Piceno, dove io mi sono presentato come avvocato Canfora. Il Cutolo per la verità mi ha meravigliato, perché dopo pochi minuti ha detto: guardi, lei non è l'avvocato Canfora, perché a Castellammare di Stabia io non conosco Canfora, né esiste nessun avvocato Canfora. Mi disse che non voleva parlare e in piedi, io ho parlato per circa 20 minuti, mezz'ora, in piedi minacciava di interrompere immediatamente il colloquio. Al che ho detto: guardi, per convincerli, io sono commissario di pubblica sicurezza, è vero, mi sono presentato come avvocato, ma questo è il tesserino. Fra l'altro sono il cognato dei fratelli Fabrocini, della banca Fabrocini dei comuni vesuviani. Comunque il Cutolo, nella circostanza, fa diversi riferimenti indiretti, parla di persone che lavoravano nella banca Fabrocini, parla di persone sue amiche dei comuni vesuviani, parla di se stesso, parla dei suoi familiari ed accenna che il figlio era stato alle dipendenze dell'industriale di Castellammare di Stabia, Adolfo Greco. Ha interrotto il colloquio, mi ha salutato e se n'è andato. La mattina successiva, siamo al giorno 29, ci siamo riuniti, abbiamo pensato che forse ci voleva qualche cosa per far aprire il Cutolo, insomma per avere su spunto indagatorio, per vedere se potevamo raggiungere il covo prigione delle Brigate Rosse. Il primo contatto tra i servizi e Cutolo dunque va a vuoto, è il SISDE a contattare il capo della camorra 16 ore dopo il rapimento di Cirillo, cioè con una velocità veramente da grande servizio segreto. Si muove di sua iniziativa? Glielo ordina qualcuno? Chi? Nonostante il primo smacco, questa andata a vuoto, i contatti tra servizi e camorra vanno avanti. Ascoltiamo un altro breve frammento della deposizione di Criscuolo, nella quale vengono fuori che latitanti ricercati dalla polizia giravano nel carcere di Ascoli Piceno con una tale libertà che il presidente della corte, come vedrete, davanti al quale la deposizione viene fatta, è il primo a stupirsene. Il giorno successivo, la mattina successiva, ho telefonato a casa di Casillo. A casa di Casillo mi ha risposto una voce di donna. Dice: il Casillo si trova a Milano e quindi non posso passargli. Dopo poco ho ritelefonato e dico: senta, mi può dare perlomeno il numero di telefono di Casillo a Milano? La voce per me dice: no, io non glielo posso dare questo numero, però le do un numero di telefono al quale lei può chiedere. Mi ha dato un numero di telefono, io ho accertato che si trattava del numero di telefono della sorella di Cutolo. Ho telefonato, ho parlato con lei e ho detto: sono il commissario della Polizia di Stato, Giorgio Criscuolo, avrei bisogno di parlare con Casillo, anzi di avere il numero telefonico di Casillo a Milano.
Mi ha ripetuto che stava a Milano e che non aveva il numero di telefono. Dico, signora, posso venire a parlarle un momento a casa? Ha aderito. Sono andato ad Ottaviano, mi sono presentato alla casa del Cutolo, la sorella del Cutolo mi ha fatto entrare nel salotto e mi ha offerto un caffè. Mentre esponevo la ragione della mia presenza, lei ha detto a un signore che stava nel vano della porta, dice, prendi due caffè. Lui è ritornato con i caffè, nell'appoggiarli sul tavolino, dice, Casillo sono io. La mattina successiva, e siamo al 2, signor Presidente, prendiamo il Greco, io e il dottor Salzano, il capitano Salzano, lo portiamo ad Ascoli Piceno, li troviamo davanti al carcere, il Casillo e il Granato, ognuno con la sua auto. Il Cutolo ci ha chiesto subito che cosa volevamo. Io, per la verità, senza possibilità di equivoci, ho detto che noi volevamo un aiuto da qualcuno dei suoi che potevano aver saputo notizie di questi estranei che erano venuti a Napoli a rapire l'assessore regionale Ciro Cirillo. Esattamente ho detto così, se qualcuno della sua organizzazione ci può dare una notizia che ha saputo per qualche furto anomalo, documenti eccetera, noi gli facciamo anche un bel regalo. E lui mi ha risposto, i miei della mia organizzazione non hanno bisogno di soldi, se volete vi faccio un biglietto autografo, a lei, al capitano Salzano, date dai miei parenti, ve li faccio dare da loro. Se voi, come mi dite, venite con gli ordini degli alti gradi della polizia e gli alti gradi del Ministero di Grazia e Giustizia, mi dovrete fare soltanto una cortesia in cambio. Dovete dire a quei signori del Ministero che detengono un prigioniero illegalmente, perché esiste agli atti una perizia che mi dichiara incapace di intendere e di volere, alla quale non hanno dato corso, e io qui sto illegalmente detenuto. Poi siamo ritornati di nuovo ad Ascoli Piceno. Il 5. Siamo ritornati nella speranza che ci desse qualche notizia, cioè in fondo il Cutolo ha parlato anche con Casillo, poteva aver dato l'incarico al Casillo di chiedere ai suoi affiliati se veramente sapessero qualche cosa, quindi ci interessava sapere se avesse ricevuto qualche notizia. Siamo ritornati io, il capitano Salzana, il Granata Giuliano, Casillo e Iacolare. E chi lo interpellò, questo Iacolare? Chi lo cercò? Signor Presidente, è venuto lì, sicuramente il centro di Napoli. Io non l'ho cercato. Ma era poco strano, però. Le dico subito perché. Lo Iacolare veniva qualificato come latitante in quel periodo e non lo trovavo. Invece, quando è venuto ad Ascoli, l'hanno trovato subito. No, signor Presidente, non ho detto quando siamo andati ad Ascoli l'avete trovato subito. Il centro di Napoli si è incaricato di questo aspetto. C'era dunque questa stranezza di questo latitante che salta fuori come da un misirizzi, ma Vincenzo Casillo, che è il personaggio del quale adesso, che di cui vedete l'immagine, luogotenente di Cutolo e intermediario, è l'uomo che Cutolo incarica di condurre le trattative, non vivrà a lungo dopo la conclusione di questa vicenda. La mattina del 29 gennaio 1983 la sua sorte incontra purtroppo l'incidente che Giovanni Fago ha così ricostruito in questo filmato.
Casillo, Vincenzo muore in quell'incidente, molti lo ricorderanno perché le cronache gli dettero ampio risalto, è un incidente clamoroso del quale poi si capì la spiegazione, almeno quel tanto di spiegazione che fino ad oggi se ne sa. Accanto a me c'è ora l'onorevole Massimo Teodori, radicale, che è l'autore di molte interrogazioni, di molte iniziative parlamentari di inchiesta sull'irrisolto, non completamente risolto caso Cirillo. Teodori. Ma intanto io vorrei portare qui una testimonianza che per molti anni in Parlamento, alla Camera, per due legislature, cioè a partire dal 1982 fino al 1987-88, è stato impossibile fare una inchiesta parlamentare. Nonostante moltissime proposte di inchiesta parlamentare, nonostante che si sia dibattuto in aula, in commissione, nonostante che ci fosse una voce generale, soprattutto dai partiti d'opposizione, ma non soltanto dai partiti d'opposizione, vi è stato un muro che ha impedito al Parlamento di fare quello che è un dovere costituzionale per un Parlamento è fare delle inchieste sui grandi casi nazionali. Sui grandi casi criminali, e sicuramente il caso Cirillo, è stato già qui ricordato, è un caso criminale degli ultimi 20 anni, fra i tanti, fra i più grandi. E perché? Perché è stato l'unico caso, o il caso più importante, in cui si è avuto un negoziato e una trattativa fra Brigate Rosse, criminali, anzi dell'ala Senzani, che è molto... molto discussa anche all'interno delle stesse Brigate Rosse. La Camorra organizzata. Ala movimentista veniva. La Camorra organizzata di Cutolo e i politici e la DC. È stato escluso completamente dal processo. Queste cose sono sono documentate nella relazione. Il processo di primo grado. Lasciami parlare e non interrompere, poi avrai la parola. Non contare balle, non contare. La commissione d'inchiesta sulla P2, la commissione d'inchiesta strage e terrorismo. Ma cosa c'entra il processo? Il comitato parlamentare per i servizi segreti ha accertato che vi sono state negoziati tra le Brigate Rosse, la Camorra e i vertici della Democrazia Cristiana attraverso la mobilitazione dei servizi segreti. Fandomie. E allora è stato impedito in Parlamento di fare un'inchiesta su questo caso gravissimo, l'unico che c'è in Italia, perché anche Moro... Teodori, siccome il senatore Fontana replica Fandoni, sarà bene che lei citi... È un atto ufficiale. No, ma lei citi... Che cosa? Relazione del Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza lì. Per il Segreto di Stato sui problemi relativi all'operato dei Servizi di Informazione e Sicurezza durante il sequestro dell'assessore democristiano della Regione Campania Cirillo. Maggio-luglio 1981... in cui si certifica che vi è stata una trattativa fra Brigate Rosse, Camorra, dirigenti democristiani attraverso l'intermediazione la frase dove c'è scritto dei nome servizi, e cognome dei dirigenti democristiani. Allora, me la legga su quella cosa lì. Io credo che un parlamentare come Fontana è molto informato, quindi può trovarlo sono 25 pagine. Chi sono i dirigenti? Queste cose sono documentate ampiamente. Ma sono 10 anni che raccontate queste balle. Sono documentate ampiamente nella commissione di inchiesta sulla P2, nei rapporti fra il Pazienza, i servizi segreti, Piccoli e Gava. C'è una marea di... Sono documentati nella commissione strage e terrorismo che ha fatto del caso Cirillo un altro elemento di sua indagine. Non devo dimostrare nulla. Senatore, le devo dire una cosa. Scusi un momento. Prego. Le devo dire una cosa. Io consento che lei dialoghi continuamente con tutti gli interlocutori per una sola ragione. Da solo. Esatto. Però, senatore Fontana, lei è l'imboscata questa. No, lei l'ha già detto la volta scorsa. No, l'imboscata. Scusi, per favore, è una sono questione. Da solo, sono considerami come. Senatore Fontana, ripetendo due volte. Ma dico. Senatore Fontana, ripetendo due volte che qui da solo e citando la parola imboscata che non avrei dovuto sentire da lei, perché già l'ha detta la volta scorsa quando è stato qua, l'ho letta poi sui giornali, mi sono tanto doluto. No, lei mi costringe, subito, sì. Io cito solo per una questione d'ordine, io devo però rivelare una cosa che non volevo dire.
Noi abbiamo invitato a questo studio stasera 9 personalità della Democrazia Cristiana, abbiamo tutta la documentazione per evitare equivoci. Nessuno di loro ha trovato il tempo per venire e questa è la ragione per la quale sventuratamente lei si trova qua da solo. Se no eravate in 10. Prego. Ma cosa c'entra questo? Cosa c'entra? Sono arrivato. Rispondo a quello che lei ha detto. Ho dovuto fare gli sforzi per trovare questa serata libera. Lo so, lei l'ha fatti, altri 9 non le hanno fatti. Prego. Comunque, non le fai perché sono impegnato in cose più serie. Io vorrei chiedere più serie. No, questo non glielo consento. Questo non glielo consento io. Io volevo dire a Teodoro. Questa è una cosa seria perché noi stiamo raccontando da alcuni milioni di italiani organizzata bene, non glielo consento. Sì, sì. No, senatore, lei non mi può dire né che questo è un comizio, perché io non faccio comizi per nessuno, perché io non faccio comizi per nessuno, senatore. Questa è una cosa che in America sarebbe costata il posto a molte persone. Lei lo sa quanto anche me. I deputati. Lei lo sa quanto me, senatore Fontana. Allora, mi guardi in faccia quando dice queste cose. No, senatore Fontana, mi guardi in faccia. Lei sa benissimo che un affare come questo in America sarebbe costato il posto a un presidente della Repubblica. Dico in America. Ma se qua è finito, tutte cose false, possono costare posto nessuno. Va bene, ne parliamo del corso del dibattito. Io volevo dire a Teodoro. Perché il processo di primo grado ha accertato che non esiste assolutamente nessun rapporto tra la Democrazia Cristiana per via del riscatto e delle trattative e il caso Cirillo. Noi adesso stiamo al processo di primo grado, adesso c'è l'appello tra 20 giorni. Fontana, io vorrei chiederti una cosa. Voglio dire soltanto tra due mesi, io se crediamo alla giustizia. Vorrei chiederti una cosa molto semplice, Fontana. Questo è un caso che adesso qui nel corso della trasmissione torna fuori, certamente fra i più gravi, più drammatici, più tragici, perché è anche una strage che continua. E adesso, se Augias me lo permette, un minuto vorrei enunciare i dati della strage. Perché un caso gravissimo, più grave di tanti altri di cui il Parlamento si è occupato, perché la Democrazia Cristiana per 4 anni, per 2 legislature, ha opposto una feroce resistenza a che il Parlamento, cioè una cosa di grande nobiltà, si occupasse di uno dei casi più gravi della storia dell'Italia repubblicana. Allora, perché? Le do la risposta. E noi che abbiamo fiducia nelle istituzioni, crediamo che il Parlamento è il luogo più nobile per affrontare queste cose. Posso darle la risposta? Cose. Certo. Ed è questa, perché questo è un paese nel quale sono stati stravolti i rapporti istituzionali al punto che i parlamentari fanno i giudici. E i giudici fanno i politici. E i giornalisti fanno i detective. Se noi esaminiamo, scusa Teodoro. Questa è un'offesa al Parlamento. No, lo dico subito, perché se noi vediamo. Questa è un'offesa al Parlamento. No, lasciami finire. Se noi vediamo tutte le inchieste parlamentari che sono state fatte su fenomeni, dalla P2 alla faccenda Moro, al terrorismo, l'attività del Parlamento, almeno per il 50%, è impegnata in compiti che dovrebbero essere svolti dalla magistratura. Dopo le risponderà. Quindi se la democrazia si è opposta all'ennesima commissione d'indagine è perché il Parlamento non può al 90% della propria attività fare il lavoro. Il caso Cirillo è uno dei casi più gravi della storia della Repubblica. Questo sì dal o no? Punto di vista suo. Voglio dire, dal tuo punto di vista. Dal mio punto di vista. In cui colludono Camorra, Brigate Rosse e servizi segreti. Allora, lasciamo stare i politici. Allora è uno dei casi più gravi in cui c'è una strage di decine di persone. È costituzionale, caro Teodoro. Il nostro ordinamento dice che i processi. La Costituzione, le inchieste sono previste dalla Costituzione, come certo, tu pensai. Ma nella nostra Costituzione i processi politici si fanno che con il voto. Che processi politici? Le inchieste si parlamentari. Fanno con il voto. E i processi penali. C'è una magistratura indipendente. Ai giudici. Se noi confondiamo. Scusate, io cose. Vi interrompo questa elegante diatriba perché tra l'altro c'è qui in studio il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Raffaele Bertoni che tra poco risponderà al senatore Fontana su quanto riguarda lasciare Fontana. No, ma Fontana le ha chiesto Teodori poc'anzi una precisazione. Sì, possiamo, io posso citare due passi da questa relazione. Cito dalla relazione del comitato. Fatta da un comitato a maggioranza democristiana. Presieduta dal senatore. Da un comitato a maggioranza democristiana. Dall'onorevole Gualtieri. Composto per 3/7 da democristiani. Cito in due punti.
persone legate a Cirillo anche per motivi politici si sono rese attive e inserite in questo contesto di deviazioni. Primo. Secondo, in un modo o nell'altro la sostanza dei fatti non si modifica. Cirillo deve la sua liberazione a un'operazione complessa fondata su iniziativa di ispezioni del SISMI che si è incontrata con l'aspirazione a salvarlo del gruppo sopracitato a lui legato. Ma cosa c'è tra gruppi politici? Certo, ma un conto dire democrazia cristiana. Gava è piccoli, i gruppi politici sono i suoi diretti. Ma come non c'è scritto? Queste sono le falsificazioni. Ma come le falsificazioni? Gruppi politici, cosa vuol dire? Ma Cirillo faceva capo direttamente a Gava e Gava piccoli. Ah, può darsi. Poi sarebbe stato un radicale. Comunque, io voglio aggiungere soltanto questa cosa, perché appunto mi pare che il punto di Fontana sia soprattutto una sfiducia nelle istituzioni. Nelle quali noi crediamo per la verità. Vabbè, andiamo avanti, Teodori, sono le 10:10. Su. Il caso Cirillo è stata una strage, ma è stata una strage non solo perché sono stati uccisi i due, l'autista e il brigadiere che accompagnava Cirillo, perché per 10 anni tutti coloro che hanno avuto a che fare con il caso Cirillo sono stati ammazzati o sono stati, tra virgolette, suicidati. Li cito in ordine e di corsa: Adalberto Titta, collaboratore del SISMI che andò a trattare ad Ascoli Piceno, è stato così, una morte strana. Luigi Bosso, detenuto politicizzato che è morto per una cosiddetta fibrillazione cardiaca, uno di quelli che fu trasferito nelle carceri per fare da collegamento fra Camorra e Brigate Rosse. Aldo Semerari, un caso di cui si è occupato anche il telefono giallo, che il giorno prima di essere trovato morto telefonò citando il caso Cirillo come la ragione del suo pericolo. Maria Fiorella Carraro, pseudo suicidio e segretaria di Carraro, sempre in connessione col caso Cirillo. Antonio Amatur, segretaria di Semeraro. Fate confusione. Antonio Amaturo, la cui morte senza alcun dubbio, e qui io voglio dire una cosa perché di Amaturo ci stiamo occupando, in realtà Amaturo non è stato fatto fuori dalle Brigate Rosse o dalla Camorra o dalla combinazione delle Brigate Rosse e della Camorra, ma è stato fatto materialmente fuori dalle Brigate Rosse e della Camorra, ma è stato fatto fuori da chi non voleva che si conoscesse la verità della trattativa fra Brigate Rosse, Camorre, servizi segreti e politici del caso Cirillo. Questa è una mia affermazione che ho fatto in Parlamento e documentata, certo, da chi non voleva che si parlasse, da chi non voleva che le sue indagini arrivassero a compimento. Muore Vincenzo Casilli, viene fatto saltare in aria a due passi dal SISMI, l'abbiamo visto. Salvatore Imperatrice, scorta di Casillo che accompagnava nei colloqui di Roma e negli incontri con i politici, viene fatto fuori. Nicola Nuzzo o Carusiello, super boss di Acerra, il quale tratta ad Ascoli Piceno, viene ammazzato in una clinica di Roma nel settembre 86. Franco Vicino, medico personale di Nuzzo e suo confidente, viene fatto fuori subito dopo, ancora nell'86. Raffaele Nuzzo, fratello di Nicola Luzzo, nel 1987, e infine l'11 ottobre 1990 viene ucciso anche Mario Cuomo, autista di Casillo nel momento in cui è saltato in aria vicino a Forte Braschi e quindi viene fatto fuori. Sono 13-14 morti e probabilmente non sono tutti. Grazie. È una strage che continua. Questo è il caso Cirillo e questo è quello... È il portato di coloro i quali non vogliono la verità sul caso, che hanno impedito richiesta parlamentare e che impediscono la verità. Senatore Fontana, io la prego, perché mi dicono dalla regia che stiamo sforando tutti i tempi, quindi nessuno le toglierà la parola al momento opportuno, ma la prego di contenere la sua indignazione, almeno nel tempo, se non nella foca, nella intensità. All'incontro in carcere raccontato da Criscuolo, al quale abbiamo assistito prima che Teodori intervenisse, è presente tra gli altri Adolfo Greco, un imprenditore campano che è tra quelli che hanno rilevato con una società il cosiddetto castello di Ottaviano dove abita Cutolo. Interrogato in tribunale, Greco racconta che cosa avvenne dopo quell'incontro. Lo sentiremo adesso dalle sue parole, nello stesso filmato sentiremo anche che cosa rispondono lo stesso Criscuolo e il senatore Patriarca. Quando siete tornati da Ascoli, sto cercando il punto, con Criscuolo ci recammo a Gragnano
a trovare il senatore Patriarca. Criscuolo fece a Patriarca una sommaria relazione del nostro viaggio. Ma... voglio sapere se questa circostanza l'avevate concordata in precedenza. No, no. O avvenne così spontaneamente? No, no, venne così. In effetti lui mi aveva accompagnato. Fui proprio io a voler, sempre per avere quel conforto, perché ripeto, allora, dopo pensavo il ritorno, di poi dover passare al ritorno da dei guai. A Castellammare io non ci sono andato, signor Presidente. È andato dice soltanto. Greco che siete andati insieme a Castellammare. A Castellammare io non ci sono andato. Perché vi siete recato dal senatore Patriarca. Io mi sono fermato alla direzione del SISD. Che vi siete recato dal senatore Patriarca, dove avete fatto una relazione su quello signor che era Presidente. Successo. Questa notizia è assolutamente infondata. C'è Greco che quando è tornato da Ascoli è venuto sia lui che Criscuolo a casa sua a relazionare. Questa è una bugia marchiana, perché assolutamente... E io chi ero per avere, per ricevere una relazione? Non ero, non avevo potere né di inviare né di ricevere relazioni. A chi bisogna credere? Certo è che qualcuno davanti a quel giudice ha mentito. E non si tratta della sola menzogna detta in aula, come riconoscerà il Tribunale nella sua sentenza, che si trova a scavalcare continuamente un muro di menzogne. Siamo partiti, ve lo ricordo, dall'assassinio del capo della mobile Amaturo, che stava indagando proprio su questa vicenda, ma a questo punto la domanda principale davanti alla quale ci troviamo davanti è un'altra. Ed è il ruolo giocato dai servizi segreti, vedremo da quali servizi segreti e da quali uffici dei servizi segreti in questa vicenda. Accanto a me c'è la collega del quotidiano La Repubblica, Sandra Bonsanti. Bonsanti, Sandra, io vorrei che tu cominciassi intanto a raccontarci molto rapidamente, perché siamo un po' in ritardo sullo schedule del programma, qual era il quadro politico in quel momento? Beh, è un periodo molto interessante, molto irrequieto per le istituzioni. Nel marzo del 1981 vengono scoperti gli elenchi della P2 a Castiglionfibocchi e da quel momento comincia una grande agitazione istituzionale e politica nei vari partiti che hanno membri importanti di primo piano negli elenchi. Quando Cirillo viene rapito, quindi siamo nel momento in cui gli elenchi sono noti ai magistrati ma non sono ancora stati divulgati. Saranno divulgati verso alla fine di maggio, il 20 maggio dell'81, e dunque in quel momento si va a un rapido cambio di a Palazzo Chigi. Era presidente del Consiglio il democristiano Forlani e questa vicenda della P2 travolge il suo governo insieme ad alcuni ministri che erano poi risultati iscritti negli elenchi trovati a Castiglionfibocchi. Lo sostituirà il laico Spadolini, il quale opererà rapidamente anche un cambio dei responsabili dei servizi, i quali erano stati appunto tutti trovati in quegli elenchi. C'era il capo del SISMI, il generale Santovito, il capo del SISD Grassini, il capo del CESIS, che è l'organismo di raccordo tra i due servizi, che si chiamava Pelosi. Quindi una scoperta che lascia senza fiato i cittadini della Repubblica, ma devo dire che in sostanza il sequestro e tutta, diciamo, la gestione del sequestro e la trattativa del caso Cirillo denotano una targa di P2 notevole, cioè secondo me è l'ultima grande operazione targata P2 fatta appunto nel momento di trapasso tra la scoperta e la sostituzione degli uomini implicati. Perché la P2 avrebbe avuto interesse, se sorge spontanea la domanda, a trattare il caso Cirillo? Che gliene importa alla P2 di un assessore regionale della Campania? Beh, è una bella domanda, solo che la P2 non era una cosa assolutamente astratta. La P2 era estremamente connessa agli interessi politici, agli interessi anche interessi economici. Noi vediamo per esempio che Gelli è sempre molto attento a tutto quello che può rendere quattrini. Oramai Gelli in quel periodo è lontano, ma è lontano nel senso che è latitante, ma sono rimasti al loro posto appunto personaggi come Santovito, Musumeci, e c'è un certo Francesco Pazienza, che non è negli elenchi, ricordiamocelo sempre, se no lui ci querela subito, che però è molto legato a questi signori e soprattutto è molto legato al generale Santovito. E Pazienza è uno dei protagonisti, perché si dà molto da fare. Lui conosce il segretario della democrazia
Democrazia Cristiana Piccoli, a casa del quale va spesso a prendere il caffè la mattina. Si occupano anche di bambini a scuola. Sì, si occupano del gattino che poverino è cascato, si è rotto una zampina, però forse si occupano anche di qualche altra cosa più interessante. Certo è che pazienza ha un ruolo. Non lo può smentire. No. Pazienza con i bambini. Sì, senatore, vabbè. Questo è vero. Sì. Vabbè, questo, insomma, questo... comunque è uno dei protagonisti del processo, voglio dire. Comunque, no, questa è la cosa per cui ti avevo rispondevo Fontana al fatto che... Fontana dice che tu, non, in parole povere, dice che tu non hai controllato bene le tue fonti. È vero o no quello che tu sì. hai detto? Ci risulta da tutti i processi, primo grado, secondo grado, allora, risulterà fino allora, alla fine. Senatore, ma non è un'accusa rimessa, ma tutto è un porta dato, non un l'ha punto. Mai smentita nemmeno sì, sì. Piccoli. Non mi pare che questo sia uno dei punti contestati appunto, no, anzi, da nessuno. Questo mi pare che sia un punto pacifico, andiamo avanti. Sarebbe addirittura ridicolo. Va bene, questa è la situazione del perché penso... che questo poi bisogna tener conto che questi ultimi questi servizi segreti di quest'ultimo periodo, diciamo dalla riforma in poi, dal 78 in poi, sono dei servizi segreti particolarmente inquinati, nel senso che ci vediamo dentro personaggi come, che non sono solo informatori, diventano dei veri e propri collaboratori, personaggi legati alla camorra, appunto come Casillo, Iacolare, questa gente che entra e esce dal carcere. C'è una, ci sono due righe di questa limpida, di questo limpido rapporto del Comitato per i Servizi presieduto da Libero Gualtieri, che io vorrei leggerti perché tu me le commentassi. Dice a un certo punto, pagina 16, le ultime due righe, un'operazione questa... in cui l'elemento caratterizzante era dato dal pagamento di un fortissimo riscatto ad un gruppo terroristico che se ne sarebbe servito per portare ancora più avanti l'aggressione allo Stato, è caratterizzato anche dall'offerta della camorra alle Brigate Rosse, da un gruppo di criminali comuni a un gruppo di criminali politici, di condurre in porto alcune azioni di annientamento nei confronti di magistrati e di poliziotti. Annientamento nel linguaggio terroristico significa assassinio. E da contropartite premiali, la parola premiali è tra virgolette, per i mediatori camorristi. Di quali premi si trattasse, lo sappiamo? Questa è una delle cose più inquietanti, nel senso che in effetti il miliardo e mezzo, che anche dall'ultimo processo, io proprio non voglio allontanarmi dai risultati processuali, risulta essere stato pagato da amici o si vedrà da chi alle Brigate Rosse, è sicuramente un miliardo e mezzo che le Brigate Rosse hanno adoperato. Lo hanno adoperato per comprarsi armi, lo hanno adoperato per pagare l'affitto dei covi che avevano soprattutto a Napoli. E allora certamente viene da pensare se era lecito pagare per il riscatto, pagare un gruppo terroristico, quando si pensa che contemporaneamente, proprio in quei mesi, in quegli anni, ma in quei mesi in particolare, ci fu chi, come l'ingegner Taliercio, fu ucciso perché non ci fu, si ribellò, non ci fu trattativa, non ci fu questo mercato col terrorismo. Io volevo leggerti subito un altro brevissimo brano in cui spiega il comitato, Gualtieri spiega il perché è intervenuto il SISMI, è a pagina 12, e cioè il SISMI, ecco perché prende corpo la spiegazione che il SISMI abbia voluto rimanere solo nel controllo dell'operazione Cirillo, perché qui dobbiamo renderci conto che è stato proprio il servizio segreto che doveva occuparsi dell'estero, dello spionaggio, non il servizio segreto interno che era il SISDE. In quei giorni, oltretutto, c'era stato anche l'attentato al Papa, voglio dire, ci sarebbero state cose di cui occuparsi per un servizio, invece... si occupano di Cirillo, abbia voluto restare solo nel controllo dell'operazione per poterla deviare dall'obiettivo iniziale, che era quello di ritrovare il covo in cui era tenuto prigioniero Cirillo e di arrestare gli autori del sequestro, e poter realizzare invece un obiettivo più complesso e inconfessabile, quello di ottenere la liberazione di Cirillo mediante una trattativa in cui il riscatto da pagarsi alle Brigate Rosse costituiva solo una parte della partita e la concessione di contropartite di altro tipo ai clan camorristici di Cutolo, elevati al rango di intermediari tra lo Stato e le formazioni terroristiche, era altrettanto necessaria. Ecco, a me mi pare che un atto parlamentare, questo è un atto parlamentare importante, ci fosse stata un'altra commissione d'inchiesta sarebbe stato ancora meglio, ma già questo è sufficiente, ci dice tutto quello che è stato il caso Cirillo. Grazie, Bonsanti.
E andiamo avanti con la nostra narrazione in forte ritardo purtroppo sui nostri programmi, e anzi tra l'altro approfitto di questo per chiedere, non so, a Adriana Borconovo in regia come dobbiamo comportarci poi per l'eventuale stacco del telegiornale, me lo farete sapere. Vediamo come i contatti tra i servizi e la Camorra vengono raccontati al processo dagli stessi protagonisti. Da una parte, sentiremo, c'è l'avvocato calabrese Francesco Cangemi, che era stato avvocato di Cutolo, ex difensore. Dall'altra il colonnello del Sismi Giuseppe Belmonte, sul quale, prima che lo sentiate, vi voglio informare che il colonnello Belmonte è stato arrestato, processato e condannato per la strage di Bologna, condannato per azioni di depistaggio. Di solito si dice che in Italia le faccende, anche le più tragiche, finiscono a taralli e vino. Come sentirete, questa finisce addirittura a champagne. Vediamo che succede. Che cosa le chiesero di fare? Niente, di andare a parlare con Cutolo perché Cutolo si adoperasse a collaborare con loro per liberare Cirillo. Anche loro erano partiti inizialmente con l'idea dell'operazione di polizia giudiziaria, sulla qualcosa io dissi che non mi sentivo assolutamente di fare proposte del genere, per cui si passò alla subordinata, diciamo, di tentare un intervento di Cutolo per la liberazione di Cirillo. E cioè? Una mediazione? Una collaborazione. Non so ma qual era la differenza rispetto alla prima ipotesi? Ma rispetto alla prima ipotesi, Presidente, da quello che capii io era che mentre con la prima operazione volevano fare un blitz, con la seconda si accontentavano che Cirillo venisse comunque liberato, pur tenendo segrete le modalità di trattativa e di rilascio del prigioniero. Che poi nel concordare queste modalità di liberazione si sia parlato o non si sia parlato di riscatto, io questo... Ma io so se si doveva parlare. Siamo a Reggio Calabria quando sono venuti da lei. Non si sono ancora mossi, non siamo andati dalle Brigate Rosse, non voglio sapere che gli hanno detto, voglio sapere che cosa progettavano di dire alle Brigate Rosse attraverso Cutolo. A Reggio Calabria loro dichiararono di essere disposti a qualsiasi trattativa, compresa quella di pagare dei soldi pur di ottenere questo risultato. Andasse ad Ascoli? Io andai in un secondo momento ad Ascoli. Perché non subito? Perché ritenni che fosse più opportuno che andassero prima loro, va bene, a parlare con Cutolo anche a mio nome, e io speravo addirittura di non andare per nulla, se non che quando loro andarono, mi pare che fosse di domenica, mi telefonarono da Ascoli e mi passarono Cutolo, il quale mi disse che voleva la mia presenza là, in quanto io dovevo fare un pochino da mallevatore di questi agenti dei servizi segreti. Poi io il lunedì, il giorno dopo, partii e ci siamo incontrati con Titta e con Belmonte e insieme siamo andati ad Ascoli Piceno. Comunque non siete entrati nel carcere subito? No, verso le tre siamo entrati, Presidente. Siete andati a mangiare? Sì. Roberto Cutolo, Rosetta Cutolo, sì. Lei, io, Titta Belmonte, Casillo e Granata. No, Casillo non era venuto ancora. Se non ricordo infatti mai. Giusto, dice, poiché Casillo non era ancora giunto, ci recammo tutti a pranzo in un ristorante ad Ascoli. Esatto. Io ho interrogato, ho sentito Belmonte, ma dice che non è vero che siete andati al ristorante. Presidente, io non mi ricordo il ristorante, comunque è un ristorante che sta proprio a 500-600 metri dal carcere, sulla città, e mangiamo tutti là quel giorno. Ho capito, chi pagò? Credo che pagarono Titta o Belmonte. Signor Presidente, io questi fatti io li devo escludere perché proprio non... Che noi siamo stati a pranzo insieme, lui dice. Sì. Ma non vorrei... Che non lui vorrei... è venuto a Roma e da Roma è venuto in macchina. Possiamo pigliare la deposizione e leggere le stesse cose. Io mi ricordo che una volta siamo stati in macchina insieme, però io ero quasi sicuro... Lo avrei giurato che fosse stato nella fase di rientro. Lei dice che nel corso dei colloqui non c'era presente mai nessuno estraneo. Estraneo in... A voi io due. Titta e Cutolo. Lei Titta e Cutolo, sì, e sì. Cangemi. Ah no, Cangemi se è entrato per conto suo, signor Presidente. Cioè, siete andati insieme.
Sì, ma qui l'avvocato poteva entrare, no? E Cangè mi disse che in quell'occasione il Cutolo gli aveva parlato e gli aveva detto che voi altri gli promettevate soldi e libertà. Signor Presidente, questo è falso. Okay. Io posso pure non, non ricordare questa colazione, ma che gli avrebbe detto... Questo è falso sicuramente. Poi siamo tornati nella stanza del direttore. Allora? E cominciò il dialogo con tra il Cutolo e questi agenti del SISMI. Sì. Nel corso del colloquio Titta ribadì che Cutolo avrebbe ottenuto la grazia o comunque la scarcerazione subito dopo la liberazione di Cirillo. Sì, questo è vero. Questo disse. Sì, sì, sì. E poi furono portati due bottiglie di champagne per brindare. A me Belmonte me l'ha negato tutto questo. Questo è pacifico, Presidente. Ma anche Belmonte ha bevuto lo champagne. Con quel brindisi venne dunque decisa la linea della trattativa. Su richiesta del SISMI, mosso non sappiamo da chi, il capo Camorra Cutolo contatterà le Brigate Rosse perché dietro pagamento di un riscatto rilascino Ciro Cirillo. Che cosa chiede la Camorra, che non è certo un'associazione di filantropi, in cambio di questo favore reso allo Stato, non è dato sapere. Ci sono varie versioni su questo punto della vicenda. No, no. Ecco, ecco. Ci sono, non sono versioni. È l'avvocato Rosciano che anche lui si sta specializzando in interruzioni. Ci sono, ci sono delle certezze. Cioè? Nel covo di Senzani, quando Senzani fu arrestato, fu rinvenuto un appunto, una specie di diario, che è allegato all'ordinanza imposimato, per intenderci, nel Moro Ter. Nel terzo processo sul caso Moro. Se no la gente non capisce. In cui è scritto, tra le altre cose, perché è un documento abbastanza articolato, per risolvere la difficile congiuntura e togliere Cirillo dal mirino delle forze rivoluzionarie, si proponeva, il linguaggio purtroppo è quello là, si proponeva di comprare l'immediata liberazione in cambio di una cospicua quantità di denaro. Naturalmente è Cutolo che fa le offerte, aggiungendo una possibilità di liberazione futura di un compagno, una fornitura di armi e alcune azioni di annientamento di alcuni sbirri sul territorio. Che vuol dire questo? E quindi il riferimento, purtroppo brutale, ad Ammaturo. Lo scambio. Nello scambio c'è anche questo. Del resto, nella sentenza, c'è ancora una sentenza, che è quella del Tribunale di Santa Maria Capovetere del marzo 85, nel processo Saviano Sabato e altri, è un processo di Camorra, si dice, certo però che non fu quella, solo quella sopraindicata, la contropartita offerta al Cutolo, perché per incident si parla di tutto questo, è invero, Granata Giuliano parla espressamente, foglio 151, eccetera, di eventuali riduzioni della condanna inflitta a Cutolo in primo grado, nonché di perizie psichiatriche favorevoli, eccetera, eccetera. Quindi sono dati che sono fin troppo chiari. Rapporto Camorra-BR, diciamo questa miscela esplosiva e, voluta e le famose contropartite di premiali, di cui parla il rapporto Gualtieri, in cui nella trattativa sembra che si parli anche della uccisione di qualche poliziotto, quindi il riferimento mi sembra fin troppo evidente. Lei, ho visto che ha saltato da quel comunicato le righe più pericolose, forse per non irritare le cose, ma insomma lasciamole da parte. C'erano anche, ci dicevano anche cose peggiori in quel comunicato. Lasciamole da parte perché non sono state provate, se no dicono che questo è un programma pregiudiziato. Grazie, avvocato Rosciano. Su questi uomini dei servizi che si incontrano con Cutolo vi leggo queste righe. Gruppo organizzato, programmatore, parla dei servizi segreti, programmatore, propulsore di intrighi, ricatti, falsificazioni, manovre interessate, deviazioni. Autore di questo duro giudizio sugli uomini dei servizi segreti della Repubblica è il giudice Carlo Alemi, che è qui stasera. Giudice Alemi, grazie di essere venuto. Buonasera. Buonasera. Intanto, come mai questo giudizio così, devo dire, un pugno nei confronti dei servizi segreti? Beh, dobbiamo innanzitutto considerare che la mia ordinanza veniva successivamente alla conclusione di altre istruttorie che avevano esaminato il comportamento dei servizi segreti. In particolare sia i giudici di Roma che i giudici di Bologna avevano
accertato queste deviazioni dei servizi segreti, qui già non si comincia a dire servizi segreti, spezzoni deviati, no? Comunque erano senz'altro settori ben rappresentativi dei servizi segreti. E quindi io nel formulare questo giudizio mi sono riferito, oltre che a quanto emerso nella mia istruttoria, anche a quelle che erano le conclusioni degli altri, delle altre autorità giudiziarie, in particolare appunto Roma e Bologna. Devo dire, prima che il giudice a lei mi vada avanti, che il giudice ha lavorato per credo 6 anni o anche forse più, 7 anni all'istruttoria sul caso Cirillo. Si può immaginare che un giudice spenda, impieghi 7 anni della sua vita e del denaro dei contribuenti per istruire praticamente un solo processo. Giudice Alemi, io le devo fare appunto come cittadino che paga le tasse, le devo fare per così dire un appunto. Lei ha impiegato 7 anni che per 12 mensilità di stipendio fanno chissà quanti soldi per istruire un solo processo. Tutti gli affissori. Sì, per istruire un solo processo. Non le sembra oggi, ripensandoci un po' troppo? Beh, diciamo innanzitutto che io non ho istruito quel processo da solo, ma contemporaneamente a quel processo avevo altre istruttorie, altri procedimenti che ho condotto avanti. Ma perché ci ha lavorato per tanto tempo? Ma diciamo, anche qui c'è da fare una precisazione. In realtà noi abbiamo avuto una prima fase di indagini che è stata quella relativa a tutti gli attentati compiuti nel Napoletano dalle Brigate Rosse. A questi si sono aggiunti le varie istruttorie, i vari procedimenti relativi ai gruppi minori, nuclei comunisti combattenti, autonomia operaia organizzata, quindi tutta l'attività eversiva nel Napoletano dal 1978-79 al 1983. Tenga presente che al di là dei processi minori, io ho condotto in porto l'istruttoria sugli attentati posti in essere nel Napoletano dalle Brigate Rosse nel gennaio dell'85, e questo procedimento aveva qualcosa come 110 imputati, capi di imputazione per 70-80 delitti, tra i quali ben 12 omicidi. Quindi certo, possiamo dire che non è il sequestro Cirillo, ma sono tutta una serie di attentati e di fatti minori posti in essere da questi gruppi. Ecco, allora veniamo in particolare al processo Cirillo, lasciando da perdere tutto questo spaventoso contorno a cui ha accennato. Che cosa si è trovato davanti? Dunque, diciamo che qui mi riporto un poco a quello che ha detto prima il collega Mancuso. Stia attento. Sì, sì, no, ma non sono abituato a fare polemiche, non ho nessuna intenzione di farlo. Molto bene. Il collega Mancuso diceva di avere portato avanti, di avere lavorato bene e serenamente fino ad un certo punto. Posso dire sostanzialmente di essere d'accordo con lui, perché io ho avuto la piena collaborazione a tutti i livelli fino a quando ho portato avanti le indagini sui vari, appunto sulla parte eversiva della mia inchiesta. A questo poi è seguita, anzi in un primo momento è stata concomitante, anche l'inchiesta relativa a questa parte delle trattative poste in essere con l'intervento dei servizi segreti e della nuova camorra organizzata. Si deve tra l'altro ricordare che all'epoca la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo era l'organizzazione criminale più potente nel Napoletano, e che forse il sequestro Cirillo è servito a qualcosa, lasci la battuta. Noi prima del sequestro Cirillo avevamo a Napoli un morto al giorno, un morto ucciso, un omicidio. Nell'arco dei 3 mesi, grosso modo, in cui è durato il sequestro Cirillo, ci sono stati in tutto 3 morti, perché c'era una presenza militare delle forze certo dell'ordine sul territorio molto maggiore. Comunque, dicevo, ho iniziato e ho portato avanti poi la seconda parte della istruttoria. In questa parte ho avuto innanzitutto una continua successione di cambiamenti nei colleghi del pubblico ministero che affiancavano nelle indagini. Lei può immaginare che un'indagine così complessa richiede la piena concordanza tra l'ufficio del pubblico ministero e l'ufficio del giudice istruttore che era rappresentato da me.
Io nell'arco di questi anni ho avuto una continua successione di colleghi, c'erano prima appunto i colleghi Mancuso e Pace, poi sono andati via, sono venuti altri due colleghi. Ma questo è una, a che cosa lo attribuisce? Perché qua dobbiamo dare, questo era organizzazione dell'ufficio, atto ostile nei suoi confronti, normale avvicendamento per trasferimenti, come diciamo, succede? Appunto, i colleghi Mancuso e Pace sono andati via, lo ha detto anche il collega Mancuso prima, perché avevano raggiunto un clima tale per cui non potevano continuare a lavorare a Napoli, perché avevano avuto una serie di minacce e temevano attentati alla propria persona e ai propri familiari. Consta anche a lei che quelle minacce ci furono? Ma senz'altro, perché so che nei covi brigatisti è stato trovato il nome dei colleghi Mancuso e Pace e mio. Ecco, dunque non era un'invenzione di Mancuso quella delle minacce? Questo, abbiamo ancora i documenti rinvenuti nei vari covi delle Brigate Rosse. Ho capito. Fino a che punto è potuto arrivare in questo suo lungo lavoro? Diciamo fino al punto in cui che mi è stato permesso dai tanti ostacoli che ho trovato nel corso delle indagini. In realtà il collega Mancuso prima ha citato un episodio, mi rendo conto come il senatore Fontana di che bisogna fare i nomi, certo dire il capo dell'ufficio all'epoca e presta poco come fare il nome. Io posso dire personalmente che stavamo interrogando io e il collega Mancuso un testimone che era stato indicato come uno di quelli che avevano partecipato alla presunta raccolta del denaro tra gli amici umili di Cirillo. Mentre procedevamo all'interrogatorio ricevetti una telefonata, rispondo al telefono, era il capo della procura, il quale mi chiese di passargli il collega Mancuso rispose al telefono, poi disse scusami io me ne devo andare perché il capo mi ha detto che devo ritirarmi e ti devo lasciare solo, praticamente questo era il senso del discorso. E che senso ha una telefonata del genere, scusi per chi non conosce? E forse mi ritenevano pazzo, dice dissociati da quel pazzo, non lo so, io non voglio dare altre definizioni. Lei non dà l'impressione di essere un pazzo, però quello che bisogna dire dal momento che siamo qui a parlarne come tra amici, come se fossimo diciamo così in privato, è che questa sua istruttoria è stata molto criticata, anzi vorrei ricordare che lei addirittura è stato criticato duramente dall'allora Presidente del Consiglio De Mita in Parlamento, che disse che lei con questa istruttoria si era posto, cito a memoria ma come se avessi le virgolette, fuori del circuito costituzionale. Sì, giudice esatto. Aleni, che risponde? Quello che risposi subito a chi mi chiese un commento a questa iniziativa del Presidente De Mita. Io dissi, sono convinto di aver operato correttamente, il mio operato non credo possa essere valutato dal Presidente del Consiglio, ma se ho commesso illeciti disciplinari deve essere valutato dal Consiglio Superiore, se ho commesso illeciti penali deve essere valutato dal giudice penale. Sono stato sottoposto ad entrambi i giudizi, sia quello del Consiglio CSM. Superiore, sia quello penale, perché ho avuto una querela dell'onorevole Scotti, entrambi i giudici che mi hanno giudicato, che hanno conosciuto del caso, hanno riconosciuto la piena correttezza del mio operato. Io vorrei che a questo punto lei fosse raggiunto da Raffaele Bertoni, che è il magistrato. Buonasera, dottor Bertoni, che l'ha, diciamo così, difesa, è stato il suo avvocato. Buonasera. Si può accomodare un momento lì? Sì. Che è stato il suo avvocato davanti al CSM, al Consiglio Superiore della Magistratura, che ricordo per chi non fosse addentro a queste cose è l'organo di controllo dei magistrati, è l'organo disciplinare, l'organo amministrativo, si dice così, che sovraintende all'attività dei magistrati. E davanti a quel consiglio Raffaele Bertoni, presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, difese il giudice Aleni. Dottor Bertoni, è stato a disagio in quella difesa? No, sono stato angosciato più di Carlo, che è molto sereno, che è uno dei giudici, dei tanti giudici che fanno onore al nostro paese. Io, quando il Presidente del Consiglio fece quelle dichiarazioni che lei ha ricordato, rimasi stupito. Ci fu allora su Repubblica un articolo di un uomo politico, insigne docente, commentatore acuto, nome e cognome subito. Giovanni Ferrara. Ecco. Giovanni Ferrara, che è uno studioso di storia greca, ma che contrariamente a quanto è stato detto recentemente è anche uno dei più acuti osservatori
della vita politica del paese. Che disse Ferrara? Scrisse Ferrara in quell'articolo che il Presidente del Consiglio, lo scrisse lui, aveva fatto, lo scrisse bene, aveva fatto come sa fare, aveva fatto male, perché il Presidente del Consiglio è una cosa e il giudice è solo, e il giudice è debole di fronte a un Presidente del Consiglio. E allora, siccome Alemi col suo stile si era limitato a dire quello, dice può essere che intervenga l'Associazione dei Magistrati, era agosto, un agosto torrido, mi preoccupai di leggere l'ordinanza di Alemi e scrissi anch'io. Quante pagine erano quell'ordinanza? Erano, non mi ricordo, 500? Erano 1000 pagine. 1350. 1350 pagine. Me le lessi agosto. Forse anche più. Era solo Alemi, era solo, come era stato solo Manguso, come tanti giudici italiani sono soli. Mi lessi quelle pagine e scrissi anch'io un articolo su Repubblica, sulla scia di quello che aveva scritto Ferrara, ma cercando di spiegare le ragioni per cui non era esatto che si fosse messo fuori dai circuiti istituzionali, per cui Alemi si era comportato come un giudice, come tutti i giudici si dovrebbero comportare per fare quel mestiere che giustamente, dice il senatore Fontana, è riservato ai giudici. E conclusi quell'articolo con l'augurio, con l'auspicio che il Ministro della Giustizia non avrebbe preso iniziative disciplinari per un fatto che non era deontologicamente censurabile. E non fu così invece, perché il Ministro della Giustizia procedette contro Alemi. Chi era il Ministro della Giustizia? Era il Ministro Vassalli. Sì. Procedette contro Alemi, io pubblicamente dissenti da lui, lui disse che avevo torto, poi i fatti invece mi hanno dato ragione, perché è rimasto accertato che Alemi aveva fatto soltanto questo. C'era un'imputazione fatta dai pubblici ministeri di estorsione, di cui sarebbero state vittime. L'estorsione è una minaccia per ottenere qualcosa. I familiari di Cirillo, alcuni esponenti politici. C'era una imputazione di falsi nelle registrazioni di coloro che erano entrati ad Ascoli. Ne parliamo tra un momento. Ecco. E allora Alemi aveva, dicevo io, e così ha detto poi il Consiglio Superiore, un organo giurisdizionale, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore, e così ha detto il giudice penale di cui ha parlato prima Alemi, aveva l'obbligo di sentire quei testimoni, perché a loro si riferivano quelle imputazioni. Aveva l'obbligo di valutare l'attendibilità di quei testimoni, di dire se erano credibili o no in relazione a quello che dicevano circa queste famose trattative. Aveva l'obbligo di dire chi e in che misura dicesse la verità. E questo si limitò a fare Alemi con una prudenza encomiabile, non esprimendo giudizi di certezza, dicendo che era possibile ma che i fatti non provavano certe circostanze affermate da altri testimoni, che tuttavia certi testimoni, certi esponenti politici non gli apparivano attendibili. Questo gli fu rimproverato, di aver detto questo senza dare una comunicazione giudiziaria a queste persone, senza avvisarli che si sarebbe parlato di loro nell'ordinanza. Che si sarebbe indagato su di loro. Si sarebbe parlato di loro, sulla loro attendibilità. E per questo, fu incriminato Alemi. Ora, vede Augias, io non lo so se il pubblico lo capisce, ma credo che lo capisce. Ogni giorno, io faccio da 40 anni il giudice, l'ho fatto tante volte io, l'hanno fatto vedo che lo fanno tanti giudici, perché da 20 anni faccio il giudice in Cassazione, quindi vedo tante sentenze. Non c'è sentenza in cui il giudice non dica a questo testimone credo, a questo testimone non credo. È un fatto naturale e non è che tutte le volte che succede questo scappa dentro il testimone o lo incrimina. Fa un giudizio sul testimone, è la servitù di giustizia a cui tutti siamo sottoposti. E Alemi solo questo fece. Fece quello che fanno tutti i giudici. Se fosse stato esatto quello che diceva il ministro Vassalli, tutti
Quasi tutti i giudici. Che diceva il ministro Vassalli? Che non si può parlare di un testimone se prima non gli si comunica che si parlerà di lui, se prima addirittura non lo si incrimina, o non gli si fa una comunicazione giudiziaria. Se fosse stato quasi io? Tutti i giudici saremmo dovuti andare a finire davanti al CSM. Se non ci siamo finiti, c'è finito solo Alemi, allora a me è rimasto sempre, ma lo dico così, sempre il sospetto, l'idea che dietro a questo fatto ci sia stata l'ombra lunga del delitto di lesa maestà, un'ombra lunga da cui non riusciamo a liberarci. È un'ombra che adesso anzi diventa più pesante nella vita del paese, come se non si potesse liberamente parlare di tutto in di forme tutto. Corrette. È un'ombra brutta questa, un'ombra che fa dimenticare soprattutto un fatto, che le istituzioni vanno rispettate, ma che le istituzioni sono soprattutto danneggiate talora dal comportamento di chi le rappresenta. Dottor Bertoni, ritiene con questo di aver risposto anche alle critiche che il senatore Fontana poc'anzi muoveva? No, se devo, permettimi, il senatore Fontana ha ragione e io sono lieto che abbia fatto questa distinzione. È giusto, i magistrati debbono fare i processi e il Parlamento deve fare il Parlamento. Ma io sono d'accordo con lei. Non riesco però a legiferare sono d'accordo. Sono d'accordo con lei, senatore Fontana. E d'altra parte, presidente Andreotti, nel dibattito al Senato, dopo il famoso caso che non nomino, perché sennò chissà se meglio non nominarlo con questi di questi tempi, lo sappiamo tutti, disse la magistratura che non ha ancora soddisfatto le esigenze di giustizia dei cittadini, così disse, tra virgolette. E tutti voi applaudiste, sì, i giudici debbono fare giustizia nei processi. Ed è così, sono d'accordo con lei. Però in certi processi i giudici sono messi in difficoltà, in condizioni di non poterli fare questi processi. Vede Augias, dice un famoso, uno dei padri fondatori della Costituzione americana, è un vario Hamilton, però non sono sicuro perché sa la memoria, dice il giudice non si dovrebbe occupare né di spada né di borsa. In Italia molte volte i giudici si occupano di spada e di borsa, avviene per tante ragioni, anche perché il Parlamento, le chiedo scusa al senatore Fontana, scarica sui giudici tante cose da cui non sa districarsi lui, ma avviene anche per altre ragioni che probabilmente sono addebitabili a noi. Ma di certe cose, quando ci sono tanti morti, come ci sono stati in Italia nelle stragi, quando ci sono fatti gravi come il sequestro Cirillo, quando ci sono attentati, agguati, minacce a chi fa il suo dovere, il giudice di questo si deve sì o no occupare. E se ne deve poter occupare in modo efficace, in modo da poter raggiungere una verità. Ebbene, Augias, per fatti insignificanti i giudici sono lasciati liberi di occuparsi. E per tanti fatti non è stato così in Italia. Esempio? E poi voglio fare una piccola documentazione, senatore Fontana. Perciò, sì. Una piccola documentazione. No, lei la sa meglio di me questa documentazione. C'è stato il processo di Piazza Fontana e si è negato con un segreto di Stato che Guido Giannettini fosse un uomo dei servizi. I servizi fecero espatriare un testimone di accusa, debole, Marco Pozzanno, e volevano far evadere Ventura. Questi sono fatti, mica sono cose che ci inventiamo noi. Ci fu il processo della Rosa dei Venti, qua salto perché dico le cose principali, della Rosa dei Venti, Giovanni Tamburino, un giudice a cui va il mio amore, oltre che il mio rispetto, e consiglio a molti di leggersi un articolo che ha scritto sull'ultimo Panorama a proposito di una vicenda più recente di cui è bene non parlare. Giovanni Tamburino si avvicinò alle prove dell'esistenza, virgolette, di un'organizzazione occulta composta da elementi appartenenti alle forze armate. Gli fu opposto decine di volte il segreto di Stato. Arrestò Miceli, intervenne alla Cassazione, il processo finì a Roma.
e se ne persero le tracce. Vogliamo continuare? No, è un'altra cosa soltanto del senatore Fontana e poi mi acquieto. C'è stato un uomo che ha detto questo, senatore Fontana, in un processo, e Fumagalli. Mi pagano anche per stare in carcere, virgolette. Mi pagano anche per stare in carcere. Non ha detto chi? Fumagalli. No, chi lo pagava? Mi pagano i servizi. Senatore. Dunque, c'è una frase nel processo per la strage di Bologna, dove sono stati condannati con sentenza di secondo grado, solo a tre anni, ma sono stati condannati per depistaggio, Belmonte e Musumeci. Bene, c'è una frase del giudice istruttore Vito Zingani, lei non l'ha mai sentito nominare perché è uno dei tanti giudici ignoti di questa Repubblica, che fortunatamente ci sono ancora, ma fino a quando ci saranno ancora, che scrive così, virgolette, l'accertamento della verità è stato in questo processo ostacolato in ogni modo, poiché le menzogne, gli inquinamenti, le congiure di ogni genere hanno raggiunto un livello talmente elevato da costituire una costante, chiuse virgolette. È quello che diceva Manguso, è quello che ha detto Alemi nella sua sentenza, è quello che ha ripetuto il Tribunale di Napoli nella sua sentenza. Se mi permette dottor Bertone, sostituendomi a lei, appunto nella sentenza del Tribunale di Napoli dirà: non si può affermare che è stata ricostruita con totale verosimiglianza la vicenda delle trattative, dati i silenzi, le reticenze, le contraddizioni, gli inquinamenti di prove fin dalle prime indagini. È la stessa cosa che aveva detto. Allora io, per concludere, perché non voglio togliere tempo, e mi dispiace che ho parlato troppo, le chiedo scusa, io dico che su questi processi, su cui la gente chiede verità e giustizia e su cui i giudici sono tenuti a intervenire, il loro lavoro è stato ostacolato e qualche volta impedito da segreti incomprensibili, dall'opposizione di segreti incomprensibili, da depistaggi delle indagini, da coperture di presunti responsabili, vedi il caso Giannettini, Pozzanni e così via, e comunque in tutti i casi dalla mancanza di una vera collaborazione da parte degli apparati statali e del potere politico. Grazie dottor Bertone. Mi deve permettere soltanto un'aggiunta, che noi dobbiamo, una volta per sempre, il presidente Andreotti nella sua infinita bontà ha detto che adesso queste cose finiranno, che il segreto non ci sarà più. Cominciassero ad approvare la legge di iniziativa popolare che impedisce l'opposizione del segreto sui delitti di strage. Aprissero gli armadi dell'ultimo caso, due armadi mi pare che sono ancora chiusi, malgrado la promessa del presidente Andreotti, ma il presidente Andreotti certamente terrà fede a questa promessa. Dottor Bertone, voglio ricordare che lei sta parlando degli armadi custoditi nei locali del Sismi e che si riferiscono alla vicenda Gladio. Non è oscuro, è così chiaro, perché io ho detto. Dottor Bertone, poi direttamente ci critica. Ecco, io vede, contrariamente a quello che è stato detto, sono convinto, e sarebbe impossibile non esserlo, che il potere di governo è legittimato. Il potere di governo in Italia è legittimato dal consenso popolare più volte ricevuto. Sono convinto da questo, e che certo non sono stati questi fatti che hanno impedito il cambiamento. Sono convinto, senatore Fontana, e sarei veramente un cattivo osservatore. È stato sostenuto il mondo se non fosse però così. Ma io dico quello che penso io. La ringrazio per questo. Che mi ringrazio? Perché è stato sostenuto e teorizzato il contrario. Però questi fatti hanno gettato un cono d'ombra sulla nostra vita democratica, un cono d'ombra su cui deve essere fatta luce, perché se no non si fa chiarezza per l'avvenire, perché ci sono morti innocenti che reclamano giustizia, e il loro ricordo deve pesare, dovrebbe pesare, come un macigno sulla coscienza di coloro che, sia pure per omissione, hanno impedito che si accertasse
la verità e anche sulla coscienza di chi continua, mostra di continuare a preferire la ragione di Stato alla luce della verità. Ma fortunatamente è definito veramente la terza ci volta, sono giudici, ci sono giudici volta. In Italia, oscuri giudici in Italia che hanno fatto, continuano a fare e speriamo che non gli si impedisca di fare il loro dovere. Sono giudici, sono parole di Bobbio, speriamo che il senatore Fontana non interrompa Bobbio che non è presente, giudici coraggiosi e intemerati che nonostante tutti gli ostacoli frapposti al loro lavoro, anche all'interno delle istituzioni, da tanti poteri invisibili, tuttavia si sono dedicati con tutto il loro impegno all'accertamento della verità. Grazie. Tra questi giudici c'è Alemi, c'è Manguso, c'è Zingano, c'è Tamburino, ce ne sono tanti. Mi dispiace non poterli dire tutto perché se lo faccio perdere tempo. Ma poi alla fine devo dire una cosa perché è un episodio più lontano. Dopo, adesso ci sarà tempo poi nella discussione. Perché adesso andiamo rapidamente avanti nel nostro racconto dopo questo intervento del dottor Bertoni che, dico la verità, una delle poche volte che non ha avuto la forza di interrompere, ma no, perché lui è un abile parlatore e perché quello che ha detto mi ha toccato. Abbiamo parlato del direttore del carcere Cosimo Giordano, abbiamo qui la sua testimonianza che vi proponiamo per dimostrarvi come anche in una vicenda tragica, tragica per le vite delle persone che vi sono coinvolte e per i riflessi pubblici e istituzionali che questa vicenda, ahimè, chiama pesantemente in ballo, anche in una vicenda tragica come questa ci possa essere qualche volta una parentesi farsesca. Le persone che sono entrate nel carcere di Ascoli sono Belmonte, il colonnello Belmonte, un certo Titta Adalberto, ricordo che era dell'aeronautica, insomma una persona grande, il dottor Giuliano Granata, Casillo e Iacolari. Io della faccenda Cirillo non sapevo assolutamente niente. Quando successivamente, ricordo era una domenica, si presentarono al carcere di Ascoli Piceno, ricordo in alfette blindate, accompagnati fino all'ingresso del carcere, i cinque personaggi che ho menzionato. Siccome era domenica, io li feci entrare e feci parlare, mi ricordo, questi personaggi. Non li fece registrare? No, io non ho mai. No, non mi posi il problema della registrazione. Li feci entrare e li feci accompagnare nel mio ufficio. Successivamente, era domenica, quindi parlarono ed io non potetti, quindi pensavo che fossero gli stessi che erano venuti precedentemente, cioè i componenti del SISDE. Ricordo che il colonnello Belmonte, dopo aver parlato con il detenuto Cutolo, andando al bar dell'istituto, mi fece una domanda strana, che mi disse: ma sono venute altra gente qui? E disse: ma perché non siete già stati all'interno del carcere? No, dice: noi siamo del SISMI. A questo punto io mi preoccupai, perché dissi: ma insomma, che cosa sta succedendo? Chi è venuto qui prima? Lunedì mattina telefonai al consigliere Gian Greco, il quale mi disse queste testuali parole: non ti preoccupare, c'è stata una riunione ad alto livello al Ministero di Grazia e Giustizia e la cosa è passata dal SISDE al SISMI, tu dai ampia collaborazione. Quello che cosa intendeva con ampia collaborazione? Cioè quella di agevolare i colloqui del Cutolo con coloro i quali si presentavano. In questo che maniera si agevolavano? No, di ampia collaborazione, cioè permettere sì. Le visite. Perché lei poteva evitarle anche? No, io penso di no. Quando si sono presentati Casillo e Iacolari, io non conoscevo assolutamente che erano, diciamo, appartenenti, incriminati. E mi sembra che Casillo era anche latitante, non so, Iacolari, insomma. Successivamente, nelle visite successive, mi accorsi di questa, che i due che accompagnavano i servizi non erano dei servizi stessi, ma erano degli appartenenti alla NCO. E lo informai al Ministero, quando dissi poi successivamente... Cioè, che gli disse? Io per questo... Cosa disse al Ministero? No, io al Ministero dissi, adesso non ricordo le frasi esatte che dissi,
Però io tenni sempre a dichiarare, ogni volta che entravano queste persone, e questo possono dichiararli tutti, io prendevo il telefono dal mio ufficio, telefonavo al Ministero e dicevo: guardate, sono venuti Tizio, Caio e Sembroglio, Casillo e Iacolare. Io non sapevo, dopo ho saputo che erano latitanti, ma dicevo anche Casillo e Iacolare, loro sapevano benissimo chi erano. Come significa sapevano benissimo chi erano? Io penso che sapevano benissimo chi ero, perché non mi hanno dato... Non mi hanno... Ma io adesso non posso ricordare le parole esatte di 9 anni fa. Non però, le parole esatte, perché era sicuro che sapessero chi erano? Lo sapevano perché... In una famosa telefonata, quando io parlai col consigliere Ciangrego, io dissi: guardi, anche Casillo e Iacolare. E il consigliere Ciangrego mi disse queste testuali parole: abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. Ecco. Questo è il paese nel quale viviamo. Avevamo preparato, per dirvi la verità, una quantità di documenti di questo genere che al processo si susseguirono. Non ci fu udienza nella quale non ci fossero deposizioni di questo tipo, ma purtroppo abbiamo sforato talmente la scaletta di trasmissione che dobbiamo saltare e concentrarci solo su un paio di punti prima di chiudere questa ricostruzione, perché poi ci dovrà essere una discussione ampia sul materiale che qui fino ad ora vi abbiamo proposto. Una delle storie che sono al centro di questa vicenda Cirillo è la scoperta nella casa di Cutolo, la presunta scoperta, adesso vedremo perché dico presunta, nella casa di Cutolo di alcuni bigliettini inviati al boss della Camorra da altrettanti uomini politici. Di questo episodio si parlò al processo e anzi su questo particolare episodio venne interrogato l'allora questore di Napoli, che si chiamava Walter Scott Locchi, e sentiamo che cosa disse ai giudici questo omonimo del grande romanziere. Io non posso ricordare a 7 anni di distanza cosa c'era in quella relazioncina, anche se, perché, se mi permette, signor Presidente, io voglio dire che cosa erano quei biglietti. Erano dei biglietti in risposta ad auguri ricevuti. Su questi biglietti c'era una frase banale: ringrazio per gli auguri ricevuti, che le donne di questo signore avevano consegnato spontaneamente al funzionario, così per far vedere che a loro potevano avere delle relazioni. Ma questo accade spesso, vero, in polizia. Io stesso, se è vero, un pregiudicato mi manda degli auguri, la cortesia vuole che io risponda. La direttiva che io davo, e che credo molte altre autorità di qualsiasi livello danno alle segreterie, è che quando, è vero, c'è un biglietto di auguri, se c'è l'indirizzo, perché poi la firma era illeggibile in quei casi, e quindi io non so neanche a quale partito politico appartenessero questi mittenti, perché le firme erano completamente illeggibili, né io mi sono soffermato a decifrare queste firme, quindi per me potevano essere biglietti di tutto l'arco parlamentare, quindi non solo di un determinato partito, ma poteva essere chiunque aver mandato quei biglietti. E quindi io li ho restituiti, perché sennò il funzionario non avrebbe potuto fare il proseguo della sua indagine. Erano tutti illeggibili? Come? Erano tutti illeggibili? Quelli che ho visto io, sì. Che c'è qualcuno che ne ha visto uno molto leggibile? Ma io non ha l'ho visto. Anche la firma? Io non l'ho visto. Può darsi che altri ne abbiano visti. Io ne ho visti 2, mi pare. Ho visto quelli che sono sui verbali di interrogatorio. E le firme erano illeggibili. Anche perché io non è che dovevo decifrare quelle firme, ma che cosa mi importava a me di quei 2 biglietti da vista? Uno dei pochi che hanno visto quei biglietti è Sergio De Gregorio, il collega Sergio De Gregorio, che è inviato speciale del settimanale Oggi. Sergio De Gregorio è qua, buonasera. Tu hai visto i biglietti, come erano? Sei entrato, com'è che li hai visti? Ma intanto non sono l'unico ad averli visti, perché con me c'erano quel giorno in casa del boss Raffaele Cutolo 2 fotoreporter, che poi, dei quali uno è stato sentito da questa corte, i fotoreporter Francesco Iovane e Gianni Fiorito. Eravamo al seguito di un gruppo speciale della Polizia di Napoli, che era la squadra speciale anticamorra, che andava a perquisire la casa di Cutolo, ritenendo che in casa di Cutolo si nascondessero i latitanti. Noi abbiamo la fortuna di seguire questa operazione, e in casa di Cutolo, mentre si fa una perquisizione, vengono fuori questi biglietti. Alcuni biglietti targati Camera dei Deputati, c'era sicuramente un biglietto di ringraziamento del segretario generale della Camera dei Deputati. Che allora era? Era un democristiano, Cosentino, se non...
se non c'era anche un sottosegretario ai trasporti socialista, senatore, non stava a noi stabilire, erano biglietti di ringraziamento e da poco era stato rilasciato l'assessore Ciro Cirillo, erano biglietti importanti per le indagini, noi cercammo di fotografarli, cercammo di averne testimonianza in quella sede. Il questore dirigente, Pasqua, buon Natale. Non c'era scritto, c'erano delle frasi di ringraziamento, c'erano dei lunghi ringraziamenti a Raffaele Cutolo ed erano indirizzati a Raffaele Cutolo, non ai suoi familiari. Quei biglietti furono presi dal vicequestore Ciro Del Duca, noi fummo portati dal questore Scott Locchi e il questore Scott Locchi ci pregò di dimenticarli. Io gli dissi: signor questore, io non dimentico nulla, faccio il giornalista, io rispetto il segreto istruttorio, spero che quei biglietti li troveremo in qualche atto giudiziario. Andai subito dal mio amico Antonio Amaturo e qui ritorniamo all'omicidio Amaturo. Antonio Amaturo era un mio amico personale, era uno di quei funzionari di polizia seri con i quali rimanevamo spesso lunghe ore a parlare di Camorra, della situazione che in quei giorni sul territorio è molto drammatica. E Amaturo mi disse, io dissi ad Amaturo: abbiamo trovato questi biglietti, sono stati presi in carico dal questore Locchi, te ne informo perché voglio che tu lo sappia. Lui mi disse: questa è l'ennesima prova che i collegamenti sui quali sto lavorando sono reali. E mi disse anche, mi confidò anche più in là, di aver paura per la sua incolumità perché stava arrivando a dei risultati importanti nelle indagini sul caso Cirillo. Io non ho scritto di quella cosa, senatore Fontana, subito, perché rispettavo il segreto istruttorio, rispettavo le indagini. Ne ho scritto solamente quando, molti anni dopo, durante un processo pubblico, l'avvocato Rosario Rusciano, che è stato qui e che ha parlato prima di me, raccontò che esisteva questo rapporto che non è mai arrivato a destinazione, nel quale Amaturo raccoglieva una serie di indizi, una serie di pesanti prove contro i politici, contro i personaggi che avevano trattato. Quello che ha spedito, senatore, per posta, quello che ha spedito per posta non è mai arrivato. Io ripensai a quei biglietti. Ma si può spedire per posta una cosa così delicatissima? Non era stato, probabilmente non era ha stato, tenuto via una copia. Probabilmente era stato, probabilmente era stato, probabilmente era stato spedito per canali no, non esattamente così ordinari. Un messaggio in una bottiglia l'ha mandato. Non sta a me stabilire come fosse. Lei cosa avrebbe spedito fatto se avesse avuto un dossier di questa era natura? Sicuramente un dossier scottante. Amaturo sapeva che in quella questura era solo. Amaturo sapeva che in quella questura era solo, era isolato. Lo sapeva bene e lo confessava ai giornalisti. Spedito non ero l'unico posto a saperlo. Non ero l'unico a saperlo. E Amaturo, decisi di scrivere quella vicenda dei biglietti di cui rispettavo il segreto per gli atti istruttori. Decisi di scrivere, senatore, soltanto quando seppi che al processo si parlava di questo dossier segreto. Pensai ai biglietti, pensai alla confidenza che avevo fatto a Maduro e scrissi questa cosa. No. Il giudice Alemi, senatore, stiamo parlando di una cosa provata. È se una lei avesse poche, un è dossier, una delle poche cose provate. Scusa, cosa farebbe lei? Mi dica. Senatore, stavo per dire senatore, una cosa. Lei interrompe. Scusa. Continuamente. No, stiamo parlando di una cosa provata. È una delle poche cose è una delle poche cose provate di questo processo. Io chiedo è stata provata. No, senatore, purtroppo mi dispiace di tradire, perché ma le devo dire che questa cosa di spedire per posta è anche un espediente di cui si vede spesso e si legge nei libri gialli. Proprio se uno vuole stare tranquillo, ma si vede un espediente ormai non diventato tiene via una stato copia, se è così delicato si manda, senatore, si manda, lei sta parlando di un funzionario di polizia, scusa un momento, onesto, rispondo, non sta parlando di uno sul cui cadavere possiamo fare delle speculazioni, abbia pazienza. Il vicequestore Amaturo è morto probabilmente perché è depositario di grossi segreti, e se è vero le cose che sono state provate dalla commissione parlamentare, dal comitato parlamentare sui servizi di sicurezza e dall'ordinanza del giudice Alemi, è probabilmente morto perché chi ha consentito la trattativa lo porta sulla coscienza, e le spiego perché. Perché è provato negli atti giudiziari che ci fu uno scambio di favori fra Raffaele Cutolo e gli uomini delle Brigate Rosse. In questo scambio di favori la vita di Cirillo per le Brigate Rosse valeva la morte di alcuni funzionari, di alcuni uomini della giustizia, di alcuni personaggi scomodi. Probabilmente Amaturo è stato eliminato per questo motivo, in questo interscambio, e qualcuno ha la responsabilità morale di questo assassinio.
Quindi... Io da giornalista ho fatto il mio mestiere, ho pubblicato questa storia, dopodiché quando il giudice Alemi mi ha chiesto di raccontargli la verità, gliel'ho raccontata. Ho accettato perfino, ed è pericolosissimo per un giornalista esporsi fino a questo punto, ma per la pelle di un mio amico non potevo fare altrimenti, ho accettato perfino di andare a confronto col vicequestore del Duca, che è il funzionario di polizia che era presente a quella perquisizione. Il confronto è continuato poi fra Del Duca e il questore, queste cose sono venute fuori al processo e i due allora, responsabili Cirillo, di questo occultamento sono stati ritenuti responsabili. Allora saltiamo Cuto. Punto, questo è l'episodio, io non voglio fare processi ai politici e alla DC tantomeno, voglio dirle che fra quei biglietti c'erano delle firme di Democristiani Eccellenti, c'era anche la firma di un sottosegretario ai trasporti deceduto. Io ho raccontato socialista, ho raccontato quello come l'altro. Non voglio fare processi né al suo partito, né al suo partito, però ecco, lei non può banalizzare dicendo le segreterie ne scrivono. Eravamo a qualche giorno dal caso Cirillo. Le sembra strano dalla liberazione di Ciro Cirillo? Mi sembra assai strano che i familiari possano consegnare alla polizia dei biglietti. Sai cosa sembra strano a me? Che un uomo politico sia talmente sprovveduto da badare delle cose. No, oppure abbia assunto tali impegni nei confronti di un criminale da non poterne fare a meno. Senatore, lei è un segretario generale, guardi, della Camera. Lei bisogna che lei si aggiorni sull'intelligenza dei politici. Prima del caso Cirillo avevo un'ottima opinione dei politici. Lei deve aggiornarsi sull'intelligenza. Le cose accadute nell'ambito di questo caso mi danno onestamente una tutt'altra opinione dei politici. Lei sottovaluta la deposizione che abbiamo appena ascoltato di Walter Scott Locchi, nella quale il questore, allora questore di Napoli, dice: ma che c'è di strano? Io stesso scrivo continuamente, io scrivo continuamente dei biglietti a dei pregiudicati, se loro mi scrivono io gli rispondo. Quindi non è buona educazione. Sì, appunto, ma lei scriverebbe dei biglietti di ringraziamento dei pregiudicati? No. E allora come vede, lei applica una logica che non appartiene a quei signori. Ma come no? Questi sono fatti, senatore. Guardi, senatore, io le voglio aggiungere... Dove sono finiti questi biglietti? Le voglio aggiungere... Ecco, dove sono finiti questi biglietti? Sono spariti. Lei li ha visti solo, però non ci sono i biglietti. Dobbiamo stare a quello che dice lei. Non deve stare a quello che dico io, deve stare a quello che dice anche il vicequestore del Duca, che messo a confronto con il questore ha detto sì, li ha presi il questore e li ha occultati, io ho fatto il mio dovere e glielo ho consegnati. Senatore, qua siamo di fronte a una delle più brutte storie di questa Repubblica. Mi sembra che questa difesa di ufficio, onestamente, sa che cosa risponde del Duca al suo questore, senatore Fontana? Dice Locchi, il questore, ricorda ad esempio, questo è un confronto a verbale, ricorda ad esempio che a volte abbiamo lavorato mesi su questo caso. Mi hai portato fotografie di cresime, matrimoni e feste simili nelle quali erano riprodotti pregiudicati in compagnia di persone varie, quali sindaci, personaggi politici o preti. Noi commentavamo la cosa ed io ti restituivo siglata la relazione con tutti gli allegati, obietta del Duca. Ciò che lei dice è esatto. Nel caso di specie però i biglietti che le consegnai lei non me li ha restituiti. Locchi, questore, ma tu mi hai mai chiesto la restituzione di tali biglietti? Del Duca, non ritenne di farlo, in quanto non si trattava, secondo me, di cose pertinenti a reati, ma di semplici biglietti di saluti, per cui, in considerazione delle persone da cui erano stati mandati, non ritenne di doverne chiedere la restituzione. Quei biglietti sono scomparsi. Senatore, le voglio aggiungere un'altra cosa. Lei pensi quanto si espone un questore che chiama tre giornalisti, perché eravamo in tre, chiama tre giornalisti nel proprio ufficio e gli dice: questi biglietti che avete visto ve li dimenticate. Se erano biglietti così insignificanti, come lei dice, non c'era motivo. Dice, sono biglietti d'auguri mandati dai politici a Pasqua, a Natale. Io non voglio difendere le questori. Lei pensi, in questa storia dei biglietti c'è purtroppo un punto di riferimento inquietante, che a Maturo, in quella stessa sede, il commissario Maturo in quella stessa sede disse: questa è l'ennesima prova, disse al sottoscritto, l'ennesima prova di quanto io sia isolato qui dentro. Allora, più tardi mi confessò di avere paura per la sua incolumità, cosa che ha fatto con i suoi familiari, poi è stato ammazzato come un cane e qualcuno porta la responsabilità morale di quell'assassinio. Ora, chi è quel qualcuno? Secondo me sono coloro che hanno consentito la trattativa, perché in quella trattativa per la vita di Cirillo si è
barattato la vita di funzionari di polizia e di altri uomini scomodi. Questa è un'illazione. Rappresentati. Non è un'illazione, è provato, senatore. È un'illazione. È provato. Ma dove è provato? È provato. Se nel momento in cui è provata la trattativa, è provato questo scambio scellerato, ma la trattativa le fanno tutti. È dove? Provato questo patto scellerato fra Camorra e fra Camorra, servizi e Brigate Rosse. È provata anche la responsabilità morale di chi ha consentito la trattativa. Lei deve fare i nomi con i nomi, non deve fare responsabilità. Questo generica. È la trattativa questo è provata. Le responsabilità morali oggettive si chiamano stalinismo. La trattativa è provata. Hanno ammazzato milioni di persone per le responsabilità oggettive. La trattativa è provata. E qui ancora siamo ancora alla relazione va bene. Comitato parlamentare. Sarà un momento in cui un'operazione si può parlare senza adesso tra c'è scritto un'operazione in cui l'elemento caratterizzante era dato dal pagamento di un fortissimo riscatto ad un gruppo terroristico che sarebbe servito per portare ancora più avanti l'aggressione allo Stato dall'offerta della Camorra alle Brigate Rosse di condurre in porto alcune azioni e sottolineo di annientamento nei confronti di magistrati e di poliziotti. Le Brigate Rosse e da contropartite premiali per i mediatori camorristi. Senatore, qualcuno ha consentito queste cose? Io dico qualcuno, poi nomi e cognomi sono i rappresentanti dello Stato che avrebbero dovuto tutelare i propri funzionari. Mi pare che i vostri punti di vista opposti sono stati sufficientemente spiegati. Un ultimo documento filmato vi voglio fare prima che la discussione si apra, come giustamente il senatore Fontana reclama e anche altri avvocati che finora non sono intervenuti. È un ultimo documento filmato, Adriana, prima che la discussione si apra, lo dico alla regista in modo che, perché stiamo sconvolgendo la scaletta a vista in questa serata un po' anomala, ed è quello che disse il rapito, il povero Ciro Cirillo, davanti ai giudici quando venne interrogato sul pagamento, sulle modalità e sull'entità del riscatto. Sentiamo che cosa dichiarò. Non era stata versata alcuna somma per riscatto. Io nei primi giorni effettivamente ho negato di aver pagato il riscatto. Il riscatto. Perché confesso che avevo paura. Perché lì mi dissero che da un momento all'altro mi avrebbero potuto in qualunque momento far fuori, perché la sentenza, la cosiddetta sentenza di condanna a morte era stata adottata e che era semplicemente sospesa. E allora io per questo motivo, per un motivo confesso di timore, cercai di assecondarlo anche in questa, di assecondarlo in questa faccenda del riscatto. Ho dato delle indicazioni di vedere quello che si poteva fare, ma soprattutto dico non vi rovinate, nel senso che come padre non volevo che rimanessero in mezzo alla strada. Poi siccome c'è stato veramente un concorso da parte di amici, soprattutto umili, che hanno contribuito, ecco perché poi si è perduto molto tempo, una ventina di giorni, non lo so, tra il momento della richiesta è il momento della consegna del denaro, perché non era agevole, bisognava innanzitutto, e questa era la raccomandazione che quelli mi facevano e che facevano ai miei figli, di fare in modo che questa raccolta avvenisse con molta discrezione per evitare interventi della magistratura, per il blocco di eventuali fondi, perché non lo sapesse il partito mio, perché si dicevano che se l'avessero saputo insomma sarebbe finito male il tutto, e poi perché bisognava pure trovare quel taglio dei 50.000 lire, ecco perché alla fine non fu consegnato il miliardo e 500 milioni, ma 1.450.000.000, perché le ultime non fu possibile. D'altra parte quelli premevano perché ritenevano che la campagna politica non poteva essere ulteriormente prorogata, essendo durata già molto, non avevano più argomenti da poter utilizzare al fine di... Ma questo glielo dissero loro? Sì, sì. Ecco. Molte altre cose avremmo voluto farvi vedere, ma purtroppo non ce n'è il tempo, perché qui preme invece
una discussione, tale è la quantità di argomenti che abbiamo introdotto su questo tavolo. E vi vorrei, prima cosa, come sempre, presentare i partecipanti a questa discussione che qui si apre, alcuni li conoscete, altri no, il dottor Carlo Alemi, giudice istruttore, e poi accanto a lui il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Raffaele Bertoni, il dottor Libero Mancuso, sostituto procuratore allora, l'avvocato Rosario Lusciano, che è della famiglia Amaturo, che abbiamo già sentito, l'avvocato Alfredo Bargi, che invece non abbiamo sentito e che adesso sentiremo, l'avvocato Fausto Tarsitano, che allora, al tempo del processo, difese i giornalisti dell'Unità, l'avvocato Paolo Trofino, difensore, buonasera avvocato Trofino, di Cutolo, e Massimo Teodori, l'onorevole Massimo Teodori, sul campo opposto, se li possiamo inquadrare, ecco la pattuglia dei giornalisti, cominciando, diciamo, in basso a sinistra, come si dice nelle fotografie, Sandra Bonsanti della Repubblica, Sergio De Gregorio di Oggi, Roberto Chiodi dell'Espresso e poi ancora il senatore Sandro Fontana, che avrete avuto modo di conoscere nella prima parte del programma, direttore del Popolo, Enzo Celsi, che purtroppo non abbiamo potuto sentire e che era previsto, di cui era previsto un intervento importante, della RAI di Napoli, che abbiamo dovuto, scusa Michelsi, l'abbiamo dovuto tagliare, e Vincenzo Vasile dell'Unità, quotidiano dell'ex Partito Comunista. Avvocato Bargi, mi dicono che lei ha ascoltato questo programma con grande interesse e ha da fare alcune osservazioni. Ma non soltanto con grande interesse, per la verità, e devo dire subito che non per ragioni di vicinanza politica, perché io presentavo l'onorevole Scotti, mi sono sentito quasi anch'io un imboscato come il senatore Fontana. Imboscato perché ho dovuto assistere in silenzio ad una ricostruzione che mi lascia profondamente perplesso. Una ricostruzione sia del mistero della morte di Amaturo, come viene definito qui, è stato definito, sia della vicenda Cirillo, il cui accostamento già per la verità mi pare estremamente temerario, suggestivo ma temerario. Mi rendo conto che non siamo in aula di giustizia, ma mi rendo conto d'altra parte, prendo atto dell'invito della sottolineatura che lei faceva, che è un servizio pubblico questo. Significa informare, non dare un'informazione che può essere fuorviante, pericolosissima, creare un pregiudizio, avvocato. Perché allo stato attuale non c'è alcun elemento che possa far ritenere, salvo che non si voglia congetturare, far ritenere che la vicenda Amaturo sia legata alla vicenda Cirillo. Questo non lo dice nessuna sentenza, non c'è nessuna sentenza che dica questo, perché la vicenda Amaturo si è conclusa, non è che io voglia strumentalmente fare riferimento alle decisioni della sentenza, ci sono stati non solo scoperti gli autori, ma voglio parlare perché adesso non ho parlato, quindi devo un attimo completare, perché su questo punto c'è soltanto da dire, perché ecco perché dicevo informazioni, io non sto qui a sposare nessuna tesi, però informazione per me significa dare tutte le notizie, me lo consente il dottor Augias, e non limitare il campo delle notizie, perché il telespettatore deve sapere quali siano i fatti e deve valutare e scegliere. Dica, ma non, avvocato, dobbiamo dare noi la risposta agli interrogativi e confezionare la risposta. Avvocato, esponga i fatti. No, ma lo deve consentire questo, perché? Perché lei, mi dispiace, ma non è stato detto in questa trasmissione che l'omicidio Amaturo è stato rivendicato dalle Brigate Rosse. È stato rivendicato non solo, ma che l'unico dubbio, come ha citato il commissario Pera, che avrebbe ipotizzato, che avrebbe detto di sapere che c'era un'inchiesta in corso, non è stato detto che due collaboratori stretti di dottor Amaturo, se vuole posso dare anche i nomi, lo sto qui a leggere, sennò durerebbe moltissimo, certo, andiamo sono per, pronto andiamo a per assioni. Perché non ho paura di smentite, hanno detto di nulla sapere di queste inchieste, il telespettatore deve saperlo, due funzionari, Zanini Quirino e Malvano, altre persone altrettanto stimabili, hanno detto di non sapere nulla dell'inchiesta che avrebbe condotto il questore Amaturo. Ma questo non perché io dica che certamente non è, però è necessario far sapere a chi ci ascolta che questi fatti esistono, che queste cose sono avvenute.
Dico questo poi anche perché puoi collegare il problema all'inchiesta Cina per sapere che cosa avrebbe redatto due rapporti. Io credo che nel momento in cui dobbiamo risolvere il giallo, il mistero, dobbiamo anche farci condurre dalla logica, dal buonsenso e dall'equilibrio. Perché si dice, si mette innanzi al telespettatore, sono scomparsi due rapporti ed è chiaro l'impostazione tetralogica, perché dice il rapporto al Ministero dell'Interno è scomparso perché qualcuno del Ministero l'ha sottratto. Mi scuso, dottor Augias, ma il rapporto inviato al fratello chi l'ha fatto scomparire? Il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Vorrei capire chi l'ha rubato il postino, l'ha rubato qualcuno del suo ufficio. Ma questo mi pare veramente paradossale, che si ponga innanzi questa circostanza e si dica sono scomparsi. Quindi siccome sono e si dà per certo, oltretutto, un fatto che non è neanche provato, ma si dice perché il commissario avrebbe detto questo, è un interrogativo che è rimasto senza risposta, però bisogna anche dire, mi pare strano, che neanche il rapporto inviato al fratello non sia arrivato, ed era un fatto strettamente personale del dottore. E poi si consegnano a mano queste cose. Poi vorrei aggiungere un attimo perché vorrei completare. Ora, a questo punto è chiaro che, e poi vorrei ricordare, che i dubbi sulla matrice, sul presunto collegamento Cirillo Amaturo, vicende naturalmente, è nato da dichiarazioni di personaggi estremamente noti, questo neanche è stato detto, perché chi ha parlato per primo di questo pseudo rapporto è stato Pandico. Ma chi è stato detto questo? Pandico credo che tutti lo conoscono, non debba illustrare la personalità chi è Pandico, che è stato smentito dallo stesso Cutolo, che era il suo referente, perché ha cercato di trovare una causale e ha detto non sto qui adesso a fare una ringa perché non ne sarebbe proprio il caso, perché ha usato come indicazione Cutolo, perché c'era un rancore, ha detto fatti ovvi, che Cutolo ce l'avesse con Amaturo, ma questo è un fatto pacifico, perché se Amaturo ha fatto irruzione nel castello è evidente che Pandico non poteva non sapere questo e dire che c'era una causale, ma questo non significa affermare che sicuramente Cutolo è il mandante dell'omicidio e abbia imposto all'EBR di commettere questo omicidio. Affermare questo sulla scorta di dichiarazioni di Pandico, di un certo Porzio, che è un altro signore abituale frequentatore del carcere, ma non per questo che debba essere disistimato, ma che comunque è già noto per essere una persona poco affidabile, e di altri due cosiddetti pentiti, e dire che sulla scorta di questo si possa ipotizzare seriamente, solo sulla scorta di questo, che il delitto Amaturo possa trovare una sua spiegazione nella vicenda Cirillo, significa fare disinformazione e significa, no, secondo me, se mi consente, sì, non io le consento rispettare tutto. Neanche il dolore, scusi, della famiglia avvocato Amaturo, Bargi, perché si dà loro un'idea completamente sbagliata. Avvocato Bargi, tutto le consento, meno la parola disinformazione. No, dico disinformazione, no, io come la vedo condivido io, in pieno quello che... E anche a lei, anche senatore, la parola disinformazione. No, senatore Fontana, vorrei, mi dispiace, neanche a lei... Ma io potrei scrivere un saggio su questa ne cosa. Neanche a lei questo e troveremo consente il modo di scriverlo. Lo scrivo, no, poi lo vorrei scrivo aggiungere un'altra cosa. Sulla disinformazione. E poi adesso passo al secondo, perché sarei dire altre cose, ma mi rendo conto, non posso rubare altro tempo. Per quanto riguarda la vicenda Cirillo, io mi permetto di dire, molto, con molto caro, e per poter parlare di questo processo bisogna conoscerlo. Bisogna conoscerlo nei più risvolti, nei risvolti, nelle pagine. Io diventa un'operazione... simile a quella che fanno i pentiti, quella di prendere una circostanza, estrapolarla e utilizzarla, e allora si creano più verità, perché io se avessi il tempo potrei prendere tutte le pagine utili e dimostrare che c'è una verità opposta a quella che è stata indicata qui questa sera. Me lo consente, dottor Augias? Perché quando lei mi dice, e ho sentito il senatore, l'onorevole Teodoro, che tra l'altro affermava che è rimasto provato che ci sarebbe stata una trattativa tra l'EBR, Partito della Democrazia Cristiana, e Camurra, è un'affermazione completamente destituita di fondamento, e lo dico in termini tecnico-giuridici, al di là di quella scritta nella relazione che conosco anch'io, perché l'onorevole Teodori ha letto una parte di quella relazione, non ha letta per intero. Avvocato, mi consenta, mi consenta, centinaia di pagine negli atti parlamentari. Mi spiegherò anche la matrice, spiegheremo anche le fonti di informazione. Spiegheremo anche le fonti di informazione.
perché è un giochetto molto semplice. Le interrompo, adesso le dico subito, perché avvocato Bargi, scusa Teodoro, li sfongava con Piccoli, sono agli atti, ne lo spiego poi si potrà dire che quello un ordine che seguivano, che sapevano, su questo si può discutere, che ci siano questi collegamenti, non è vero, è agli atti, ed è questa la ragione per la quale è stata impedita l'inchiesta parlamentare. Mi consenta, molto la DC ha impedito per 5 anni un'inchiesta parlamentare. Non stiamo facendo anche l'inchiesta parlamentare. Sono 10 anni che viene in Parlamento. Perché? 10 anni che viene in Parlamento. Teodori, noi non stiamo facendo, non siamo qui, non siamo in un'aula parlamentare, non dobbiamo fare comizi per convincere nessuno. Ci deve giudicare il telespettatore. E credo molto opportunamente il presidente Bertone faceva riferimento, con la sua abituale prudenza e saggezza, a processi, a sentenze, a fatti accertati, perché è una persona molto corretta. E allora mi sia consentito dire che noi non possiamo poi dire c'è nella relazione, e poi vedremo da dove è prodotta questa relazione Gualtieri, perché la relazione Gualtieri non fa altro che attingere dalla magistratura quelle che sono le considerazioni a cui giunge, perché tant'è vero basta leggerla per dire che i giudici che svolgono l'inchiesta dicono e per via determinate conclusioni. È un giro di ritorno. Comunque, la sentenza di cui parlo io, di primo grado, assolto, la sentenza di primo grado. Ha assolto Cutolo ed altri imputati da un'imputazione precisa che riguardava l'estorsione in danno del partito, e ha detto chiaramente, se vuole posso leggere i passi della sentenza, che non c'è stata alcuna trattativa tra la Democrazia Cristiana, la Camorra, in qualsiasi forma si voglia ritenere. Scusi, avvocato Bargi, la sentenza dice esattamente un'altra cosa. La sentenza del Tribunale conferma, confermando l'ordinanza istruttoria, dice che vi fu, per favore Teodori, vi fu l'intervento attivo e concreto di alcuni esponenti della Democrazia Cristiana, compreso l'allora segretario politico, anche se, aggiungo, doverosamente, non vi è la prova che tali interventi fossero riconducibili alla DC come partito. Benissimo. Ma noi cattolici interveniamo anche con le invocazioni, con le preghiere, con molte forme. La posso un attimo chiarire, perché, dottor Aldo, con gli auspici. Mi ha fatto una cortesia, perché io posso chiarire. Apposta lo fa. Posso chiarire benissimo. Un attimo, se mi consente. Allora, un primo, se mi consente, dottor Aldo, che tutti sappiamo leggere, credo che un primo dato sia certo. Qualunque sia l'opinione sugli esponenti, ci arriviamo subito adesso, che certamente ha affermato che non c'è stata alcuna trattativa tra il partito, la Camorra, questo credo che su questo non ci siano dubbi, che l'ha detto chiaramente, non possiamo girare le parole e uscircene fuori. Ma questo è stato fuori discussione. Dopo vedremo l'ordinanza, poi vedremo un momento l'ordinanza. Ce la vogliamo vedere, non è necessario. Avvocato Bargi, scusi. Io sarò rapido. Una cosa per quanto riguarda avvocato, scusi, una cosa d'ordine. Lei giustamente non ha parlato prima e sta parlando adesso. Io sto per terminare, devo farvi dire altro. Però sono 20 minuti. Sono 20 minuti che parlo. No, voglio aggiungere, siccome ha letto questo passo, perché dobbiamo leggere tutto. Vabbè. Perché il Tribunale, no, è sulla stessa pagina, e la completiamo, perché dobbiamo completare la pagina. Perché non solo ha detto, prima aveva parlato degli esponenti, ha spiegato che l'intervento di questi esponenti era di natura amicale, non certo di rapporti con la Camorra, perché non ha detto questo, perché se noi leggiamo così facciamo intendere che la sentenza voglia casomai dire e avallare l'ipotesi se un rapporto tra esponenti politici e Camorra, ha detto no. Sono stati interventi, chiariamolo questo, che se no il telespettatore capisce una cosa diversa, che quando dice interventi di esponenti non gli dice interventi con camorristi, interventi in favore di Cirillo, è una cosa ben diversa. Ma poi dice due cose importanti. Presso chi gli interventi?
Presso chi? No, presso chi? Ma lei che cosa vuole sapere? Se presso chi può averli fatti? Cioè, presso chi? Ma guarda, lei, può averli fatti. Ma ci danno da fare tutti in quei casi. Chi ha mobilitato i servizi segreti? Chi ha mobilitato il Ministero di Giustizia? Lo spiego subito. Chi aveva il potere di fare questa mobilitazione? Anche su questo. Chi aveva la possibilità di muovere due servizi segreti? Un Ministero della Giustizia. Io mi sono battuto per 5 anni per trovare la verità in Parlamento e mi sono trovato di fronte alla mafia omertosa della DC che ha impedito un dovere. Ti riempie la bocca, bella frase. Mafia omertosa. Avvocato, per favore, Teodori, non interrompa. Maledizione. Credo che il presidente del tribunale non sia un avvocato. Avvocato Bargi, concluda, per favore. Teodori, non interrompere. Volevo dire che credo che il presidente Casotti non fosse un mafioso. Ci sono delle altre persone Casotti che vogliono parlare. Ha chiarito benissimo, quindi non aveva limiti, né ha limitato nessuno, e l'onorevole non ha letto la sentenza, perché nella sentenza è detto gli interventi quali sono, ad esempio riunioni di partito, ad esempio interventi presso amici per poter raccogliere qualche amici degli amici. Sì, ma cioè, queste sono sue illazioni. No, deve tenersi presso alla amici, sentenza. Chi comunque, sono gli amici? Un dato è certo che la sentenza dice giunge Teodori, a per favore. E ho finito. Si poggia su due argomenti centrali, entrambi clamorosamente smentiti. Due cose ha accertato la sentenza con certezza. Cioè che non è vero l'ingresso di autorevoli esponenti del partito nella casa circondariale di Ascoli Piceno, lo ha escluso la sentenza. Questo non è stato detto. Nell'ordinanza si diceva che era possibile. Una delusione però. Ma non l'abbiamo detto neanche l'ordinanza, avvocato. E che diamine? L'esito positivo. Ed è escluso l'esito, è escluso l'altro elemento di cui abbiamo parlato fino adesso. È escluso l'esito positivo della mediazione svolta dal boss, cioè da Cutolo, dal boss della Camorra con il gruppo terroristico. Ha escluso in maniera certa la sentenza. Ma perché l'hanno rilasciato? Avvocato, ma lei, se sono ma lei, non ma, riesco a capire. Ma lei sta trascurando il boss. Lo dica a lui, non a me. Lo dica a lui. Quello dei, quello dei latitanti. Chi ha fatto delle cose che non sono state fatte neppure per Moro. Per Moro non è stato fatto nulla. Perché per voi devono morire tutti. Non è fatto nulla. Certo. Teodori. I democristiani. Chi ha mosso i segreti? Ma per chi li ha mossi? Da soli? Ma per favore. C'è Basile. Qua c'è. Scusi, e De Gregorio. Augias, qua c'è qualcosa, ecco qua, io sono scandalizzato, qua c'è qualcosa che non viene fuori con forza. Avvocato, qua qualcuno ha consentito che nel carcere di Ascoli Piceno entrassero dei camorristi che in quel momento erano latitanti, insieme con degli uomini dei servizi segreti, che è ancora più grave che se vi fossero entrati dei politici, perché qualcuno ha consentito che vi entrassero. E ancora di più, il direttore del carcere ha detto che ogni volta che c'erano le visite informava il ministero, i suoi superiori, il Ministero di Grazia e Giustizia. E allora c'era qualche politico cosa che sapeva. Tutto questo? Voglio dire, cosa c'entra la DC? Lo dica perché dottor Mancuso è già provato. Cosa c'entra la DC? Per favore, signori, scusate, vi devo richiamare. Scusate, avvocato, senatore Fontana, per favore. È una farsa, dai. Senatore Fontana. Senatore Fontana, non dica se ne stavano. Ma chi era Granata? Chi era Granata? Teodori. E Cirillo, a chi faceva era sindaco di Giuliano. Era sindaco di Giuliano, no. Ma era sindaco di Giuliano, no. Avvocato Bargi. Io vi devo dire, scusate signori, questo non è né Bargi, per favore. Presidente. No, io non ho detto niente, no. Qua stiamo celebrando Furio Colombo che dice che non c'è democrazia se non ci sono interruzioni. C'è stato un coro di persone che Bargi, in una certa maniera. Bargi, e giustamente Fontana sentiva un'imboscata, ha detto cerchiamo di farlo. No, imboscata. Non c'è, senatore Fontana, non ripeta più la parola imboscata perché veramente... più evidente. Scusate, signori. Che imboscata? Ma cosa più evidente? Ignorava anche la mia presenza. A dire che la responsabile di tutta la democrazia cristiana. Scusate, e dove sta? E dove sta? E chi l'ha detto? Ma in tutto, tutte le tasselle. Ma così senatore Fontana. È talmente ovvio che... Senatore Fontana, sono molto scoraggiato. Io vorrei che rispettate... Avvocato, pure lei. Posso dire una cosa? No, dottora Lea. Brevissima. No, io non vorrei che lei rispettasse, dottor Alemi, nonostante la fiducia, la stima, vorrei che rispettasse il suo turno come gli altri, perché
Se questo non accade, il telefono è l'ultima cosa che vorrei sentire in questo momento. Pronto? Sì, le chiedo scusa, guardi, sono Antonio Ammaturo, il cugino del vice questore di Cusano. Buonasera, dottor Ammaturo. Dunque, io volevo fare brevissimamente tre considerazioni. La prima è questa. A una mia precisa domanda, poco tempo prima che morisse, io, siccome lo vedevo un po' triste, gli chiesi se aveva delle preoccupazioni. E lui, specialmente io mi riferivo alle Brigate Rosse, glielo dissi chiaro e tondo, disse, ma hai paura delle Brigate Rosse? Lui mi fa no, dicevo, io con le Brigate Rosse non ho niente da spartire, mi fa paura, mi fa sempre paura, e la paura. Prima considerazione. Seconda considerazione, durante il processo d'opera, ebbi per caso a sentire la Radio Radicale una deposizione di Pantico, il quale disse che quando in carcere avevano saputo della morte di Ammaturo, avevano brindato. Secondo. Terzo, ed è la cosa più grave che non si può ammettere, è che anche dopo morto siano andati a sparare sulla tomba di mio cugino. È tutto. La ringrazio. E non credo che le Brigate Rosse facciano queste cose. È qui la sua testimonianza. Grazie. Vorrei che rispettaste una regola, signori. Mentre una blanda, una garbata interruzione è consentita, rispettate l'ordine degli interventi, perché questo è un programma giornalistico, un programma che vi prego, non vi lasciate andare alle passioni politiche in questo modo. Vasile. No, io vorrei soltanto intervenire a difesa del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, che è stato chiamato in causa. Sì, vai al punto subito, Vasile, è molto tardi. Anch'io sono stato incuriosito del fatto che la seconda copia del rapporto fosse sparita. La prima, diciamo, secondo questa ricostruzione dovrebbe essere sparita presso il Ministero degli Interni e qui diciamo c'è poco da stupirsi. La seconda, quella che Ammaturo avrebbe mandato attraverso. Io ho parlato con Grazio Ammaturo, che era il fratello del commissario Ammaturo, che è morto. L'ho intervistato su questo argomento. Lui mi chiarì che nel corso di una telefonata col fratello, il fratello, rivolgendosi a una persona che gli stava accanto nel suo ufficio, parlava dal suo ufficio, stupefatto della circostanza che Grazio Ammaturo gli diceva, cioè di non aver ricevuto il rapporto, si è rivolto verso un suo collega dicendogli: ma come, non l'hai spedito quel rapporto? Ecco, questa era la ricostruzione che mi fece il dottor Grazio Ammaturo, che era un sindacalista democristiano, fratello del vicequestore assassinato. Celsi. Celsi, a te devo delle scuse particolari, perché il collega Celsi è venuto qui e aveva delle cose molto importanti da dire, adesso le dirai. Pronto? Buonasera. Buonasera, il mio nome è Sabrina Quaranta, io sono la figlia dell'ex sottosegretario ai lavori pubblici Enrico Quaranta, che durante il periodo, appunto, state parlando dello scandalo Cirillo, era sottosegretario ai lavori pubblici. Nessuno ha detto scandalo Cirillo, abbiamo detto caso Cirillo. Caso Cirillo. Prego. Io mi riferisco alle parole del giornalista Di Gregorio. Sono alquanto inesatte e mi meraviglia soprattutto perché le illazioni che sono state fatte appunto dal signore sono state a suo tempo chiarite, c'è stato un processo, mio padre è stato praticamente chiarito il tutto, quello che mi meraviglia di più, sono stati fatti i nomi di politici, in questo caso di mio padre si chiama Enrico Quaranta e questo signore in maniera abbastanza poco documentata. Ma, signora, scusi, è stato fatto il nome di Quaranta in questo non studio? Non è stato fatto, ma non è stato il nome di un sottosegretario, prima di tutto ha detto ai trasporti, poi si è rettificato e ai lavori pubblici. Sì. Ed era l'unico, quindi chiarisco, il nome è Enrico Quaranta, è stato risolto, queste sono semplicemente illazioni di pessimo gusto, in più una persona deceduta. Mio padre ha dedicato 30 anni di carriera e non certo un signore, oggi venuto ospite della vostra trasmissione, può semplicemente davanti a milioni di telespettatori dare delle informazioni poco esatte. Ma aspetti, rimanga in linea però, scusi, certo. Dopo questa sua protesta, adesso vediamo,
rimanga in linea perché De Gregorio forse ha da rispondere. De Gregorio, signora 40, De Gregorio è un testimone oculare di quelle cose. Come possiamo mettere in dubbio? Possiamo mettere in dubbio la sua memoria forse, ma non la sua buona fede, mi pare. È stato tutto smentito, c'è stato un processo ed è stato smentito tutto, fino all'ultima parola. Sono intervenuti in quei momenti anche personaggi molto più alti di mio padre e poteva usufruirne, ma non mi creda. È semplicemente stato un gioco politico di pessimo gusto, perché mio padre a quel tempo era una persona, era un personaggio, per cui aveva milioni di voti, non pochi. Ed era un personaggio, quindi forse ecco questo qui sarà stato il motivo. Ma parlare di bigliettini, mi creda. Io non voglio, io anzi... Parlo alla telecamera. Signora, mi consenta, io non voglio offendere la memoria di suo padre, per carità. Voglio soltanto dire che, io ho detto soltanto che fra quei bigliettini ce n'era uno firmato dal sottosegretario socialista 40. Ora, vorrei chiederle quando è stato smentito tutto e con quale processo, perché... probabilmente non ne sono a conoscenza, non ne è a conoscenza neanche, penso, il giudice Alemi, che ha istruito questo processo che riguardava i biglietti trovati in casa di Cutolo. Per cui vorrei sapere da lei quando è stato smentito tutto e come, da chi? Questo a suo tempo. Lui è stato interrogato da giudici, c'era, se ricordo bene, il giudice Santa Croce, che si interessò del caso. Lui fu chiamato, ha chiarito il tutto, le dico adesso esattamente, questo potrebbe dirglielo allora, meglio. Forse dato, ecco, forse... Le assicuro... Forse la signora sta parlando, signora, lei sta parlando di un altro processo, il giudice istruttore Santa Croce è un magistrato di Salerno che probabilmente avrà sentito suo padre quando era ancora in vita per una vicenda di altri bigliettini. Di altre cartoline. Il giudice Alemi, che ha istruito questo processo e che è qui pronto a testimoniarlo, non penso che abbia mai sentito il sottosegretario 40. Signora 40, le vuole rispondere? De Gregorio, c'è il giudice Alemi che vuole rispondere forse una cosa alla signora? Sì, posso rispondere chiaramente alla signora che quando giunse la notizia di questi bigliettini il padre era già morto, se ricordo bene, quindi non è stato assolutamente sentito né io ho esaminato la questione, poi anche per questo motivo. Va bene, io grazie. Mi risulta che a Salerno era uscito il nome dell'onorevole 40 per un altro episodio del quale non conosco però la natura. Ecco, allora lo dovrebbe chiarire, perché per levare ogni dubbio, perché sono... No, appunto, io questo non lo so ovviamente, non conosco i processi di Salerno. Io ho telefonato semplicemente per levare, cioè prima di tutto avrei gradito aver fatto un nome e non lasciandolo sospeso, come avete fatto nomi, credo, di Scotti, e a quel tempo c'era anche Gava. Gava, Scotti e 40, erano tutti e tre... coinvolti, e mio padre ma veramente questi nomi non sono stati relativamente a quelle cose, non sono stati fatti, veniamo accusati di faziosità, non vorrei va bene, grazie signora, lei credo che abbia chiarito abbastanza il suo pensiero, la ringraziamo dell'intervento. Senatore Fontana, Celsi, Fontana e Trofino, questo è l'ordine dei prossimi interventi, vi prego. Celsi, ripeto le mie scuse. Io sono rapidissimo e non ho niente di importantissimo da comunicare, anzi superato tutto. Voglio soltanto dire una cosa, che in effetti noi in 7 mesi di istruttoria dibattimentale, 30 udienze, 99 testimoni, 12 imputati, io mi rendo conto che era difficile qui stasera presentare un quadro completo di quella che poteva essere la situazione di questo processo, che era complicatissimo. C'è di più da dire, che ci sono altre vicende fuori dal processo, le morti di cui parlava Teodori, i problemi con i rappresentanti della giustizia, per i magistrati che hanno operato prima, però mi sembra di aver riprodotto stasera qui, abbiamo riprodotto noi, quello che è successo durante il processo. La RAI, questo è un piccolo titolo di bandierina con pochi colleghi dell'ANSA, diamo nomi e cognomi per dire, e dell'Unità, sono stati presenti tutte le udienze. Di Radio Radicale. Anche e Radio Radicale. Anche quando venivano i pentiti che non interessavano, anche quando si sapeva che il parlamentare previsto non arrivava. E abbiamo trasmesso in testate televisive, testate radiofoniche, un'informazione corretta, puntuale, precisa.
stasera si tenta qui un ulteriore passo di approfondimento nell'ambito delle reti. Però io devo dire che stasera noi stiamo vivendo in realtà quello che abbiamo vissuto al processo, cioè noi non abbiamo voluto raccogliere, poi dirò gli altri nel caso del processo Chiero, l'invito di Halevi che finiva il suo documento dicendo: rimando al dibattimento l'approfondimento delle cose che non sono riuscito a chiarire nel mio lavoro. La sensazione che io ho avuto, con molta onestà, è che noi siamo andati a un processo dove, a cominciare dal pubblico ministero, non si è voluto accogliere l'invito di Halevi ad approfondire il dibattimento. Io faccio nera e giudiziaria. Non ho mai visto un pubblico ministero che si rifiutava di interrogare i testi, gli imputati, che si opponeva alle richieste. Consentitemi di dirmi, me ne assumo la responsabilità. Il pubblico ministero, nella prima parte, nel processo di primo grado, l'hanno fatto per motivi diversi. L'avvocato che rappresentava l'onorevole Scotti, oggi ministro degli interni, Bargi, ed è lì, e l'avvocato che difendeva l'unità, che è anche qui, è tarsitano. Ma in realtà le arringhe, per un motivo o per un altro, le hanno fatte loro, la requisitoria l'hanno fatta loro, il tentativo. Abbiamo avuto un'opposizione continua all'allargamento di prove, di inchieste. Oggi, stasera, qui, noi che cosa stiamo sentendo? L'accavallarsi di motivi strettamente tecnici che vengono da Bargi, probabilmente verranno da Tarsitano dopo, cioè si discute in merito a quello che è il dispositivo di sentenza, che cosa ha acclarato la sentenza, quali erano le prove agli atti del processo lì, ma poi sentiamo che dall'altra parte si parla di commissione parlamentare, eccetera. Il tentativo, Bargi per un verso, Tarsitano per l'altro, l'hanno fatto di dire: fondiamo questo materiale e approfondiamo il dibattimento. Io ho avuto la sensazione che non c'è stata la volontà di approfondire, di dibattere, e siamo arrivati a un giudizio di primo grado che, non entro nel merito del giudizio, ma secondo me lascia un po' perplessi tutto, perché tutta questa storia, poi il colpevole è Cutolo per aver fatto qualcosa che non si è capito cosa. Quei poveracci del carcere che casomai non si erano resi conto di aver fatto delle cancellature. E andiamo, e questo, consentitemi, forse è l'unico elemento che io ritengo molto serio e che mi preoccupa, a un processo di appello dove l'istanza di ricorso l'hanno fatta sempre quegli avvocati, il difensore di Cutolo per ovvi motivi, il difensore dell'unità per altre motivazioni, ma non c'è quello del pubblico ministero. E se è vero, non ho sufficiente cultura giuridica per dire che veramente che è così, ma se è vero, noi ad aprile, quando è previsto questo processo, andremo a un processuccio, perché non c'è il pubblico ministero, c'è soltanto una questione di parti. E mi pare che il presidente Bertoni diceva: questo sarà un processo per modo di dire. Senatore Fontana, dia fondo. Chiedo scusa per le interruzioni precedenti. Ma per carità, noi la inviteremo più spesso, perché no, lei... così abbiamo animato un po', sono diventano noiose, no, queste. E devo anche dire che io di questa vicenda mi sono interessato, direi non da specialista, perché è chiaro, io mi occupo di altre cose, direi più di storia che di queste vicende. Per cui, dato per scontato, perché io sto a quella che è la sentenza, a quello che ha detto qui l'avvocato Bargi, che la Democrazia Cristiana non ha, direi, avuto rapporti né a livello di trattativa né a livello di pagamento del riscatto, perché questi sono gli atti ed è la sentenza di primo grado, io vorrei a tutti i presenti rivolgere tre domande molto semplici. In una visione, direi, non solo di questo processo. La prima è questa. Caso Cirillo. Se ne è parlato, a parte i processi, il 23 marzo in Parlamento, il 2 aprile dello stesso anno dell'82 in Parlamento, il 5 luglio dello stesso anno, il 22 febbraio dell'83, il 13 novembre dell'84, il 29 gennaio dell'85. Cioè, praticamente, da 10 anni si ritorna continuamente su questi fatti. Se noi teniamo conto, ecco la domanda, il fatto che
tra tutti i delitti più infami, direi quello maggiormente infame è quello del sequestro delle persone, perché diventa una tortura non solo sul sequestrato, ma anche sui familiari e su tutto quello che sta intorno, continuare a rivangare anche attraverso lo strumento pubblico questa situazione di disagio umana, prima ancora che politica, con tutte le strumentalizzazioni, se non sia un atto, direi quasi, direi più da aguzzini, direi, che non da persone, da persone serie. Quando un uomo come Cirillo è stato provato, come è stato provato, e l'avete visto in quelle immagini agghiaccianti che ci è fatto. Prima domanda, se non sia il caso di finirla, di rimestare in questa maniera queste vicende, proprio per gli aspetti umani, prima domanda. La seconda domanda, perché allora questo clamore? Perché Cirillo è un politico? No, perché proprio a Napoli si è verificato un caso analogo di un politico altrettanto illustre, forse più illustre, come De Martino, che è stato sequestrato. Cara Bonsanti, è stato pagato anche lì un riscatto e chissà cosa è stato fatto con quei soldi andati in mano ai malviventi. Ai malviventi. Momento. Posso chiedere? Momento. È stato giusto pagare un miliardo e mezzo alle Brigate Rosse? Risponda. No, le Brigate Rosse, Camorra. Aspetta, lasciami finire. Allora dico, perché su questo fatto il blackout? Giustamente, io dico, è stato steso un velo pietoso su una situazione di questo genere, mentre questa è stata reclamizzata e pubblicizzata, per cui se ne parla ancora. De Martino dovette rinunciare alla candidatura alla Presidenza della Repubblica. Seconda domanda. È una vergogna. Fosse stato a costare le due cose. Aspetta, no, bisogna chiedersi. Non si è mai detto. De Martino era il figlio di De Martino. Scusa, c'è Tarzitani. È stato pagato un riscatto anche in questo caso e si è trattato con la malavita anche in questo caso. È vero o non è vero? O terrorismo. Aspetta, lasciami finire. Terza domanda. Se è possibile anche dire una cosa. Terza domanda. Da prima mano si può dire. Volevo dire solo una cosa. Se devo rispondere. La terza domanda è questa. Cioè, perché ci occupiamo tanto di Cirillo? Era questa. Aspetta un momento. La parola è a lei, Trofino. Appena finito la parola è a lei. Io vorrei, posto che non c'è stato trattativa tra il Partito della Democrazia Cristiana e le Brigate Rosse e il resto, io vorrei che mi citassero i presenti qui un solo caso in Italia di sequestro di persona nel quale i familiari non abbiano fatto di tutto trattando per portare a casa la propria persona cara. E la domanda è questa. Questi familiari, io ho conosciuto alcuni casi, potrei anche citarli, li ho vissuti, con chi hanno trattato? Con le dame di San Vincenzo? Certo, con la malavita. Con la malavita. Con la malavita. Purtroppo tutti hanno trattato con la malavita quando un familiare è in mano. Ma attraverso c'è bisogno di una riflessione a questo punto. Posso dire una cosa? È tutto da dimostrare. La domanda che dico io, se è vero tutto questo che ho detto, tre punti, non siamo forse in presenza di un caso clamoroso di caccia alle streghe? Direi che è incompatibile, direi, con un sistema come il nostro, che dovrebbe, come ho detto prima e che ha ripreso, un sistema costituzionale in base al quale i processi politici si fanno con il voto, i processi penali si fanno con la magistratura e sono sempre basati prove personali e documentate. Grazie. Il confondere i processi politici con i processi penali fa parte di ordinamenti che esistono magari nei regimi comunisti, ma che non esistevano in Italia. Adesso sono finiti anche lì. No, come Trofino. Finiti? C'è tutta la Cina che è ancora comunista. Finirà presto anche in Cina.
Finirà presto anche la Cina, l'avvocato Trofino. Io volevo rispondere al senatore Fontana sul problema del perché noi parliamo di Cirillo in questo momento. Però prima di rispondere su questo punto... Perché è un democristiano, è semplice. No, assolutamente no, le dirò di qui a un istante perché. Però prima di questo le voglio dire cosa io risposi al generale May, che era il vice direttore... Sostituiva Santo Vito. Sostituiva Santo Vito. Il vice direttore del SISMI, quando comparve sul processo Cirillo, Fausto Tarsitano era con me. Quando io chiesi al generale May se era vero che erano andati da Cutolo ad offrire del denaro, May si voltò e mi disse: lei come si chiama? Lo disse con un'aria da inquisizione dei servizi. Allora io dissi al generale May: sono Paolo Trofino, sono sposato, ho due figli, abitudini sessuali normali, le posso porre la domanda che le voglio? E aggiunsi: non ho la tessera e non ho mai avuto la tessera di nessun partito politico. Questo perché la mia risposta a lei sia abbastanza chiara. Ci occupiamo di Cirillo, tanto, ed è giusto che la gente ci ascolti e se ne occupi anche lei. E questo spunto di riflessione che io do in fine serata possa continuare magari anche a casa, e auguriamoci che continui. Perché se continua vuol dire che lo Stato democratico ancora si difende sotto questo aspetto. Ci occupiamo di Cirillo perché dopo 13-14 ore dal sequestro i servizi di sicurezza che dovevano presiedere alla sicurezza di questo Stato attingendo informazioni sul sequestro Cirillo sono andati dal più potente capo Camorra che era in Campania. Ma chiedegli... No, ascolti, io le sto rispondendo solo perché ci occupiamo tanto di Cirillo. Non ho nessuna matrice politica, non difendo nessun partito in questo momento. Io le sto dicendo perché ci occupiamo tanto di Cirillo, perché i servizi segreti dopo 14 ore dal sequestro Cirillo sono andati ad offrire e a chiedere l'intermediazione di un potente capo di Camorra perché facesse da mediatore tra e rappresentasse quindi lo Stato democratico nel contrasto con un gruppo di evasione clamoroso che erano le Brigate Rosse. Ecco perché ci occupiamo di Cirillo. Ecco perché. E le posso assicurare, ci occupiamo tanto di Cirillo perché mai c'è stato un abbassamento di livello delle difese dello Stato democratico come in quel momento. Questa è la mia. Che non ha niente di politico, che non si appartiene a nessuno. Questo è. Ora, accanto a questo, io volevo dire un'altra cosa, per la verità. È tardiva come. Vabbè, forse rispondiamo prima al telefono, diciamo già. Pronto. Buonasera, sono Ciro Cirillo. Ah, Cirillo, lupus in fabula, buonasera. Lupus in fabula. Credo di aver fatto molto bene a non intervenire come lei mi aveva pregato di fare, perché innanzitutto tutto questo rinnova in me momenti di angoscia, di dolore, non solo in me ma nella mia famiglia. Rivedo in questa trasmissione delle scene che ho tentato in tutti i modi sempre di dimenticare, di cancellare dalla mia memoria, ma di cancellare soprattutto anche i 9 anni successivi. Io non auguro a nessuno, neanche, ho perdonato tutti, non auguro neanche al Presidente Bertone, col quale farei volentieri, però non in questa occasione, un colloquio. Glielo chiederei proprio un colloquio. Sono onorato, e quando vuole, io sono a disposizione. Presidente, io non auguro a nessuno di soffrire quello che ho sofferto io, quello che ha sofferto la mia famiglia. E soprattutto questa persecuzione dei 9 anni successivi. Detto questo, passo ad alcune considerazioni brevissime. Mi ha addolorato molto, dottor Augias. Prego. L'introduzione che lei ha fatto, cioè quando mi ha voluto quasi rappresentare come uno che maneggiava denaro del pubblico con disinvoltura, e vedi caso si cita il periodo del terremoto. Ma sa, quando io sono stato rapito, 6 mesi dopo il terremoto, ed sarebbe stato molto opportuno vedere qual era la mia funzione in questi 5 o 6 mesi che sono passati tra il terremoto e la ricostruzione successiva. Io
ero vicepresidente di un comitato tecnico scientifico che non aveva fatto il compito di amministrare alcunché, ma semplicemente di stabilire dei criteri sani per utilizzare una sventura che si era abbattuta nelle nostre zone e creare delle condizioni per uno sviluppo sano dell'economia. E magari avessero seguito quella impostazione. Ed era di questo che mi accusavano innanzitutto i brigatisti che volevano questo benedetto piano, che poi non esisteva, e del quale facevano parte esponenti di tutte le parti politiche. Altro che amministrare i fondi, altro che amministrare i fondi, ecco il mio risentimento, ecco il mio risentimento. Perché non si è approfondita questa parte? Perché non si è approfondita? Questo non era compito della magistratura, evidentemente, era compito di chi? Non lo so. Comunque, l'altra mia considerazione che vorrei fare è quando è stato citato un rapporto di polizia. Ma non vi sono per caso altri rapporti che sono stati disattesi? Si è fatta un'indagine per vedere se nei miei circa 30 anni di attività pubblica vi sia una qualche irregolarità, non dico reato, ma irregolarità. Questo solo per mostrarmi dinanzi alla pubblica opinione come un affarista. Ah, su questo io non consento ad alcuno. Io non lo so, forse scriverò anche un libro, peccato perché molte testimonianze io non le ho registrate, avrei dovuto sempre fornirmi di un registratore per certe cose, perché è molto facile avere una querela in questo caso. Comunque, chiedo scusa, prego. Ma è uno sfogo di un uomo che ha sofferto e soffre ancora nel vedere queste immagini e nel sentire questa affermazione. Attenzione, prego. Chiamata urbana urgente per il numero 881. Grazie. Grazie, Cirillo. Io naturalmente sul lato umano, richiamato anche prima dal senatore Fontana, nessuno osa dire una parola in questa sede. Anzi, se una parola diciamo è di comprensione, perché Cirillo... Scusi Fontana, per favore. Lei già non dovrebbe fumare, che quella cosa poi se vengono i pompieri ci mettono tutti in prigione. E soprattutto non la butti così per terra. No, vado fuori a fumare. Ah, ecco, poi torni però. Io vorrei rispondere. No, aspetti, c'è Alemi che vuole le sta per rispondere, Fontana. Vorrei fare due precisazioni soltanto. Stava parlando Trofino. No, ma per carità. Stava parlando Trofino. Io vorrei, scusi Alemi, vorrei che finisse Trofino, perché ha ragione. No, no, ma io del resto avevo già finito la risposta sul problema. Volevo solo dire, siamo partiti dal delitto Ammaturo. Credo che forse stasera non è stato detta una cosa di Ammaturo, uno dei grandissimi meriti di Ammaturo come investigatore. Io non credo molto, per la verità, mi scuserà Sergio De Gregorio, a questo interscambio di favori tra Camorra e BR. Vedremo solo per un attimo, farò una riflessione rapidissima, poi l'affronteremo magari in una sede diversa. Voglio solo dire, ed è la cosa credo che non è stata detta fino adesso, che Ammaturo è stato uno che per primo ha visto 10 anni fa un intreccio Camorra politica, che è un tema attualissimo solo oggi o da qualche anno a questa parte. Ammaturo già nel 1979 ha parlato di queste cose, ha fatto delle investigazioni, tant'è vero che fu trasferito a Gioia Tauro, ricordiamo tutti quell'episodio, perché non garantiva la vittoria di un determinato partito politico a Giugliano. Ora, questo era un grande merito di Ammaturo. Non sono d'accordo con Sergio De Gregorio quando mi dice c'è stato un interscambio tra la Camorra e l'EBR, sicché il favore di uccidere Ammaturo sarebbe stato un favore mutuato dall'EBR a Cutolo. E questo non perché io sia stato difensore di Cutolo in alcuni processi, ma solo perché vi è un argomento logico, credo veramente insuperabile. Perché De Gregorio mi dovrebbe spiegare perché? Nel momento in cui Cutolo è al vertice di un'organizzazione criminale veramente di grandissime proporzioni, si legge nella sentenza ordinanza Alemi che aveva circa 3.000 uomini armati, che si muovevano dove?
a Maturo è stato ucciso a Napoli, che si muovevano su un territorio che conoscevano benissimo, che avevano una forza militare incredibile, veramente clamorosa. Allora De Gregorio dovrebbe spiegarmi, così affettuosamente, dati i nostri rapporti di amicizia, perché Cutolo avrebbe chiesto questo favore. Posso capire un Cutolo che chiede il favore di liberare Cirillo, ma non posso capire Cutolo che chiede un favore di uccidere a Maturo o qualsiasi altro funzionario della questura, a lui ostile, o comunque verso il quale aveva un contrasto, perché aveva una forza militare tale e che si muoveva su luoghi conosciuti e che aveva, diciamo, delle basi logistiche certamente più favorevoli delle BR. E con questo credo di aver esaurito. Brevissimamente, l'intreccio non è così semplice. Cutolo chiede il favore, allora c'è da chiedersi anche per come mai Cutolo abbia trattato con le Brigate Rosse. No, ma non come abbia mai. Trattato con le Brigate Rosse che in un primo momento chiedevano armi e lo Stato scende a livelli. Ma poteva chiedere qualunque altra cosa, ma non poteva chiedere. Allora, scusami, Sergio, voglio dirti solo una cosa: interscambio significa chiedere a qualcuno una cosa che io non ho ed avere da lui una cosa che lui e dare a lui una cosa che non ha. Interscambio, intreccio significa questo. Ora io ti dico, avvocato, se, no scusa, lascialo per favore, per favore. Dio santo, è tutta una serata che aspettiamo quattro parole. Ha ragione, no. Ora io dico questo, siamo perfettamente, interscambio significa dare qualcosa a uno che non ha e di ricevere qualcosa da lui che non ha. Ora ripeto, poteva Cutolo chiedere Cirillo, chiedere armi, chiedere dollari, chiedere qualsiasi altro fruizione che non avesse la disponibilità, ma non poteva chiedere di uccidere a Maturo, perché uccidere a Maturo per lui sarebbe stato molto più semplice che per le BR. E poi non dimentichiamo una cosa, e qui sono d'accordo con Dino Bargi quando dice che voi legate il delitto a Maturo alla indagine che stava svolgendo e quindi, diciamo, riferimento anche al problema Cirillo, esclusivamente sulle considerazioni e sull'interrogatorio di Pandico, che io qui in fotocopia, che il giudice Alemi attenzione, l'istruttorio Alemi, no. L'istruttorio Alemi è qualcosa di molto più complesso. No, avvocato, io ce l'ho davanti. Due parole per io ce l'ho davanti. Chiedo scusa, De Gregorio, c'è Alemi e ci sono due persone che vanno. Voi mi spiegherete, io sono qui ad ascoltarvi. Deve uscire. Adesso mi devo richiamare a Dino Baggi, parlo per documenti. Nella inchiesta che vorrebbe legati l'EBR alla Camorra e quindi al delitto a Maturo, in particolare solo il delitto a Maturo, perché non discuto della globalità, può darsi che vi siano stati dei rapporti BR Camorra, non certamente per quanto riguarda l'episodio a Maturo, scusami. Perché Casillo, per quanto riguarda il problema di... No, scusami, se mi fai parlare perché è faticoso. Sì, no, per favore, De Gregorio. Sentire una voce poi, che... Poi è inutile. Perché non capisci nemmeno quello che dico io, questo è il problema. Profilo. Allora, io ti volevo dire che noi, a fronte di quattro brigatisti che confessano il delitto, a fronte di quattro documenti che danno una spiegazione ideologica e certa del delitto a Maturo, contrapponete voi che vi affezionate a questa idea del delitto commesso dalla Camorra e quindi dalle BR, esclusivamente partite ed arrivate con la direzione di chi? Come vi diceva Baggi, di Pandico Giovanni, il quale dice delle castronerie in questa dichiarazione enormi, fino a parlare, ed ho concluso veramente, fino a parlare addirittura che lui nel carcere di Ascoli Piceno avrebbe parlato con Cutolo, che gli avrebbe detto che la NCO, la nuova Camorra organizzata, per chi ci ascolta, doveva rivendicare l'attentato ad Ammatura. E tu sai meglio di me che la letteratura giudiziaria degli esperti della nuova Camorra sa benissimo che la nuova Camorra non ha mai rivendicato nessun attentato. E con questo. Scusate, io vi devo, sono a mezzanotte meno tre. Ci sono adesso a parlare Alemi, Tarsitano, Teodori, Bonsanti. Mi dicono dalla regia che a mezzanotte e un quarto dovremmo chiudere. Fate voi, dottor Alemi. Io voglio dire una parola pubblica, una parola. Bertone, dopo. Allora, volevo rispondere brevemente alle domande, a qualcuna, non a tutte le domande del senatore. Sia nella istruttoria che nella fase dibattimentale è stata comunque esclusa la partecipazione, l'ideazione della DC come proprio elemento propulsore della trattativa. Nella istruttoria, come nel dibattimento, le leggo
Le posso dire la pagina 594 della in modo da dare le mie. Le crede sulla parola. Allora, il tribunale ha concluso: non emerge la prova chiara della DC quale presunta mandante della trattativa. Cioè, non emerge la prova chiara significa che ci sono una serie di elementi di sospetto, di dubbi, ma non c'è la prova chiara. Sì. Questo come primo punto. Secondo punto, elementi esponenti della DC, mi sembra che già abbia risposto il dottor Augias quando ha riferito sempre la pagina della sentenza del Tribunale, non parlo quindi delle mie conclusioni, ma del Tribunale, il secondo cui vi furono interventi attivi e concreti a un concetto ben pregnante. Interessamenti di determinati esponenti del partito e dello stesso segretario politico. Per fare, per raccogliere i fondi, per ottenere la liberazione dell'assessore Cirillo. Questo è il punto. Sto cercando di parlarne brevemente. Senatore. Le ha detto in Parlamento, se non sbaglio, può darsi che sbaglio qualcosa delle cose che le ha riferito. Dice, se ne è parlato in Parlamento tante volte. In Parlamento, se le legge sia le relazioni successive, la relazione Gualtieri, vedrà che in Parlamento se ne è parlato, ma normalmente in maniera scorretta, perché i servizi avevano dato, i responsabili dei servizi, avevano dato informazioni errate al capo del governo e alle varie personalità che di volta in volta sono intervenute in Parlamento per dare spiegazioni e sono stati poi smentiti successivamente dagli atti processuali. Poi dice perché si ne doveva parlare dell'eventuale interessamento del partito DC o degli esponenti politici. Se ne doveva parlare perché costituiva elemento dell'indagine, c'era il documento dell'Unità che indicava l'ADC come trattante, quindi si doveva esaminare se effettivamente l'ADC avesse o meno trattato per Cirillo. Si doveva esaminare se gli esponenti... Quel documento falso. Sì, sulla base... Però quel documento falso aveva provocato una querela dell'onorevole Scotti, una querela del senatore Patriarca, con costituzione di parte civile. Quindi era indispensabile esaminare questi argomenti. Poi lei faceva la differenza rispetto al sequestro di Martino. Non sono io in grado certamente di darle la risposta, però c'è un'ipotesi possibile. Nel caso del sequestro di Martino si è detto dal primo momento, se ricordo bene, il riscatto è stato raccolto tra i tesserati del partito. Non so, può darsi che sbaglio, ma io ricordo così. Se nel caso del sequestro Cirillo dal primo momento ci fosse stata chiarezza, non si fosse nascosto il pagamento del riscatto, non fosse stato necessario saperlo prima dai terroristi e poi soltanto dopo aver incriminato i familiari di Cirillo e quindi avere cercato di chiarire tutta una serie di particolari, forse non sarebbero stati necessari neanche i famosi 9 anni di trattative di cui parlavamo. Questo per quanto riguarda. Poi lei dice perché se ne è parlato tanto, è proprio per la complessità delle realtà intervenute nella vicenda. Anche perché era ghiotto come argomento politico. No, non è ghiotto. Sì, non mi sento di escluderlo. Senatore, però se ne è trattato, c'è un altro aggettivo processuale per definirlo, purtroppo. No, non è appetibile. Ghiotto non è l'aggettivo adatto, senatore, dia retta. Da speculazione politica. Bertoni, per piacere. Due morti. Le volevo ricordare soltanto. Bertoni. C'è Fausto Tarsitano che aspetta da tempo. Mi scusi, senatore. Grande. Si parla di pagina 477 della ipotesi non verificata con certezza di una trattativa globale unitaria tra la nuova camorra organizzata, la famiglia Cirillo, i servizi e le Brigate Rosse. Il tribunale conclude, ci sono una serie di elementi a sostegno, ma non tali da permettere di affermare come provata questa tesi. Queste sono soltanto alcune degli appunti che volevo fare. Avvocato Tarsitano, avremmo voluto sentirla stasera almeno quanto l'avvocato Bargi, no, purtroppo no. Si deve limitare. Prego. Dopo fare un'osservazione. Io vorrei che non sfuggisse al senatore Fontana che qui non è in gioco, non sono in gioco Democrazia Cristiana, altre questioni. Qui è in gioco l'esercizio del potere nella democrazia italiana in quegli anni. Di che cosa io mi lamento? E per questo io credo che Algias o Telefono Giallo, la Terza Rete, abbiano fatto questa trasmissione.
Nel 1982, come lei ha ricordato, tre volte il Presidente del Consiglio, che allora era Spadolini, è andato davanti alle Camere riunite per sapere, per dire quello che sapeva. Ogni volta ha dato tre versioni diverse, perché man mano che andava discutendo, andava informando, i servizi segreti e tutti quelli che sapevano, cioè il Ministero di Grazia e Giustizia e tutto il resto. Scusa, mi fai dire. Fai parlare il Tarsitano. Gli davano. Alla Juventus. Per favore, neanche alla Juventus. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Gli davano delle informazioni che egli stesso, cioè Spadolini, diceva che erano frammentari ed erano solo brandelli di verità. Nel 1984 poi si è riunita e abbiamo il documento della Commissione dei Servizi. Anche il documento della Commissione dei Servizi non contiene tutta la verità. Mi dispiace, perché il Tribunale, per esempio, un solo esempio e poi vado al succo del discorso, breve, il Tribunale, per esempio, dice: non è vero che solo il Sismi ha cercato la trattativa, esatto, come aveva affermato il Comitato dei Servizi. No, state attenti, e avverte tutta l'opinione pubblica. Anche il SISDE, a partire dal 2 maggio, si è mosso per la trattativa. Parisi. Cioè, Parisi. Noi abbiamo assistito, caro Fontana, mi dispiace, a un fatto inusitato nella storia giudiziaria del nostro paese. Il Tribunale di Napoli ha detto, non leggo, vorrei leggere le no, stesse. No, non legga, non legga. Ma non è, non legge, a memoria, a memoria. Dice il Tribunale, mi arrendo, non posso far giustizia, perché mi manca la prova documentale che è sparita, la prova orale, perché per esempio quattro funzionari del SISDE per quattro volte sono venute qui davanti e tutti e quattro hanno dato una versione diversa. Allora, perché è accaduto tutto questo? Chi ha fatto muovere i servizi segreti in quel modo? SISDE e SISMI. Chi doveva controllarli e non li ha controllati? Chi ha permesso che fornissero quelle versioni false, bugiarde, come abbiamo visto nel filmato che documentava le bugie di Criscuole, di Salzano, di Belmonte, in contrasto col capo della polizia che forniva alcune date diverse da quelle che fornivano invece i suoi funzionari. Ecco, allora, c'è qualcuno che sa ancora come bisogna andare, approfondire, c'è un processo, no? C'è ancora che io credo, lo devo dire, così come per esempio l'onorevole Giorgio Napolitano è venuto alla Camera e ha detto: ci scusiamo, quel documento è falso, ci scusiamo con l'onorevole Scotti e con altri. A qualcuno ha detto che ci siamo, non ci eravamo rotta la testa e non bisognava l'ha detto l'onorevole Formica, ma non è questo il punto. E il punto è che noi dobbiamo andare a discutere se in questi anni ha potuto fiorire un'anomalia di questo genere, che c'era un potere politico irresponsabile, un potere politico che doveva sorvegliare e non ha sorvegliato. Un potere politico che ha potuto permettere che Cutolo fosse, insieme ai servizi segreti, uno degli intermediari della trattativa. Guardi, ed ho finito. Una sola cosa. Con quel 1.450.000.000, le Brigate Rosse lo avevano detto nel loro comunicato numero 12, li spenderemo bene i soldi che abbiamo sottratta alla famiglia Girillo, al suo partito, eccetera, eccetera. L'hanno impiegato bene. Molta gente poi è morta subito dopo. In tutte le del Cogliano. Le varie finali. Teodori, colonne. Per favore, Teodori. In maniera molto rapida, Augias e colleghi, il problema è questo. Dopo 10 anni noi parliamo del caso Girillo come di un, probabilmente dell'evento peggiore della storia di questo paese.
E l'evento peggiore non è perché è un altro scandalo rispetto a tutti gli altri, ma perché c'è stato qualcosa in più e di diverso. C'è stato l'intervento dello Stato attraverso servizi segreti, ministeri, permessi, le carceri e tante altre cose. L'intervento dello Stato in una triangolazione di poteri criminali. Allora, la riflessione che noi oggi dobbiamo fare, dopo 10 anni, 10 anni che hanno seguitato a produrre delle morti, in 10 anni in cui, da una parte, nelle aule giudiziarie, lo diceva Tarsitano ora, non si è arrivato a fare giustizia. Nelle aule parlamentari si è impedito un compito che è un compito dei più nobili del Parlamento, quello del potere di controllo, che è una sfera diversa da quella giudiziaria. Si è impedito che fosse esercitato nella sua sfera, che è assolutamente complementare e diversa di quella giudiziaria. Rischia di fare solo cioè, quello. In 10 anni le aule giudiziarie non sono riuscite ad andare a fare giustizia, non a trovare la verità, a fare giustizia. Il Parlamento è stato impedito di esercitare una sua funzione, che è una funzione costituzionale. Le morti sono seguitate in maniera impressionante, legate al caso Cirillo. Allora, noi ci dobbiamo chiedere perché è successo tutto questo. Perché è successo che per la prima volta, in una storia che pure non è una storia pulita di questo paese, c'è stato un intervento attivo dello Stato che consentisse questo grumo spaventoso fra criminalità comune e Brigate Rosse e via di seguito. Allora, questa è la ragione, caro Fontana. Se non si riesce a fare la verità sul caso Cirillo, questo è un peccato. Ma tu pensi che i servizi segreti si erano deviati, inquinati? Ma questa è una cosa che... Consentimi, scusa, hai interrotto tutta la sera, consenti. Se non si fa verità... Ma dico, stai dicendo delle cose ovvie. Ma dobbiamo farle finire, però. Tutti. Però debbono finire perché la deviazione dei servizi... ma debbono finire, però, onorevole Fontana. Debbono finire queste cose. Auges, Fontana. Certo, col concorso di tutti. Bertone, certo. Voi che siete chiamati così come imputati, se volete uscire... Fontana, dalla questa situazione di imputati o di sospettati, dovreste fare quello che non avete fatto fino ad ora, cioè arrivare in fondo alla questione, perché se voi impedite che si arrivi in fondo alla questione, come avete impedito in Parlamento, in tribunale, voi seguiterete a essere sospettati. Questo è il punto. E il caso Cirillo rimarrà aperto, e rimarrà aperto perché una democrazia non è tale, piena, se non riesce a colmare queste piaghe, e questa è una piaga aperta e che rimarrà aperta. Grazie. Scusa, volevo dare la parola a Bonsanti, ma devo dare la precedenza a questo telefono. Pronto? Senta, per fare un intervento molto breve, sono il dottor Del Duca. Oh, il dottor Del Duca. Mi scusi tanto. Buonasera. Ecco, buonasera, scusi tanto a lei, ma perché credete che lei mi avesse invitato e molte cose fossero chiarite, perché c'è qualcuno che si vuol mettere in evidenza e ciò mi addolora. Questo giovanotte Gregorio, che mi fu segnalato da Gio Marrazzo, allora era un giovanotte che non conosceva niente la Matura, e si dice oggi di conoscerlo. Questo mi addolora, perché la moglie di Matura, che sta sempre con me notte e giorno, e sta con me la signora Matura e i figli, poi per dire, io andai a casa di Cuto con 50 o 60 uomini, lui mi ha seguito, lui non come giornalista, ma come uno per essere così aiutato, per fare qualche fotografia, eccetera, perché allora era un ragazzino, e allora se c'era qualcosa di male io l'avrei allontanato, ha assistito a 2 cartoncini senza busta, non indirizzata a Raffaello Cutola, e poi per dire che in quella casa non c'era solo Cutola, Raffaello, ma c'era altri familiari, di cui anche Pasquale il fratello, che era una guardia giurata, con un portadame in quell'epoca, che non sappiamo a chi ha indirizzato quei 2 cartoncini, questo per chiarire. Ho capito. Allora se qualcuno lo mette in evidenza e poi parla di dossier o altre cose, Antonio Tonino era con me, e ancora giorni fa, sul mattino è uscita la mia fotografia con la moglie Amatura, che ho dato una medaglia a moglie. Grazie, dottor Del Duca. E questo mi addolora che si mette in mezzo. Siamo tutti addolorati. Mi addolora che lei dà una spazio a certi giovanotti che non sono giornalisti. Dottor Del Duca, la ringrazio tanto. Grazie. Bonsanti. Buongiorno. Vorrei dire una cosa
che mi è venuta in mente mentre parlava Fontana. 10 anni, è vero. Non è che ci divertiamo a riparlare sempre delle stesse cose. Anche a noi, che siamo semplicemente dei giornalisti e dei cronisti, ci piacerebbe poterci occupare di altro. No, non è propaganda. Sì. È semplicemente che questo caso, come altri casi, non sono stati risolti. Allora, noi comprendiamo il dolore di tutti. Di Ciro Cirillo e della sua famiglia. Comprendiamo il dolore della famiglia Moro, ma siamo costretti a continuare a occuparci del caso Moro. Comprendiamo il dolore dei figli del generale Dalla Chiesa, perché loro non vanno messi sullo stesso piano quando tutti i mafiosi vengono assolti, ad esempio. Allora, il dolore non può fermarci da occuparci di questi casi. Allora, perché continuiamo a parlare del caso Cirillo? Ma perché quei politici che in qualche modo hanno avuto a che fare con la vicenda non sono venuti a testimoniare, non sono andati in tribunale e non sono voluti venire qua? Perché in Italia c'è questa idea che testimoniare è una vergogna? Ma sono venuti in tribunale. Non è una vergogna. No, ma dico, ma devono venire a farsi processare qui? Non devono venire a farsi processare. Dovevano andare in tribunale. Allora io non sono andato in tribunale. Ma perché dice una cosa falsa? Gava e Scotti non sono andati in tribunale a raccontare uno. Posso finire di parlare? Per favore, sta parlando Tarsiano. Va bene, sono due ministri dell'interno entrambi. Forse potrebbe darci una mano. E fate finire la bozzata. Bargi, ma dove stavo rispondendo? Ma non deve rispondere, deve ascoltare. È il momento di ascoltare, poi risponderà. No, io volevo solo dire che è una questione di civiltà e di cultura. Aiutare, testimoniare è aiutare a risolvere i casi inquietanti. Il Gava non ha voluto raccontare. Allora, scusami, rapidamente, viene rapito Cirillo il 27, 2 giorni dopo il suo segretario, il sindaco di Giuliano, democristiano, mi dispiace, va là, va nel carcere di Ascoli Piceno. Cirillo è l'uomo di Gava, Gava è il segretario, è il responsabile politico della DC, segretario politico della DC e Piccoli. Possibile che tutti questi signori non abbiano mosso un dito per lui? No, non lo hanno mosso. Allora vanno per favore in tribunale e lo raccontano, o vengono qui e ce lo dicono. Due di loro sono stati ministro dell'interno. Testimoniare è una prova di civiltà e non è una vergogna. E lo dico anche riferendomi ad altri casi che in questo momento potrebbero essere molto aiutati dalle testimonianze di alte personalità istituzionali e che non vengono fatte perché sembra che testimoniare sia una vergogna. Voi alludere al Presidente della Repubblica? No, non alludo. Dovrà fare due, ma lei dovrebbe parlare da 3 interventi. Se parla adesso salta quello di dopo. Sì, avete solo quello. Prego. Avete chi? Io vorrei solo fare proprio 3 osservazioni. No, Fontana, no, vorrei fare solo 3 osservazioni rapide. Presidente della Repubblica, no, vorrei innanzitutto vorrei fare 3 osservazioni molto rapide. Bargi. Ricollegando quello che diceva la domanda che faceva il signore Fontana, rispondendogli, ma gli rispondo prendendo spunto da quello che diceva la Bonsanti adesso. Perché io non ho capito bene. Se non vale neanche l'accertamento che viene fatto dalla giustizia, che viene fatto in sede giurisdizionale, per poter avviare perlomeno un discorso, non dico di verità, ma perlomeno di vicinanza alla verità, questo discorso non finirà mai, perché siccome stiamo ripetendo, malgrado un accertamento avvenuto, che ancora sub iudice, arriviamo alla stessa prima testa. La domanda che pongo avvocato, non risponde, è una. Le ha già risposto prima Bonsanti, perché mi sembra se avvocato, guardi una cosa solo. Tarsitano le ha detto, i giudici sono rassegnati. Sì, una precisazione vorrei fare. Vorrei dire, siamo impotenti. No, per quanto riguarda, i servizi, che non mi interessa certamente difendere, vorrei solo fare un'osservazione, perché tutti ripetono lo stesso ritornello da un sacco di tempo. Cioè, chi è che ha fatto muovere i servizi? Ma non c'era bisogno di nessuno che li facesse muovere, perché si trattava di un atto eversivo, sicché il fatto che si siano attivati per andare immediatamente a prendere contatti non significa che si debba un attimo soltanto. Ora il fatto di essere, ognuno può pensare come crede, non ha importanza. Comunque certamente le risponderanno, voglio un attimo solo su questo punto. Mancuso nemmeno i politici furono ora certa, per favore, anche se siano signori, ci stiamo, c'è una seconda cosa che non commento, la dico soltanto per essere rapido, che abbiano preso contatto con Cutolo non significa proprio niente, anche se può apparire enormità, perché? Altra cosa è, su questo punto non c'è chiarezza, aprire una trattativa, altra cosa è cercare un'informazione,
fa parte dei compiti istituzionali dei servizi. Beh, ma il tribunale esclude acquisire informazioni. Ma il tribunale esclude il tema, il tema fondamentale. Fate finire Bargi, per favore. Per favore, Fontana. Il tema fondamentale. Si dirà che Bargi non ha potuto parlare per colpa sua. Il tema fondamentale è quello di stabilire se una trattativa ci fu o meno con i servizi, premesso che, e su questo devo un attimo fare un'esercizione su quello che ha detto il giudice a lei, non è che non c'è la prova chiara che la DC non abbia trattato, perché devo leggere solo una frase e ho finito. Ripeto, chiarito che una cosa è il contatto con Cutolo, altra cosa la trattativa, che non è stata accertata, tant'è vero che nella sentenza non c'è prova di alcunché che abbia ricevuto Cutolo per tramite dei servizi, fermo restando che possono aver aperto la trattativa, a me non interessa difendere i servizi. Io non ho detto no, questo. Chiarivo, per no, quando guardavo quel fatto della Democrazia Cristiana, non è che manchi la prova chiara, sicché si lascia nell'ombra e nel sospetto. La sentenza dice a foglio 683, la conclusione formulabile è dunque la seguente. Nel corso del sequestro Cirillo, vi furono interventi attivi e concreti. No, ma non è che manca la prova chiara. No, non è che non dice non c'è la prova chiara. Certo, lo dice in un'altra parte. Non aventi però questi interventi natura e caratteristiche tali da comprovare la ricollegabilità. E mi pare italiano. L'abbiamo letto. L'ho letto io, avvocato. Non c'è la prova chiara. Un giurista significa che c'è la prova dubbia. Qua non c'è alcuna prova che sia ricollegabile questo comportamento ad un'attività del partito o che comunque questa attività integri un'attività di trattativa. Solo per chiarire la questione. Augia, ci voglio dire due parole solamente. Scusate, c'è per tutti. Presidente. Allora, senatore Fonda, volevo dire, senatore, lei... come noi siamo stati ospiti di una trasmissione che fortunatamente per questa nostra Italia ha consentito la libera espressione del pensiero di tutti. Lei ha espresso dei giudizi anche, diciamo, aggressivi, imboscata, farsa, ridicolo a Mancuso. Come Mancuso no. È stato ha detto ridicolo, sì, senatore Fontana. In nessun'altra parte al mondo sarebbe stato consentito questo. Grazie a Dio che c'è Augias, che c'è la terza rete, è la verità. Devo dire questo. Poi, un bel diploma, poi cioè. grazie a Dio. E poi voglio dire un'altra cosa. Ecco, lei ha manifestato, credo, una disponibilità a che si rimuovano e può contribuire lei con l'autorità che ha come direttore del Popolo e come esponente di primo piano della Democrazia Cristiana, che si rimuovono questi ostacoli che finora ci sono stati perché la magistratura faccia chiarezza. La prima cosa è il segreto di Stato. Finisco con un ricordo proprio bene. Tutte le democrazie. Deve durare una riga. Il segreto di Stato. Una riga. Il 20 agosto 1799 fu ucciso nella rivoluzione napoletana, alla fine della rivoluzione napoletana, un vescovo, dovrebbe essere caro la sua memoria, come la mia, per altre ragioni, per la verità. Forza, Michele Natale si chiamava quel vescovo, di Vicequenze, ne abbiamo parlato pure, mi pare, di Vicequenze. Quel vescovo aveva scritto un catechismo rivoluzionario, dove stava scritto che deve fare il governo democratico, i governanti, diceva Michele Natale, non lo dico io, i governanti debbono far conoscere tutto al popolo sovrano, tranne qualche caso eccezionale di sicurezza pubblica, ma appena questo sia cessato debbono far conoscere anche quello. Dopo due secoli siamo ancora prima di Michele Natale, ci rifletta. Mancuso. Sì, no, volevo sottolineare questo particolare, cioè si è detto da una parte, il senatore Fontana, le persone care del sequestrato si muovono per attivare la liberazione dell'ostaggio, e quindi un fatto assolutamente naturale. Dall'altro lato l'avvocato Bargi parlava di fatto eversivo, per cui aveva un dovere il SISMI o il SISDE, non so bene, di intervenire. Io voglio far notare questo. Innanzitutto noi parliamo ancora di questo caso perché su questo caso di tutto si può dire tranne che sia venuta fuori la verità. In secondo luogo, e voglio dire, tutti sanno e hanno detto in tutte le sedi le ragioni di questo. In secondo luogo, noi abbiamo un debito di verità
verso un maresciallo di polizia assassinato alla vigilia della sua pensione, che si era guadagnata per tanti anni, e di un, di un autista civile che si trovava alla guida e che sono morti. Fare un po' di straordinario. E che nessuno di noi ha ricordato. E che nessuno di noi, purtroppo, purtroppo ha ricordato. Abbiamo un dovere verso costoro di verità, perché bisogna capire che cosa c'è stato, quali sono le responsabilità, che cosa è avvenuto sulla loro pelle. C'è un'altra cosa ancora che voglio dire. Quando si dice che sono intervenuti per ragioni istituzionali, ho sentito dire, si dimentica innanzitutto che è intervenuta una struttura, il SISMI, che non era quella competente. E non poteva intervenire. Non solo, ma la struttura che è intervenuta era a sua volta incompetente all'interno di quel servizio che non era competente. Cioè un vero e proprio gruppo interno deviato. Poi diciamo deviato in che senso? Che cosa succede in questo gruppo? Che mai nessuno ci ha detto, ci ha dato mai nessuno un contributo su queste vicende. Non abbiamo mai saputo nulla da costoro, né di Brigate Rosse, né di Camorra. Viceversa, abbiamo avuto tutto da perdere, sia perché hanno imbrogliato le carte tutti quanti. E teniamo conto che quello stesso gruppo che ha agito per la liberazione dell'onorevole Cirillo era il gruppo che aveva già deviato sulla strage di Bologna. E che verrà condannato due volte per questo, per avere addirittura collocato un ordigno esplosivo su di un treno. E quindi non aveva bisogno di sollecitazione per poter esterne, no, allora. Questa era, diciamo, quando si parla, quando si parla, quando si parla di deviazione, quando si parla di deviazione, si dimentica di dire che gli unici funzionari deviati di questo servizio sono stati coloro che hanno fatto il loro dovere e che sono stati perseguitati all'interno di quella struttura. E beh, l'Italia, e di questi abbiamo nome e cognome. Paese, ecco, di Pinocchio, paese che... di Pinocchio, ti ricordi la storia di Pinocchio? Perdoni, per favore. Pinocchio va a denunciare il gatto e la volpe e il giudice dice: prendete questo e mettetelo in galera. Così succede in Italia. E che nonostante tante pretese riforme, sono rimasti sempre esponenza piduista, esponenza di servizi diversi. Ma un'ultima cosa e ho finito. Io vorrei chiedere al senatore Fontana una cosa. No, basta. Un magistrato della Repubblica che interroga un terrorista che ha ammazzato, sequestrato, e che costui, una volta che decida di parlare di tutto ciò che ha commesso, si rivolga al suo magistrato e gli dica: senta, ma lei è un po' patetico, ma lei sa che si fa tanto, si spreca tanto, si espone tanto, rischi e così via, e noi avevamo avuto l'offerta di ammazzarvi, cioè da parte di questo contatto del SISMI, attraverso, grazie a questo rapporto con il SISMI, era venuta fuori, tra l'altro, questa offerta alle Brigate Rosse. Cutolo dice: datevi i nomi dei magistrati, scomodo, lo sappiamo chi erano questi magistrati, che noi ve li facciamo fuori e poi li rivendicate voi. Questa è una trattativa, onorevole Fontana, che tra viene delinquenti, fatta. È una trattativa, bravo, tra delinquenti. Viene fatta però da quella zona grigia di una istituzione, di un apparato statale, che a un certo punto ha funzionato servizi da punto segreti di raccordo tra poteri politici di governo e crimine organizzato. Questa è la zona grigia. Un'arma del doppio taglio sono sempre stati. Di questi servizi segreti. No, non c'è nessun salto, ma ci sta, che, diciamo, una ricostruzione. Ma questa è una fantasia, questa. Purtroppo ha detto Chiocchi, è fantapolitica. Rispondendo adesso Chiocchi va bene. Adesso Chiocchi va bene. È fantapolitica. E mi devi spiegare perché Chiocchi così ha detto. Chiocchi ha detto che sono fantapolitica. E Chiocchi sappiamo pure perché l'ha detto. È una della BN. Chiocchi sa pure perché dice così, avvocato Barzi. Sapeva il suo pensiero, probabilmente. Citare Chiocchi, Chiocchi così ha rispondere a fatta politica. Avvocato Basi, lasciamo stare Chiocchi. Non esatto, lasciamo stare Chiocchi. Prepotenza. Scusate, signori. È troppo comodo arrivare alla sala. Avvocato Basi, non sanno parlare. Gli era mancato il termine prepotenza. Scusate, gli era mancato il termine prepotenza. Scusate, Alemi, per favore, voi non vi rendete conto di una cosa. Teodori, per piacere. Non vi rendete conto di una cosa, che noi dobbiamo chiudere, dovevamo chiudere 12 minuti fa, adesso mi fanno segno che dobbiamo chiudere in 3 minuti. Io che devo fare? Se tutti basta, voi volete basta, riparlare basta ancora. Li date a me e basta. Ma sì, ma diamogli, ma diamogli. Fontana, scusa, che ci scherzo, porta buoni argomenti. Uno a Tarsitano, due a Fontana. No, no. Un minuto so. Uno a Tarsitano, io due a Fontana. Ritorno ancora sulla anomalia di come è stato esercitato il potere nel nostro paese. E dico,
non si tratta solo di servizi deviati, sismi, perché al momento in cui è intervenuto il SISDE, colui il quale è intervenuto era l'attuale capo della polizia, che ha diretto tutta l'operazione. Aspetta, seconda questione. Persino il tribunale dice che Parisi è l'unico funzionario dello Stato che ha detto le verità, in linea con le carte processuali. Sto dicendo che non sono stati... Io non conosco Parisi, ma... Non sono stati controllati... Ci sono i funzionari... I suoi funzionari non sono stati controllati. Ma volevo dire una cosa. Non si tratta qui solo dei servizi. Si tratta del Ministero di Grazia e Giustizia. Alla Sicurpena sono sparite una serie di carte di cuto. E quindi non si tratta più di servizi. Ma voglio dire ancora di più. La Questura di Napoli, sono spariti tutti i biglietti che erano stati sequestrati. La terza questione. Il Ministero di Grazia e Giustizia, chi l'ha mandato Bosso in un determinato posto? Chi ha mandato Iacolare in un altro posto? Stanno scorrendo i titoli di coda. Scusate, ci tagliano i microfoni. Fontana. No, io voglio solo dire, cerchiamo di non creare un clima di sospetto all'interno del quale poi capitano quegli incidenti che sono capitati all'unità, per cui si prendono per buone dei documenti falsi, ecco. Cioè voglio dire che a forza di creare questo clima poi dopo capitano quelle disavventure. Se qualcuno di voi sa, deve parlare, perché volevo c'è dire questa possibilità soltanto. Grazie no. Che è stata clamorosa, Vittorio. Molto clamorosa. Vittorio, abbiamo chiesto scusa. Chiedo scusa. Tarsitano, dobbiamo chiudere, c'è il direttore della rete che mi fa dei segni che prevedono un licenziamento. Vittorio, per favore, voglio chiudere dicendo che intanto ringrazio Fontana che è venuto a cacciarsi in una situazione nella quale si trovava in netta minoranza. Purtroppo questo dipende anche dal fatto che tante altre persone che dovevano sostenere la stessa posizione non sono potute venire. Poi voglio dire che dopo 62 puntate di questo programma, martedì prossimo avremo l'ultima, io mi sono lasciato andare e ho preso parte. Mi dispiace, forse non era il mio compito come padrone di casa, dovevo essere come sempre più estraneo, ma l'ho fatto, Fontana, mi dispiace e me ne scuso, ma mi dispiacerebbe ancora di più se lei pensasse o qualcuno pensasse che questo è stato fatto perché questa rete è vigilata dal PDS, dall'ex Partito Comunista. Le assicuro che io queste posizioni sul caso Cirillo, che mi turba e che continuerà a turbarmi e del quale spero di potermi rioccupare quando ce ne sarà occasione giornalistica, queste posizioni avrei tenuto in qualunque paese del mondo e a qualunque partito Ciro Cirillo fosse stato iscritto. E vorrei che lei uscisse da questo studio con questa convinzione. Grazie e buonanotte.